fermi i piedi o ti fai male. Gridano le pute nel locale. Ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare. Non pestarmi i piedi o ti fai male. Gridano le pute nel locale. Ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare. Non pestarmi i piedi o ti fai male. Buonasera a tutti ragazzi, belli miei, come stiamo? Maledetto, buonasera Lucone, buonasera Francesco, bello mio, Maria Antonietta, buon sabato. Ciao Merone, bello mio del mio cuore, quanto ti voglio bene, non hai idea. Anch'io Lucone, anch'io, vi amo a tutti ragazzi, siete la mia spinta, il mio tutto. E stasera, anche che sabato sera, sono riuscito a fare una live insieme a voi. Come non è di consuetudine, ma stasera sono con voi per tutto sabato sera. E allora spingiamo forte questa live, andiamo in culo a tutti quelli che ci rompono i coglioni. Belli miei! Abbiamo con noi il boss di sabato, ho visto Andrei, stasera ci sono. Dai Antonio, bello Antonio! Sera Merone, un piacere vederti anche qua il sabato, grazie Massi. Alve in blackout... In che senso Alve in blackout? Tanto che gli è successo ad Alve? Grande bro che... Di sabato sera, solo per voi. Solo in esclusiva nazionale per voi, il nostro Almerone nazionale anche di sabato sera su questo canale. Ah, belli. Sono Marcolino Hammer. Un mio amico può venire in fazione? Non lo so, lo dobbiamo provare e vedere, Marcolino. Non si facciamo ste stronzate di prendere gente così a cavolo che poi dopo ce la portiamo dietro e nel RP ci rompe solo i coglioni. Jonathan! Sabato sera 50 popoloni per voi! Il nostro Joker Jonathan! Bello! Offre il green screen addosso. E ce l'avevo dietro, no? Ce l'avevo dietro green screen. Allora cosa ho fatto? Visto che non funzionava, ho provato a mettermelo davanti. Volevo mettere in live solo la faccia e far scomparire tutto, ma non funziona sto cazzo di green screen. Fuck you guys. Ciruzzo maledetto. Dove stai, pezzo di merda? Allora, fammi vedere una cosa intanto. Sì, la pistola ce l'abbiamo ed è pure carica. Gnec, 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 gnec. Bella Toretto! E per la pancia, non è per l'uccello, pezzo di niente. Uè, Hammer, che sorpresa. Sorpresa, Andre! Tra poco arrivo. Va bene, maledetto che non sia... Pronto? Pronto? Check. Devo pagarlo, scusate, il faggio io. Vabbè. Dai, non ha senso pagare il faggio. Non c'è ma una macchina, oh. Pronto, check prova. Check radio, pezzi di merda. C'è qualcuno? Principe. Principe, dove si trova? Dove si trova? Ma? Dove ragazzi, trovi? Male male. Come male male? Principe. Ah, vaffanculo, sei tu? Chi è questo? So io. Ma vaffanculo, ha detto questo mi vuole prendere e adesso gli fotto la macchia. Mi fa, ti do i soldi. Vedo un po' di soldi. Mm-hmm. Aspetta. Allora, vieni, vabbè, li posiamo a casa, va che non è meglio che non andiamo in giro con tutti questi soldi. Oh, se ti serve puoi dimmelo, eh. Che soldi? A me serve una pistola, non ce l'ho. Vieni, vieni. Citofono al 120. Qual è? Il primo o il secondo? Questa casa qua. Ok. Piace il mio appartamento? Carino. Piccolino. Allora. Adesso qua... Allora, io adesso qua ho una Combat, un MK2, vuoi l'MK2? Boh, se vuoi sì, dai, riesci a darmelo. Vai. Ok. Go guys. C'hai anche colpi per caso?
e non c'ho niente. No, colpi dobbiamo andarli a prendere all'armeria, eppure io c'è solo più un pacco. E al 200 non c'è sta nessuno, l'ho passato prima, non so se hanno aperto. No, sono passato per prendere la pistola per vedere se c'era qualcuno, ma... Allora, oh, non me la perdere, SMK2, quella era la mia. No. Si bastardi, qua ce ne danno solo 5 a giro. Bella, bella Argentina, Francesco, grazie per il like, Carmela, Deborah, Matteo, Michele, Emanuele, Toretto, grazie per il like, ragazzi, un bacio a tutti e buon sabato sera a tutti voi. Oddio, che cosa è questo? Dici che buonasera in città, sabato sera, sì, stasera è una sorpresa per voi, ragazzi. Chi sei? Ti voglio dare, brava. Ciao, chi sei? Ti devo dare delle cose. Sì, però respira, allora. Marcoli, tranca. KD6 120. Ciao Marcoli. Buonasera. Sai chi sono? Tiani, sì. Hai visto? Sono arrivato in città, mi hanno tolto il volo. Veramente? Due pacchi di munizioni. Ah, ma R. Due pacchi di munizioni R. Mitraglietta. Cioè, no, più questi. No, aspetta, più questi. Marcoli, c'è qualche colpo per me? Dai, amori miei, spingiamo forte questi regni, sabato sera che la Meloni mi ha fatto la sorpresa del sabato sera, siamo insieme tutta la notte. No, non posso fare tantissimo che domani è un compleanno. Ah, per qua esiste la distrazione rapida. Ho deciso di chiamare l'Unione di Famiglia. Ma sai che non lo so, devo parlare con Albi, Anto, a parte tutto, se Stugnone è intesa comunque di avere proprio un nome solo, comprendere le due famiglie in una, oppure fare una cosa comunque nello stesso posto, ma sempre due, non lo so, devo parlare con Anna. Ma questo qua, quanto è stupido da buttarsi da un tetto che è morto. Allora, mi accompagnate in barrozzeria? Vai, vieni, vieni. Andiamo a vedere se c'è quel porco di H. Oh! Oh, Alfa, amore mio! Guardale, guardale, guardale. Le scimmie, eccole. Ciao, raga. Buonasera a tutti. Sali, mai. Bello. Dai, sali, sali, dai, monta, monta. L'altro dove? L'altro. Oh, scimmia, sali! Come sta buttando di sotto? Non buttate, la vita scale. È bella. Come sta buttando? Mezzi, scendi! È lo mezzo! Mezzi! Buonasera, Eric! Buonasera, bello, si buttate può fare una piccola challenge? Mezzi! Madonna, ragazzi, io sono qua a disposizione. Mezzi. Una piccola, ma anche una grande challenge potete fare. Sono venuto che qua per dice, voi. E quella barra là sopra in alto a destra, maledetti. Vabbè, mezzi, noi se non me la riempite, qualcuno... inizierò a streamare molto meno. Ve lo dico. Qualcosa mi sa di la barra su in alto a destra va riempita fino a 50.000. E abbiamo pochi giorni. Io dormivo, ho fatto le cose molto sconce. Tutti in casa da Samir, no, se il tuo letto ha cambiato colore, non è colpa mia. No, vaffanculo. E io ti vedevo col tuo culo in faccia stanotte. Sali, sali. Dai, oh, ma io mi metto dietro, mi metto dietro, non posso dietro. Che tipo di challenge vuoi fare, Massi? Buonasera, Gri. Buonasera, bello, come stai? Buonasera, buon sabato. Io credo che Aldo abbia cambiato idea. Facciamoci la guerra. Io no. Dimmi, Marcoli, dimmi. Devo capire quello anch'io, in realtà. Quale 2 milioni? A me basta la radio? 34 milioni. Zitti, mi basta la radio. Oh, 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 iniziate a stare zitti, per favore. Ma questa che auto è, raga? Non lo so, ho pagato tipo... Questa qua è una bomba, ce l'ho anch'io una di questa. Ma... Quanto de merda. Fa un po' schifo. No, ma cosa fa schifo? Fa schifissimo. È una bomba, raga, sta macchina. Provatela. Fulchittata, fatevi un giro. La devo fulchittare. Andate tutti, signori. Quasi fulchitta, raga, la macchina. È certo che si fulchitta, è meccanico. Ciao, scusa, mi puoi fulchittare la macchina? Salve. Mi puoi fulchittare la macchina? Operatore! Oh, il mio cavallo! Oh, non urlate, ma è bello. Caro, caro, mi puoi fulchittare la macchina? Ma Ez dove cazzo è? Già, devono collaborare per la guerra. Solo che è un problema, sai, Anto, a dirvi la verità, comunque, per quello che io volevo parlare con Alviak. Perché comunque, da regolamento, una mafia e una testa in un'azione insieme non possono collaborare. Possono collaborare, come dire, cioè di idee e una collaborazione per dire io e te siamo contro questi. Ok, però non possiamo insieme 5 miei e 5 suoi andare insieme ad attaccarli, ok? Dal regolamento da mafia e testa questa cosa mi hanno detto che non si può fare, quindi nel momento in cui noi vogliamo fare gli attacchi insieme ci dobbiamo unire per forza, perché sennò non possiamo fare un cazzo. 670 stelle, se permi, trappo N. Oh, 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 oh.
Questa sera stessa, Massi? Perché io adesso non ho troppe motivazioni per fermarli. Dovevi prenderle, riuscire a prenderne uno dei due, che forse è quello più semplice al momento, è Trappa. E rompergli talmente il cazzo, l'unica maniera per fermarla sarebbe da farla da pezzo di merda, fargli fare no fear, a fargli arrivare al punto di dirmi qualcosa che so, che lui mi dica che non è vero, oppure uccidimi piuttosto. Però è da merda, è così, io ho capito che vuole venire le famiglie. Anche io, a me Franci mi è parso così. Mi sentite, ragazzi? Sì, no, ma quando vuoi poi. Ma che? Sono andato a prendermi il McLaren che era il 495, porco Giuda non mi fa salire in macchina. Come no? Sì, problemino. Vabbè, sto andando a prendere la Subaru. Arrivo da questo. Oh, Aze, mi aiuti a comprare un'auto. Aids si sta studiando frasi nuove per associare al suo mi dissocio. Oh, leggete in chat, dobbiamo andare. Che di che armi possiamo usare? Volete andarci? Ah, oh, tanto non ci possono lottare, quindi cielo. Quindi chill. Pronto? Basta che non stiamo mettendo a terra quando morivo, poi. Oh. Devo aspettare. Beh, tanto basta aumentare un po' lo spunt e basta, sì. Dai. Vi piace? Passiamo qua. Certo. No, ma infatti io, tranquilli, quando avete tempo poi magari va a fanculo. Dove siete, scusate? Siamo in parrozzaria. Ma pure io. Perché stiamo parlando al telefono? Ah, ecco di. Dove cazzo sta questo? Eccomi. Ah, eccolo qua. Oh, si può fare voi, eh? Lo volete fare? Ma no, una pistola. Cazzo. Lo volete fare? Facciamolo. Prendono lo 12. Caschi. Caschi, pure se andiamo in 10 non è un problema, capisci? Sabato comunque non ci sono fazioni. Nel caso chiamo pure i ragazzi quelli là del... delle nuove gang, vedo se sono cittadini, chiedo se vogliono farlo insieme a noi. Ma quanti siamo noi, braccio armato forte? Aspetta, siamo un 6-7. No sono anch'io. Raga, mi fate un check del braccio armato? No, siamo solo noi, frate. Come solo noi? Ci stanno io, te, Fra, io, Nico, Marco, Navo, ci siamo. Un attimo. Allora, io, 3, 4, 5, 6, siamo sino 6. Ma K oggi viene o no? Allora K forse arriva più tardi, ma ha scritto. Comunque se vogliamo, raga, tanto è un evento, voglio dire, andiamo noi, sì, no? Andiamo noi che siamo. Ci portiamo pure fake pilot qua. Quando è ore? Volete andare a braccio armato? Ma sì, io lo farò. Ma non mi togliere il giubbotto, ma sai che sì, va bene, va bene. Una mattina completamente blindata. 11:30. Prendi un caffè. Però dobbiamo controllare le foto e uccidere l'applicativo. Allora, quella che potevano tenere solo io, quelli del governo, tutta blindata. Non sto capendo niente! Ho detto che avevo per 10 minuti una macchina, quella del governo. Mia proprio, ma poi me l'ha tolta un angioletto moreno. Perché te l'ha tolta? Perché non potevo tenerla. Vabbè, vedi qualcosa che cambia. Che rombi coglioni. Ma oh, quale ti piace, dimmi tu perché non li vedo. Vabbè, ma tu pensa che potevamo sparare da dentro. Quale? Perché loro possono farlo? Non lo so. Era bello, facevo anche 2.10 sportiva se assomigliavo la Subaru. Tra l'altro io, a proposito di Subaru, devi ancora regalarmi la Subaru? Ehi, ma ci serve Tony che ci assuma. È un po' difficile, però si può fare tranquillamente. E poi io l'evento, non dovrebbe essere, l'evento dovrebbe essere a Forte Zancudo. Emilio, grazie per il like. L'evento? A Forte Zancudo. Forte Zancudo, sì. Cade l'aereo. Sì, alle 11:30 cade. Ci siamo, come dicono i radar. Ma non c'è scritto Forte Zancudo. Sì, leggi bene, torre di controllo, atterraggio...
torre di controllo zancudo. Quindi in teoria è zancudo. Ma dove c'è scritto questo? Vai nelle foto. Ah, ok, 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 sì, sì, basta. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, i tryhard sono 7. 7, io Ace, 8, 9. K si viene 10. Se viene K 10, non so se arriva per quell'ora lì perché andava a compleanno. Guarda, tanto raga, noi siamo forti, basta, passiamo noi in 10. L'unica cosa, non ho capito che si deve fare, capito? Devi trovare il carico, no. Pimp. Beh, è ma spiegato male, cioè, provate. Non so, ma hai capito che è spiegato male, ma di chiamarti Pimp. Ma invece da altre parti è spiegato meglio. Marco, no, ha detto Pimp. Non è spiegato. C'è solo scritto che era forza un culo. Allora, andiamola con caschi e carabine e poi vediamo chi troviamo spariamo. Per quanto si capisce, dice sta scritto sparate a vista. Però ragazzi, secondo me dobbiamo andare con, cioè dobbiamo aspettare, non dobbiamo subito ingaggiare per primi, dobbiamo essere gli ultimi. No, dobbiamo, abbiamo scritto ingaggiare a vista, il carico è la priorità. Sì, ho capito, ma se vengono 8 fazioni, 5 fazioni e non c'è di scontrarci più con 5 fazioni, non è facile. Vabbè, noi dobbiamo essere tutti, facciamoli fare tra di loro. E poi noi andiamo dopo, pam, ci facciamo. Ma non so se questa cosa... Ma domanda, secondo voi, dato che è militare, ci sarà la pula anche che sparerà? E domanda, se la pula vince... No, se la pula vince un evento. Niente. Tranquillo, Massi, che lo facciamo, credimi che lo facciamo. Secondo me dobbiamo essere tutti. Dobbiamo solo avere le motivazioni giuste. Dobbiamo essere gli ultimi, quando stanno andando a prendersi il premio. Non fare cazzate, perché non ha tanto senso. Aspetta, però, questo rumore qua. Anche se ci sono delle fazioni... una volta. Ma certo che si può. Mo vado in coffa. Sì, anche se siamo tre fazioni o quattro, io credo. Poi non ho riuscito a stare dentro neanche quando ho voluto in greco. Dentro coffa, ok. No, non è dentro coffa. Caffetteria, eh? Se no sarebbe a tutta caffetteria dentro. No cap. No cap. Madonna, credo che vi sparo io. Aspetta. Nessun tipo di alleanza, la fazione che porta il carico alla Blaine vince. Alla Blaine? Sì. Ti ho detto allora, ovviamente c'è la Blaine, sai lì. No. Come no? Ma certo che funziona, raga, ma che cazzo. Ma non alla Blaine fermi. Cioè ci mettiamo. Non possiamo, raga. Vabbè, un po' più avanti. Mettiamo un po' in mezzo alla strada con dei camion che bloccano. Ci sono due ingressi per la Blaine, cioè la parte di giù dove c'è il negozio di caccia e la parte di su dove c'è il negozio. Ma se lo puoi fare? Ma se blocchiamo la tua strada. Devi capire, devi capire bene. No, che succede? Che succede? Sei uscito fuori. No, mi dissocio. Chi che si dissocia? No, ha detto caff, mi dissocio. Il buffone di mezzi perché sta prendendo il culo Ace. Perché mi sta prendendo per i culo. Non riescono a stare 5 minuti dentro questi rompicoglioni. Ma ti ho detto, ma Ace, caffetteria è legit, cioè, ma come ha fatto? Come hai fatto? Come cazzo hai fatto? Hai visto? Come cazzo hai fatto? Si chiama no. L'ho imparato con molta allenatore. No, ma no, rifallo subito. Scendi. Rifallo subito. Aspetta. Cosa fatto? Si prova. Come dietro. No, ragazzi, guardate che cazzo fa questo. Guardate, vi prego. Puntare. Raga, ma avete visto? Oh, Jonathan ha regalato 1, 2, 3, 4, 5 abbonamenti! Grazie mille! Grazie mille, Jonathan, 5 abbonamenti regalati! Lo ho già preso! Da notare, no, avete già preso, andate a riscattare subito, ragazzi, dallo scudettino verde, Ezia e Jack! Grazie mille del nuovo follow, ragazzi! Benvenuti sul canale, benvenuti tra maledetti! Un bacione, un abbraccio, grazie mille. Oh raga, ma quanto è un grande sto Jonathan, ci ha regalato 5 sub, adesso voglio 5 di voi che vanno a riscattare la sub gratuita. Ora, andate qua, di fianco alla chat, eccolo qua, il primo che l'ha ricevuto il regalo. Ciao. Grandi ragazzi, andate subito quanti. Riscattare le sub.
bravura per, da concepire. Grande tanto di avere riscattato la sub. Grazie mille, Jonathan. Ragazzi, un bello GG. Grazie mille, Jonathan, come sponsor ufficiale di questa partita. Spammate un pochino di GG per Jonathan. Ecco Santo Antonio e Antonio. I due Antonio e Santo hanno già ricevuto l'abbonamento e regalo. L'hanno anche riscattato. Grande. Ma non è Alfa, mi sa. Grazie mille, grazie davvero. GG, GG e Conte. Ditelo, ditelo che è un grande sto ragazzo. Secondo bello come il sole, bello come il sole. È morto. No, è un grande, raga, è un grande. È venuto, no, è un grande. Ah, questo era Alfa. Che cazzo parli? Zitto, bastardo. Ma chi è no, è morto per fare il salto? Non me lo dici? Sì. Volevo fare il salto mortale, là. No, 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 fermo, già sono morto io. Secondo me puntando funziona. Scusa. Come cazzo ha fatto? Piga, no, basta impennare, basta a me impennare. Buonasera, ma oggi non è giorno di ferie. Ma quella è la mia. Lo sarebbe stato, ragazzi, giorno di ferie oggi, ma visto che è un sabato un po' quella particolare... Ho deciso di essere qua con voi lo stesso. Giuseppone! Grazie per il follow, amore mio! Benvenuto sul canale dei maledetti! Benvenuto! Vai, vai, amore, vai! Sono un passo cancello! Buttaglielo in faccia! Ah, fessisso, siamo caduti ancora prima di partire! Oh. Non potete darmi un altro pilota che questo fa cagare, per piacere? Siamo caduti prima di partire, siamo caduti. Sì, ma è normale, questo è una panni di tutto il giorno, ho 90 kg dietro. Ho 90 sulla salita. No, vai. Non c'ho casco, ma mi faccio impenna, male. Impenna. Ok. No! Ah, è stato nel culo! Ah, no, il vespino, il vespino! Ah? Vieni. Spuntare nel cancello del culo! Ma come cazzo si fa? Sorrido tutti! Venite! Ah, bastardi! Ma? No, sono caduto! Ma principe lo deve far con chi l'ha inventato, con Nabbo, cioè, non che? Salga su, salga su! Facciamo vedere come salga, salga, la illustro, la illustriamo. Io il secondo che sono riuscito. Andiamo, salve. Ma che è Annibale? È Annibale. Ma chi è Annibale? Oh, fai leva Annibale da là. Annibale, levati con la mano. Annibale, levati dai coglioni. Non puntate, Annibale. Non puntate. No! Guarda che banda di squinternati. Francesco, Malu, grazie per il like, Roemi, grazie mille ragazzi. Dai, puntate, Giuseppe, benvenuto sul canale. Mi dissocio. Madonna, ma questi per l'infanzia hanno avuto. Vabbè che quello è un carabiniere. Ho sparato. Ma altri, cazzo. Vabbè che quello è un carabiniere bruttissimo. Ma che Franci, grazie per il like, buonasera raga. Dammer, ma fate finire. Ma Bricio non vede anche lei cosa sta succedendo qua? Era la saga. Perché se dovete finire stasera la saga? Vedo. No, ma quelli sono i fuochi che ha messo per attirare. No, i fuochi pirotecnici. Okay. Che ha messo lì per attirare i clienti. Ma proviamo a beccare qualcuno in testa mentre. Lui. Oh, ma andiamo a comprare qualche auto. Tanto non abbiamo niente da fare. Come non abbiamo niente da fare, ragazzi? No! Abbiamo il mondo. Madonna, che schienata che ha preso quello lì. Dobbiamo andare al gruppo a parlare con i Viola. Sono pazzi comunque. Dai, andiamo al gruppo a parlare con sti Viola, ce l'abbiamo le palle. Di chi Viola? Oh, di chi Viola? Dovevamo andare più. Rompo un'auto, ragazzi. Hanno scoperto che fa parte di una mafia. Chi? Ha scoperto Misa Rizzi, mi ha detto. Chi? Che sì, la fa parte di. Ah, boh. Andiamo. Ciao Salvatore, ciao bellezza. Oh, scendi, che me la sta modificando. Me la deve finire modificare. Ora stacco di là, mia moglie mi ferma. Guarda, se sono qua io stasera, se non mi fermano gli NGM, non mi fermano gli altri, mi fermerà mia moglie dopo stasera che ho fatto questa live. Però ci tenevo, ragazzi, a farla stasera. C'avevo voglia di farla e avevo bisogno di recuperare qualche ora di live, che ne ho fatte molte poche. E vaffanculo sti cazzi, raga. La facciamo, è buona.
E poi sabato sera non la faccio mai, cazzo. Non sto mai con voi in poi sabato sera. C'avevo proprio voglia di fare due parole con voi. Steve è morto. Pezzi di merda, dai, preparatevi nelle macchine che andiamo al groove. Capo, mi serve un veicolo buono. Capo, oh, prepara. E che cazzo di veicolo è? Roxane si chiama. Quanti posti? Due. Ciao. Preparate le macchine, no, dai, che andiamo al groove. Magari ad avere un'auto sarebbe bella. Andiamo al groove. Dai, tu stai con la camicia rossa, così se vogliono rapire il capo pensano che sia. Ma sì, appunto. Vai. Ascolta, mi devi ridare un attimo i permessi in applicativo che prima per fare delle robe sono uscito. Ciao. Sì, te li do. Ricci, sali. Come sali? Andiamo in McLaren, ma... Andiamo al gruppo, io vengo con il pilota fake, quello lì. Io vado con... Ok, vabbè, io... Vai. Io vengo con fake pilot. Aspetta questo, vai, vieni. Allora ragazzi, ma... ora. Oh, mi date il numero della radio? Oh, ma dove state andando? Ma raga, ma che cazzo ci facciamo in quattro? Qua ci sono due macchine ferme. Ma dove andate? Raga, a 200, prendete qua. Ma mi sentite? Sì. Dove andate? Stiamo andando al gruppo a fare un giro, sì, a parlare con i ragazzi. Non posso venire pure io. Andiamo al 401 prima. Vedi, andiamo. Ascolta, sta macchina, dici la radio. Novità di Ben 567.8. Di chi è la macchina? Blu, per adesso apri. Maurone, tutte le volte che li incontriamo li buttiamo a terra, pure adesso le strade scendo, ce ne andiamo. Aspetta un secondo. Ciao Matte, ciao bello mio, come stai? Non dimenticarti. Dai, soldi ad Argo. Allora, sì, lo so, Carmen, me l'hai scritto anche prima, ma amore mio, appena lo vedo giuro che glieli do. Ah, raga, ma il compensatore dell'MK2 ci sta? Sì, lo so che i poteri, ma raga, tanto non è che ho, cioè, gran bisogno di fare niente con i poteri. Che fai un giro dei nostri con le macchine pure, ragazzi? A me poi, vabbè, vengo così, sti cazzi. Vabbè, io vengo così. Vabbè, salita allora. E lo zio? Mi prendo con... una macchina civile, vado a prendere la macchina e ci vediamo. Questa là, blu di chi è? Al crew è detto. È chiusa. Zio, tu non devi né arrivare dopo e né andare via prima. Ah, ok. Devi stare con noi. Come tutti. Ma prima andiamo al 401. Pare che? Andiamo, se vogliono venire con noi ragazzi del 401 per fare sto evento, andiamo a chiedere. Ah no, perché? Vabbè, giusto per fare un po'. Per vedere pure come sono. Noi siamo quasi arrivati a Grove. Loro sono già arrivati al gruppo. Sì, forse. Mettimi un punto qui. Raga, io il groove, il parcheggio vicino all'armeria per recuperare la macchina. Noi siamo arrivati a Grove. Sì, ma aspettiamo. No, aspettate il benzinaio. Vi aspettiamo al benzinaio. Raga, c'è un sacco di gente, ci sono i... Dato stiamo andando questa macchina? Sono i blu. Chi c'è? Blu 290. I blu. Cosa è successo a questa macchina? Allora no, raga. Prova a spiarli su un tetto, prova a spiarlo su. Sì, ma non bisogna andare noi lì se ci sono loro, perché tanto non possiamo parlare di cazzi nostri. Ma raga, ma cosa è successo a questa macchina? Ma mi sa che stanno facendo un'azione contro Sta camminando troppo. Ma si stanno sparando? Stavano fermi. Ma non è vero, Cazzo degli alle. No, non si capisce un cazzo con queste call di merda che fanno, però. Raga, vi decidete? Jonathan, grazie di vedere la sabba, Claudione, grazie del follower, amore mio, benvenuto sul canale, benvenuto oggi nella famiglia dei maledetti. Grazie mille, bro. Hai parlato con Tony, buonasera sciamano, belli, buonasera sciamano, ti ricordi che hai i poteri? Sì, ragazzi. Allora, raga, dovremmo andare a groove, ma adesso non conviene se ci sono già altre persone che stanno... Ok, ci sta? Napolo spiona, Jonathan... Fate foto, dovete c'è Tarantino, vedete tutto. Ma come Jonathan? Le hai regalate agli altri e poi te la sei fatta tu dopo, amore mio. Sabato. Importante è provarci. Vabbè, ma fai io. Madonna, che uomo. Che uomo sto Jonathan. Che ragazzo d'onore. Grazie di cuore, brother. Praticamente lui ha fatto la sabba a tutti e poi la vicino, se l'è fatta per lui adesso. Oh, raga, senti, coprite le scale, che se questi sono molto forti ci vedono da lontanissimo. C'hanno i... Vorremmo tutti quanti 100 Jonathan in live tutti i giorni. Certo, grazie, brother. Vabbè, ma quindi ci dobbiamo avvicinare, raga. Io con Principe mi avvicino lì se ci sono. No, ma che sei fuori.
Ragazzi, non si entra da nessuna parte se, solo, se stanno facendo un incontro con altri, perché tanto non potremo parlare di cazzi nostri. No, stanno solo controllando che stanno facendo, stanno controllando o no. Ma io sto facendo. Ma come video, ieri hai detto che non ci c'eri, stavo guardando la live di Ezio e ho sentito la tua voce. Ciao Danielo! No ragazzi, allora ieri vi ho detto, raga, non so se riesco a esserci pomeriggio o sera, una live la devo fare per forza. Perché ho fatto pochissime live questa sera, ne ho saltate parecchie. Ci seguono. Ragazzi, ci seguono. Ci seguono, macchina bianca. Ah, basta, basta, vai tranquillo, vai tranquillo, non ci prendono. Hanno girato dall'altro. Hanno perso. Allora aspettiamo un po' se ci hanno perso, se no non è valido. Aspetta, li chiamo e gli chiedo se ci stanno seguendo. A chi? Ci stanno molto probabilmente, saranno tutto gruppo. Non sto capendo che discorso stai facendo a me, spiegami un attimo. Stanno dalle favela, ci sono loro. Lassù sono saliti? Sì. È il nostro, quello di ieri, il gruppo di ieri. Perché dovremmo andare da loro adesso? No, li stavo chiamando per vedere se... macchina blu, che li stavano a seguire. Ok. Sì, mo li stanno in città. Chi si sta in città, se è tutto a posto, se hanno bisogno di qualcosa. Sì, fermati un attimo. Sì. Di barozzeria, che intanto ho avuto la radio. Brille, hai ricevuto le mail? Check. Dove siete? Allora noi siamo in qua raga, siamo un attimo in barrozzeria perché ci stavano seguendo, li abbiamo seminati e ci siamo infilati un attimo dentro. Li abbiamo seminati perché non stavi guidando tu. Sì, ma io devo andare da loro. I tanti? Martedì torno con una sorpresa. Bene, sì, chiamano. Perché guardo il numero di uno che non sta in città. Ma chiamano, non li spacca gli NGM. Quindi fai una squadra, andiamo da loro e prendiamo. Con o contro Samir? Capito? Giovane. Mi ridete in barbarossa che dobbiamo passare il 401. No, non ti ha detto niente, principe Mesi. Non ti ha detto se dobbiamo farlo o no. A me mi hanno dato il numero. Cosa? Mi hanno dato il numero, Pri. Di uno che non sta mai in città. Ho detto, mandami gli altri due, ok? Gli altri due capi. Macchina blu! Aspetta, muto la radio. E non me li ha mandati, perché non sta mai in città. Ospedale. Quindi che cazzo c'è? All'ospedale. Come se non c'è più il contatto di lui. E due camici dietro. Allora, tu adesso vuoi andare da sti qua, ok? Sì, gli chiedo il numero di un altro e li mando lì, non hanno bisogno di qualcosa. Che auto nera? Sta scappando, che lo stai seguendo? Quell'auto? Siamo noi in era. Piuttosto che fare un cazzo, andiamo lì, dai. No, più che altro, aspetta un attimo, avete la radio voi due, no, vero? Stanno inseguendo i blu, stanno inseguendo i nostri, mi sa? Aspetta. Civico. No, qua all'ospedale, vero? No, mi sa che... No, andiamo in bar, un attimo lì. Li avete persi? Raga, però questo non deve essere un punto di ritrovo che ce la facciamo sfruttare, eh? È vero. Quindi non cioè dove dobbiamo andare allora? Dove dobbiamo andare, frate? Fatti un giro per la città, datemi un civico che arrivo. Non venite tutti macchina qua. Macchina blu in barrozzeria. Ecco, vedi? È nostra la macchina che c'è parcheggiata. È mio. Ma vi stavate seguendo piacendo, non ho capito. Dai ragazzi, basta, mo parlo io, andiamocene fuori e non se ne la barrozzeria. Aspetta un attimo, Alfa, non fate casino con le macchine. Vediamoci a 200 all'armeria, che qualcuno doveva prendere i colpi, giusto? Ce la fai, Napo! Ma no, ma vediamoci a casa mia. C'era qualcuno che doveva. Qualcuno non doveva prendere i colpi all'armeria, raga. Venite a andiamo all'armeria che intanto prendiamo le munizioni, dai. Ma no. 582, ce l'ho a casa. Che così è vicino. Allora andiamo al 582 che ce l'ha mezzi a casa. Ci vediamo lì a 582. Sì, ma mo li devo rimetto a casa quelli. Carichiamo le munizioni e poi vediamo un attimo se il groove è libero. Andiamo là, sentiamo Napo che dice. Andiamo. Napo, tu sei ancora lì sopra? Napo non risponde più. Pri. Ma come Napo non risponde? Napo, me, non per il caso. Ok, prima un'informazione, lei guardate le mail? Quali? Guarda sull'applicativo le mail in privato. Armi, non servono qua. E conta che, cioè, ieri sera alle 6 l'ho detto. Ehi, ma mi hai detto tu quella cosa che Silas sa, cioè abbiamo saputo che Silas è una mafia? No, fermo. Io non ti ho detto quello. Questo me lo stai dicendo tu adesso, perché io quello, se te l'ho detto non qui, e io non lo so. Ho capito male, allora. Mi hai capito male. Bella. 52, fra. Dov'è? Sì. Figo, cazzo. Dobbiamo però, voglio vedere bene, ma poi con i colori, cioè cose così, come...
Come con i colori? Così mi hai vettoriali. Hai vettoriali? No, quelli sono vettoriali. Tu quelli spieghi bene bene. Sì, tu quelli basta che li a me mezzi. Ok, venite sopra a casa. Decidi tu il colore, capito? Non fate casino con queste macchine. Quello che decidi tu il colore. Madonna, tanti. Vabbè, non posso dirlo. L'ho aperto, aspetta un attimo, sto prendendo i colpi. E invece gli adesivi, diciamo, fatto tutto. Erano già pronti. Sono già pronti, già pronti. Io vedrò di provarli domani. A me ha dato anche un pacco. Ho messo anche confessa. Confessa! Bella! Veramente? Hai detto con un omino tipo di colore dietro come avatar. No, no, ho messo, sarebbe bello. Ho messo proprio il nero, capisciamo, il prete con quello inginocchiato e il prete che gli urla CONFESSA! Grande, grande. Ho preso un po' troppi però. Aspetta, non vedo l'ora, ragazzi. Guarda che domani è il compleanno di uno dei miei migliori amici. Ciao, chi sei? Dalle 10:30 a casa sua, grigliata, fino a imbriacarsi fino alla sera. Io non so domani sera in live, se arrivo e come arrivo. Ve lo dico. Ma infatti stasera come mai stai qua? Un po' per lo stesso motivo. Ok. Che non ci sei domani? Oh, no, è perché non ci sono riuscito a essere oggi pomeriggio, perché munizioni, ho fatto una cassa di Cnusa, mannaggia il cazzo. Ci sono munizioni? Ma sì, magari sì. Una bella cassa di Cnusa. Numeretti. Sì, ma poi arrivi a quest'ora qua che... Oh, sì! Distrutto. Non capisco più un cazzo! E poi? Pimpe tu? Seguite il principe e lo saprete. Intanto oggi ho zappato due contratti. Cazzo vuol dire ho zappato due chi? Ah, stai fermando. Guarda, Sandrone, non so che fine abbia fatto. Mi ha scritto in privato, ragazzi. Mi ha detto che sarebbe tornato. L'ho visto in caffè l'altro giorno, ma non mi ha mai parlato. Non mi ha detto se vuole entrare. Secondo me. Obri, quindi vogliamo andare al 401? No, io voglio andare sempre al gruppo. Ma qualcuno c'ha il numero di questi qua del gruppo? Chiamateli, cazzo. Ah, c'era lui. Sì. Sei ancora lì? Megamore? Sì, ma sono qua da voi. No, sono qua da voi, ho già fatto le foto. Ma a Megamore se dovevi rimanere per dirci se la gente andavano via o no? Ciao, ma sono andati via tutti, Sono andati via? Allora andiamo. Come si è messo? Abbiamo il contatto, abbiamo il contatto. No, loro no. Dì che c'è il principe che deve parlare. Ora. Possiamo venire ora? No, non... Pri. Non andiamo al ghetto. Sì, siamo in posizione. No. Rischi, un sacco rischi. Vuoi quali devo dare un sacco di ragione a lui, lo sai. Se rischi, se non puoi andare in ghetto così, sono 20. Tra un po' lo richiami, Allora, consiglio, poi fai come vuoi. Ti richiamo io che mi dice civico e sentiamo un attimo cosa dice. Dammi 2 minuti. Ciao. Andiamo al 728, alla fabbrica abbandonata. Aspetta che guardo. Sta a destra, in mezzo alla città, a destra. 728. Si chiama... Aspetta, come si chiama? Palmer Tyler Power Station. Sì. O lì o a Yuma possiamo andare. No, Yuma lascia stare, si prendono... Dopo lì, il 728 va bene, siamo in pochi a difendere, vabbè, masticati. Ma perché... aspettate, ma scusa, la galleria... La galleria... Ma è difficile farli arrivare là, raga. Adesso mi dà ragione lui. Polleria. Esatto. Di fronte sceriffato, ha solo 2 entrate. Io non lo so difendere. Ha solo 2 entrate, raga. Entrate piccolino, tipo la macelleria. Nord, meglio di no. Okay. Andiamo al 728. Andiamo al 728. Scusa, ma perché vengono a sparare questi qua? No. Però allora, il nord abbiamo pure gli NG. Sai che quando vedono che facciamo gli incontri negli occhietti, poi arrivano. Mi dissocio, non si dice. Ma che cazzo? 728, sì. Andiamo prima noi, veloci. Ma certo. Dove? 728, ragazzi. 728. Sì, ma non mi fate cambiare un attimo, dai. Dove state? Raga, andate intanto a prendere tutti i giubbi. Già presi. Chi manca? Ci vediamo al 200, raga, andiamo tutti al 200. No, 578, qua sopra prendetelo. 578, qua sopra le borse. Ok. Vai, ci vediamo tutti al 578. O prendetemi su Donti. Dove sei? Quella bella giacchetta. Grazie per il like, amore mio, adesso ti ringrazio di persona.
Che ne dite così? Cosa facciamo? Vai al 578, ci vediamo là, io aspetto. Confessa! 578, arrivando... 578, prende il giubbo. No, amore, non ce l'ho. Aspetta. Qua sopra. Però papà è di frettissima, cucciola, mamma mia. Dobbiamo andare dopo. 728. Ce l'avevo qui. Mi piace il toro. Mamma! Confetta! Confetta! Un bacio, bello. Vai, no. Ragazzi, non facciamo tardi, vero? No. Allora vai a buttarti nel letto, cuore mio. Allora, ragazzi, qual era il nome di quell'outfit? Non me lo ricordo più. Pacifica, America. America, no. Mafia Red, no. Eccolo qua. Bella Sabri, grazie per il like. Giancarlo, Tania, Nicola, Peppa, Pasqualino, Fabione, Daniele, Vincenzo, belli miei. Grazie per il like a tutti, amore miei. Quando sei? Scusa, mi ha rotto il faro. Sto sopra il faro, ma no. Apri sta merda di macchina che te la spacco. Vai. È stato, già ho rotto 18 volte. Scusa, ma chi è il tuo stilista? Confessa! Polpetta. Destra. Ma sei serio, Mendy? Ah, ho visto che fai cagare a guidare, se ne accorto. Sinistro. Challenge per domani, Amber, sera. Sarai in live domani sera se sei 500 star. Bella challenge. Allora ragazzi, facciamo così. Challenge, per me se domani riesco a venire in live oltre a Jonathan con 500 stelle, chi si accoda? Io vi dirò domani che se riesco, ragazzi, a venire in live sarò uno schifo, eh. Sinistra. Sarò una persona irriconoscibile ai vostri occhi, ve lo dico già. Comunque è un pilota proprio. Madonna Mesi, ma non parlate. Ve l'ho detto, invece di parlare, venite con me. 170 e mezzo milioni. Fatemi il favore. Ma che cazzo dici? Proponete. Madonna, io sarò. Allora, avete fede di guidare, sinistra. Sandra e Raimondo? Non ci avete gli orlati. Siamo 728, andate. Ma guarda che figo che sono, ma non c'è proprio storia per nessuno. Ma scusa, ma chi è che ti ha fatto che ti ha fatto lo stagista? Ma guarda qua, stagista. Ma te l'ha fatto chiaro, non ti do uno schiaffo solo perché ti piace. Ma te l'ha fatto un meccanico l'outfit? No, me l'ha fatto lo panettiere. Lucamber. Guarda qua come sono vestito, non figo di bastante. L'hai fatto lo sticker. Ma che cazzo, l'hai fatto lo sticker Lucamber, allora. A me ti ricordo di il discorso del moderatore. Sì, Dani. Non lo può. Allora, c'è un problema con la cosa dei moderatori. L'altro giorno sono dimenticato poi di dirtelo. Abbiamo avuto dei problemi che i moderatori non possono fare più alcune cose. Perché hanno fatto l'aggiornamento della pagina. Anche i miei adesso facevano fatica a commentare, a muovere, a togliere dei commenti. Adesso vediamo, mi devo far dire dallo zio che ha scoperto come si fa. Il problema dov'è? Comunque ti metto anche domani, moderatore. Devo essere un attimo sicuro di liberarci che ti metto. Poi tu mi dici come. Tanto ti metto. E anche ti arriva una notifica. Ok, io ti voglio mettere. Madonna, che li odio. Li odio. Parlano sempre sopra. La 525. Ma io come faccio a parlare se voi parlate sempre il giorno, ragazzi? Ah no, li stanno a seguire qui in alto 28, si spostano. Sta pure il mese a star, quindi. Chi sta secondo chi? Stanno a seguire a nord quelli, quindi non possiamo fare. Vabbè, ma dobbiamo fare. Ma non metti il punto 5. Dobbiamo andare, che dobbiamo tornare fare? Tornate in realtà, 5. Ragazzi, non è possibile che voi non capite mai niente, cioè c'è qualcosa che non quadra, io le cose le dico in italiano. Scusate, ma abbiamo detto che dobbiamo andare al 7-2-8. Avevo detto, giusto? Allora, che c'entra il 5-2-8? E che ne so? Vabbè, io me ne vado al 7-2-8. Tu vai a 7-2-8, io vado a 7-2-8. Chi non è a 7-2-8 e non sta venendo con noi, ragazzi, ha un cazzo di problema. Non possiamo stare dietro a tutti. La gente non capisce e non so che fare io. Cioè, eravamo tutti lì fuori, abbiamo detto 7 a 7-2-8, abbiamo da fare un incontro, giusto? Stavate autostrada e... già gliel'avete dato il civico, perché ho visto che ancora non glielo dovevate dare. Scusa, il civico non gliel'ha dato davanti a noi quando eravamo lì che parlava coso fake pilot. Sì. Lo sai perché... Io ho visto così. Quindi probabilmente saranno arrivati già lì. Noi siamo fuori all'ingresso, ma voi...
ma questa auto è un catorce. Cioè veramente, no? Cioè veramente a volte è boh. Ma proprio boh. Ma poi perché si anda soli noi? Perché gli altri stanno tutti già là. Perché? Non lo so. Vai, perché gli ho detto aspettate. No, va bene. No, va bene. Ho detto pure a... aspettate l'armeria. Vuoi mandare una macchina? Ok, mando la macchina, una sola, va, inizia a fare sopralluogo. Ma gli altri hanno a sta con me, raga. Dobbiamo stare insieme. Se questi mi rapiscono, domani qui dentro non entra più nessuno. Lo riuscite a capire o no? Ce la facciamo? Scorciatoia? Complimenti. Ciao Gianca, ciao amore mio, anche io 500 stelle se viene in live. Bella Fabione, siamo a 1000 stelle. Dai ragazzi, qualcun altro, forse spari meglio. Fuck you guys. Maledetto Andre. Mi associo, sciamano, a te ti tanco proprio. Allora ragazzi, poi facciamo un'altra challenge. 1v1 con lo sciamano, se lo butto a terra 5 volte su 10, 1000 stelle ce le da, me le da lui in live, davanti a tutti. Perfetto, da, perfetto, dai. Oh, ok, hai capito. Comunque tranquillo che lo facciamo, Dani. Mi fa piacere, molto piacere. A me serve un aiuto, ragazzi. Mi serve qualcuno che mi tiene la chat in ordine quando non riesco a leggere, che magari risponda al posto mio. Qualcuno che riesce a condividermi magari da qualche parte la live. I moderatori sono molto importanti. Io purtroppo non ne ho, ne ho due, ma sono poco presente. Vieni un attimo qua, ti devo dire una cosa. E ti serve una mano come moderatore? Te la do volentieri. Ok, Massi, va bene, va bene. Facciamo una call su Discord, raga. Facciamo una call su Discord, io, te e Dani. Ma io, Daniele e Massi, vi dico un pomeriggio di sta settimana. Vi date voi un orario che siete disponibili. Venite nel mio Discord, vi possono chiamare in una chiamata vocale e ci mettiamo d'accordo insieme, ok? Sì, ragazzi, dove siete? 5 è tanto, eh. Siamo al 728, vieni. Sento che sto aggiunto, non so perché. Arrivo, prendo la macchina, arrivo. Ma quella macchina che devo vuoi? Devo mascherare. Sì, sì. Andiamo, fermate. Scendete se volete, metto meglio la macchina. Raga, perché non mi fa usare il kit di riparazione? Fatemi seguire. È lei? Ciao. Oh, una cosa, questi erano in cioè erano a groove prima, Siamo attenti, erano a groove questi. Erano a groove, infatti. Sì, ho le foto. Ho le foto, sono quelli di groove, ragazzi. Ah, scusa, non lo sapevo. Sono quelli di groove. Gli abbiamo detto di venire a fare un incontro che voglio parlare con il loro capo. Ok, posso, posso. Signori. Signori, siete i ragazzi del principe, giusto? Sì, sono il principe. Perfetto. Buonasera. No, gentilmente, se riuscite a togliere le armi, non vi chiedo di smontare, solo di toglierle. Con chi vuoi andare di parlare, ragazzi? Eccoci qua. Ho una famiglia che, ecco, mai vive. Da una settimana a groove. Siete voi quelli così famosi di groove, allora? Diciamo. Sentito molto parlare di voi in questi giorni, ragazzi. State facendo veramente. Speriamo in bene. Un bel casino, eh? Vi state facendo conoscere, via. È giusto così. Chi di Milano, scusate. Siccome. Come ogni cosa, ognuno trova il giusto il suo modo per farsi conoscere. Esatto, esatto. Ognuno si fa conoscere a propria maniera, esatto. Siamo un bel gruppo di scalmanati, ecco, lo ammetto. Mi piacciono molto gli scalmanati. Bene o male, l'importante è che se ne parli, no? Ma andiamo un po' più in fondo, che qua siamo un po' troppo all'aperto. Andiamo. Prego ragazzi, seguite pure i miei collaboratori. Collaboratori? Di giustizia. E il sindaco dove sta? È collaboratore. Il sindaco, devi venire davanti. Abbiamo anche il sindaco qui? Sì, sì, sì. Quello era spermatozoo. Di socio. Eccolo. Sindaco Milano, signore, sono eccolo. Seguite pure il sindaco. Sindaco, faccia strada. Sì, la camminata sì, più bella di tutta la città, questo sindaco. Ah sì, no, sì, ne lo vedo. Ma c'è una canzone di sottofondo. Dovrebbe vedere manca. Anche la pelata del sindaco che roba. Sindaco, fammi un business. Sindaco, fermiamo a volere pure qua. Sì, va bene. Sindaco, ce la fanno però. Raga, sì che andavo. E ce la fanno io, Jace. E come si chiama lei, signore? In altri mi chiamano Mandraghe, poi... Mandraghe, piacere, io sono il principe, non so se ha già sentito parlare di noi. Piacere.
Abbiamo saputo, sì, siete una famiglia importante. Siamo una famiglia, no, no. Diciamo così. Poi importante o no, lo dicono gli altri, sono gli altri che ci giudicano, noi non ci reputiamo. Ma questo è stato giusto qualche chiacchierio di qualche ostaggio casuale che è finito per mano nostra, perché ad oggi abbiamo incontrato poche persone finora. Come mai poche persone? Eppure guardi, io ho sentito parlare così tanto di voi in questi giorni, ma così tanto, signore, che non ha neanche idea. Che mi è venuta voglia di venirvi a conoscere. Perché c'è modo di conoscere, cioè chi comunque sia, ci sono state delle presentazioni, i pochi che si sono venuti. Il resto, ecco, li abbiamo conosciuti in circostanze, mettiamola così. Sì, sto leggendo domani. E quindi... è solo che siamo passati da voi 2-3 volte per voler fare due chiacchiere con voi, ma abbiamo visto che avete sempre ospiti. Sì, sì. Un giorno è venuto un vostro uomo che c'era un elicotero, se non sbaglio. Esatto, esatto. Certo. Esatto, esatto. Infatti quell'uomo che le ha telefonato poc'anzi. Ah, sì. Ecco, lui, infatti ha detto, ecco. Volevo giusto appunto avere un colloquio con lei, ma non volevo venire a casa sua proprio perché vedo che c'è sempre gente. Ho detto, ragazzi, voi beh, magari si saranno rotti le palle di avere gente in casa. Beh, comunque abbiamo messo in chiaro che, ecco, fino adesso abbiamo lavorato in cambio, ecco, di un qualcosa di favore. Diciamo, non siamo stati sottomessi a nessuno, mettiamola così, quindi ci sono state tante persone che sono venute a chiederci qualcosa e ecco. Quindi voi non lavorate ancora per nessuno? Ma no, anche perché ecco, l'unica persona che avevamo un po' di rapporti, è successo dei piccoli problematiche sono successe, se non ricordo male, poi. Allora, signore, io... Lei fuma? Beh... Le posso offrire una sigaretta? Accetto, accetto. Che non ti posso seguire. Siamo dentro, in fondo, vieni. Allora, ci proviamo una bella sigaretta, così le spiego un pochino come sta andando questa città. Mi sembra una persona seria ed è giusto che lei sappia. Sì, dica, è nostro, tranquillo. Anche perché, ecco, se si tratta poi di lavori e di altro, siamo interessati a ascoltare tutto. Magari sia anche più interessante, ben venga. Allora, signore, problemi. Questa città è in un momento particolare. Un momento di scissione. Penso che ti puoi scostare un po'. Non stavo guardando. C'è un... dovete stare zitti però, raga, qua intorno. Sì, accidenti. In un momento di scissione, un momento un po' particolare. Diciamo che... si è divisa un po' in due parti questa città, signore. Ok. Ci sono... c'è una parte che, diciamo, sta gestendo la città e una parte che se n'è andata fuori città e hanno deciso di mettersi in proprio e di tagliarci fuori da tutti gli affari. E da quello che ho capito, probabilmente anche di sottometterci in qualche modo, non ho capito cosa hanno in testa. Sì, ragazzi, perimetro. Questa cosa a noi... la polizia? Non lo so, ma comunque siamo... no, siamo abbastanza, capito. Che... benissero. Penso che come vengono se ne vanno. E questa, signore, questa scissione si è divisa un po' in due parti. Una parte che io la chiamo un po', diciamo... più tiranna, no? Una parte un po' più aggressiva, che gli piace sottomettere le persone che lavorano, imporre i propri carichi, imporre i propri affari, e tutti si devono comportare come dicono loro, se no qua, se no là. Io, signore, non sono così, sono più una persona d'affari. Io a lei le propongo, ha voglia di lavorare, signore? Ha dei campi da fare, ha delle rapine da fare. Sì, quello sì, che sì. Ha quello che ha, qualsiasi cosa lei ha viene da me e io gliela pulisco di qualsiasi cosa si tratta, senza doverla obbligare ad andare a fare tot chili, tot cose su tot campi, perché sinceramente
Non è il mio modo di lavorare e non lo preferisco. Non lo so. È il modo degli altri. E lo apprezziamo, non ci piacciono neanche a noi quelli che impongono qualcosa che non sanno poi magari effettivamente quanto possa essere faticoso o altro. Appunto. Quindi noi siamo arrivati a questo punto da poco e siamo partiti proprio come eravate voi. E il culo se lo siamo fatti sui campi, sulla strada, finché ce n'è anche noi, signore. E quindi so di cosa si tratta. Imporre delle persone del lavoro, poi alla fine queste persone prima o poi si possono anche stufare, arrabbiare. Se c'è qualcosa che io odio è il sottomettere gli altri. Io voglio che se qualcuno mi segue per i miei ideali e per quello che voglio portare avanti e si unisce a me, non che sta sotto di me, ma che si unisce a me, che è diverso. Posso, sindaco? Anche perché quando sì, uno sì, viene soppresso Milano, è naturale che prima o poi venga il desiderio di dar contro alla soppressione. Esatto. Di ribellarsi, di volere una libertà. Quindi poi, quello Milano, che fate voi è una cosa giusta, dire... certo, non è buono. Vi rende anche in modo che troviate persone fedeli al vostro fianco. Bravissimo. La fedeltà per me è tutto, signore. Come vi ho detto, io non vi obbligo nulla. Ragazzi, però quando stiamo qua che stiamo parlando, andate a parlare da un'altra parte. Che destro. Lui è morto? Questo è un pochino quello che penso io, signor J. Il mio modo di lavorare è quello delle famiglie alleate con noi. Abbiamo cercato di creare queste varie alleanze. Non siamo pochi. Però un bel braccio armato come il suo non ne nascondo che fa molta gola. E ci fa piacere che allora abbiamo lavorato bene per far arrivare questo messaggio, ecco. Esatto. Oh, uno ha fatto okay, puff, ragazzi. Io ho aspettato un pochino. Guarda, ha fatto puff, ha detto. Dai, ragazzi, oh, seri, dai, siamo socchietti. Vabbè, cacchio. Ma che è successo? E quindi, diciamo... Ma che è successo? Niente. Mi sono perso, scusatemi. Stava dicendo che il suo esercito fa gola e ne è fiero perché ha lavorato parecchio per questo. Esatto, e noi signore vi abbiamo guardato, vi abbiamo osservato lavorare. Il vostro modo è il vostro modo. Sta a me giudicare. È lei che comanda i suoi uomini. Beh, comunque a noi un contatto che possa ecco cambiare quello che facciamo, il nostro lavoro, rendere frutto del nostro lavoro. Buonasera EJ. Sì, sì. Di Fabio EJ, rispecchiate le persone che ecco possano gestire persone come noi fuori un po' dalle regole, un po' dagli schemi. Ma io come l'ho detto signore, a me non mi piace la parola gestire. Cioè io voglio collaborare con voi, non voglio gestirvi. Vi gestirete certo, voi. Gestirà lei la sua famiglia. Io non ci metterò mai bocca. Quello che mi interessa è la vostra fedeltà. Che se scegliete di stare dalla nostra parte, lo avete scelto pensandoci bene, lei con i suoi uomini, dal primo all'ultimo. E dovrete essere tutti convinti di quello che fate. Però signore, vi sto dicendo anche che questa è una guerra sanguinosa, perché di quello che si parla, di una guerra. Quindi si parla anche di subentrare subito in una guerra. Esatto. Purtroppo signore, questo non l'ho deciso io. A questo punto ci siamo trovati in bel mezzo di una guerra e la città è divisa in due che si fa la guerra. Lei può scegliere di stare dalla mia parte o dalla parte degli altri, però sempre in una guerra si troverà. Gli altri, se posso chiedere chi sono, perché ecco, abbiamo sentito sempre, sì, sempre parlare di qualcosa, ma... Allora signore, in questa città c'era un mio caro amico che ho conosciuto, ci ho fatto molte parole. Era una persona a me molto cara, purtroppo non c'è più. È stato ammazzato e abbiamo scoperto anche da chi. Questo ragazzo era una persona per me molto preziosa, perché comunque si è rivelato per quello che era, anche se le nostre radici forse non erano proprio, diciamo, all'inizio sulla stessa lunghezza d'onda, ma poi
si sono scoperte tante cose. Questa persona mi ha mostrato fedeltà fino all'ultimo giorno che è stato in città. Poi purtroppo è stato ammazzato da delle persone che io le reputo dei vigliacchi. Non meritano. Forse parlano di quel ragazzo che non gli hanno fatto neanche il funerale, che non si è trovato il corpo. Bravissimo. Proprio certo, lui. Tipo Raul, un altro soprannome poi aveva. Diciamo che questi rapimenti, in queste situazioni, è uscito alcune volte, ma la storia di questa persona che è stata ammazzata, a quanto pare. Esatto. Anzi, se lo state dicendo adesso voi, perché poi sapevamo che non hanno trovato ancora il corpo e nulla, quindi non si sapeva di granché, anche perché a noi non è che ci interessi, però ci appassioniamo sempre alle storie, soprattutto se coinvolgono tante persone. Io sono in ottimo rapporto con il nipote di questa persona. E questa persona lo avete conosciuto? Dovrebbero sapere dietro a fianco al nostro. I ragazzi che stanno al barrio, signore. Sì, sì, noi siamo, certo, diciamo, dai tetti nostri vediamo i tetti loro. Anzi, è qualche giorno che poi non li vediamo. Okay, loro stanno dalla nostra parte. Sono una delle famiglie più fedeli che abbiamo avuto in città dal giorno 1. E insieme a quest'altra persona che purtroppo è mancata, stavamo cercando di organizzare una scissione, ma poi ci hanno ammazzato una di queste, questa persona che per noi era un leader, diciamo. E adesso vogliamo cercare di vendicare anche la sua comparsa. Bene, signore. Questa famiglia si chiama NGM, signore. NGM. Questi NGM hanno ammazzato questa persona per me molto importante. E sono importanti questi NGM? Sì, sono una famiglia. Sono una testa. Sono una famiglia importante. Una testa. Ah. Per caso so anche il business che c'hanno. In un quale modo, signore, io ho cercato di chiederglielo qualche volta quando lavoravo con loro. Quando gliel'ho chiesto, mi hanno risposto in una maniera molto schiva, una maniera molto arrogante, come se quasi volessero nasconderlo. A me, da quello che era sembrato, loro mi cambiavano i soldi, quindi io avevo chiesto se erano loro che gestivano il mercato dei soldi. Quando gliel'ho chiesto, mi hanno aggredito quasi e hanno deviato il discorso, quindi non lo posso dire con certezza, ma a me mi è puzzato quella storia. Però prima ha detto che è stato tagliato fuori da un mercato, quindi di conseguenza non state più cambiando soldi. Esatto. Scusi la domanda. Allora. Esatto. Anche perché noi cerchiamo anche noi. Ne abbiamo un po' accumulati da una settimana a questa parte. Ma per voi ci sono io, signore. Ok, questo allora ecco, ci fa piacere. Poi starà a me portarli direttamente ai piani alti. Adesso siamo anche noi comunque un pochino più alti di grado da poter parlare direttamente con i piani alti. Quindi, come le ho detto, per la gestione di quello che voi avete nei vostri magazzini, se avete droga, se avete armi, se avete, che ne so, soldi da cambiare, qualsiasi cosa, avete, adesso vi lascerò il contatto nostro. Basta che mi chiamate e io vi cercherò di trattare il meglio possibile, signori. Perfetto. E che dite, signore? E se poi io ho bisogno di voi, signori, vi chiamerò. Quando ci sarà bisogno di sparare a qualcuno, qualcuno che ci attacca, qualcuno che fa qualcosa, oppure queste persone che magari si stanno comportando male, voi ci aiuterete. Signor Principe, lei ha nemici in particolare? Qualcuno che... Che dobbiamo evitare, esattamente, perché abbiamo... Ma allora, signori, io sono un paio di giorni che ho preso un certo signore che si chiama Renatino, si veste di blu. Ok. Anche a lui volevo fargli delle proposte di lavoro, ma lui mi ha rimbalzato. Come vi ho detto, signori, la scissione è divisa in due parti. C'è una parte che sta al nord e una parte che sta in città. Se lui ha rimbalzato noi, probabilmente sarà con gli altri. Uno più uno.
visto che siamo divisi in due, non è difficile da capire, no? 1 più 1, 3. Quindi, esatto. Ecco. Quindi loro fanno parte dell'altra parte, quindi. Secondo me sì. Gli abbiamo fatto più e più proposte, ma si è sempre rimbalzato. Beh, da qualcuno dovranno sempre pur cambiare, fare sempre il solito procedimento. Esatto. Quindi. Da me non hanno voluto. Dalle altre famiglie che stanno con me non hanno voluto. E sicuramente da qualche altra parte lo faranno, no? Bene. Ci sono questi blu. Signore, ci sono questi NGM che sono sicuro che sono contro di noi, perché mi hanno tagliato fuori dai loro mercati e dalle loro consegne. Io lavoravo per loro, quindi suppongo che non vogliono più lavorare con me. Non si sono più fatti sentire né vedere, quindi suppongo che loro siano quella parte che sia dalla parte opposta dalla nostra. Capisco. Che abbiamo, ecco, fermato diversi personaggi, E abbiamo anche gialli. Ecco, gialli abbiamo. Dipende quali. Chi c'è poi da, quindi dalla, quindi da questi blu. Bisogna capire da quale parte starebbe, se contro di voi o meno. Poi ci sono altre famiglie che dobbiamo tutelare, diciamo. Allora, stasera non so se sono in città le altre famiglie, se no ve le avrei presentate, sarei venuto anche con loro. Perché per me è importante che in questa scissione chi sta dalla nostra parte siamo tutti quanti dalla stessa parte, signore. Nel senso che se lei ha bisogno può chiamare me e gli altri che stanno con noi. Se io ho bisogno posso chiamare lei e tutti gli altri che stanno con noi. Chiunque ha bisogno di una mano va aiutato. Vorrei gestirla in questa maniera. Visto che loro hanno messo dei confini, tipo, no? Si sono messi al nord e hanno tipo tracciato una linea, come per dire, la città, voi da lì non dovete uscire. Quindi al nord. Mi scusi capo, ci stava qualcun altro che mancava l'elenco dei nemici. Chi sono? Gli immortali. Io non li conosco. Già... come noi, vabbè, noi sì, abbiamo fatto qualche volta. Non ho ancora mai sentiti questi. Ma un'altra famiglia di cui sono sicuro che c'è in città, ma non so ancora bene che posizione hanno preso, perché ci devo ancora parlare. Una famiglia che si chiama Glory, capitanata dal signor Trappa. Hanno detto che vendono armi questi qua, cioè, abbiamo fermato una famiglia una famiglia sotto di loro, da quello che hanno detto. Ci hanno detto che vendono armi queste. Infatti li stavamo cercando perché pensavamo che dovevamo fare un ordine da loro, ma poi in un altro rapimento ci hanno detto che effettivamente le armi vengono gestite da un mercato, quindi non da questi Glory. Però è quello che dicono in giro, non so se adesso voi non dite il contrario, la confermo. Quindi diciamo ci che sono... i Glory le perdono le armi, non le vendono. Ah, ecco. Le regalano. Io mi sono. No, io no. Signori, questi ragazzi che parlano sono ragazzi di mio braccio armato che purtroppo si sono fatti così. Beh. Già difficile che anche loro penso siano. Guardi come sono fatto io. Di lui. Mamma mia. Con la sua mutandina, guarda. Lui è un cowboy americano, vedi? Ma penso che la mutandina sono gli stivali. Lo stivale è veramente cringe, signore. Più uno stripper che è un cowboy, guardalo. Cerca una signora anziana da smocchiare. L'abbiamo conosciuta una ieri, noi siamo un po' particolari, diciamo mature, mettiamola così, no? C'è quel signore con la maschera sulla della chimica che anche lui è abituato alle persone mature. Mi piacciono le femmine di una certa età. Fate tanti problema, sono gusti. Il suo numerino? Diciamo che alcune volte la sera, magari dopo il lavoro, si possono trovare in qualche spizio a vedere se trovano qualcosa che gli interessa. Oh, ma questo
Lasciamoci il numero anche perché a breve non so, ci sarà più baldoglio e poi di casino, quindi anche perché magari a breve ti chiamerò per dirti alcune cose. Vediamo un po' se riesci a darti qualche informazione che può interessare. E con la scusa magari vi diamo anche qualche soldo, qualche cosa, che bisogniamo di cambiare un po' tutto. Il mio numero, signore, è 44748. Aspetti. Signore, ma loro non potrebbero servire per cercare di contattare gli NGM per cambiare i soldi? Dimmi. Magari riusciamo ad avere loro che sono puliti, non li conoscono, sono nuovi in città. Magari possono servire per avere un contatto diretto con gli NGM. Mi dico il numero. Poterli incastrare. 44748. Che dice, signore? Perché erano puliti finché non ci incontravano qui, mi dissocio. Che ne sa, no, dai, va. Vabbè, non faccio finta che non ha sentito niente. Mi fa uno squillo, signore, così salvo il numero. Guardi, sono sicuro che non l'ho salvato bene. Le dico io il mio perché... diciamo, come ha visto, ho cominciato a bere con il telefono, a mangiare, ho fatto un casino. Sentiamo perdere per esempio l'ha segnato tanti miei. Qual è il suo nome, signore? 555 27 864. Aspetta, il telefono non è commestibile. C'è mancato poco per me mangiavo pure quello. 27. Allora aspetti che sto facendo casino anch'io. Prima me lo prendo pure io il numero. Sì, 27 864 555 27 864. Sì. Segnato. Cerca di prendere quanti meno numeri possibili tu. Sì, sì, sì. Mancato, faccio mandare qualche messaggio anche da qualcuno dei miei. Non ti serve. Ma almeno mi chiama qualcuno. Ho capito, ma come vede l'idea, signore? Mm-hmm. Voi avete già avuto contatto dagli NGM, signore? Da qualcuno? No. Abbiamo conosciuto una famiglia. Ecco. Pronto? Ok, salvami pure mezzi. Non mi sbaglio, sono passati già da loro. Un attimo che vi leggo, ragazzi, finisco solo la scena. Visto mezzi. Cosa? Hanno fatto una Macedonia là. Guarda, abbiamo avuto qualche piccolo incontro con persone che sono venute al ghetto per presentarsi. Una famiglia, ecco. C'era una persona anziana a caso. Nei nostri confronti. No, ma non posso rispondere. No, però non abbiamo più avuto più contatti con loro da quel giorno. C'era una persona anziana tra di loro. Come si chiama? Quelli che avevano il mercato, un signor Sbocco? Avevano il mercato delle furtive in casa. Dei gioielli. Ah, okay. Okay, sono dalla nostra parte, signore. Anche loro sono con noi. Questi signori sono dalla nostra parte e quindi anche con loro, se per caso non ci sono io, volete servirvi anche da loro, per noi non è un problema. Come vi ho detto, in questa alleanza ci si può lavorare tranquillamente tutti dalla stessa parte. Quello che a me preme, signore, è che quando c'è bisogno di voi, arrivate e li sdraiate. Sarà fatta. Questa è l'unica cosa che io mi permetto di chiedervi. Poi per il resto, come vi ho detto, non vi imporrò carichi, non vi imporrò assolutamente nulla, soldi o altro. Se vi fa piacere, vi farò portare dei carichi o di Blue Sky o di cocaina. Adesso vediamo cosa riesco a farvi portare. Quella, ragazzi, da spacciare veramente si guadagna tantissimo. Ve la farò avere senza darmi un euro. Vi farò portare magari un carico da 5 kg. Adesso vediamo cosa riesco a portarvi. Ve la faccio portare a casa. Non ce la faremo mai. E voi la vendete. Quando l'avete venduta ci darete un terzo del guadagno. Basta. Il resto rimane tutto a voi. Che lasci? Ho perso l'orecchino. Posso fare una domanda? Certo. Ti prego. Voi che droghe non avete problema adesso? Diciamo che ecco, dobbiamo andare. Io la cocaina. Ecco, vedo. No, per uso personale. Vedi, la trova in giro. Vedi. Ho finita. Io in casa la Blue Sky, sempre per uso personale. Ci hanno snicciato. Ci hanno dichiarato qualche punto. Qualche ostaggio per avere salvato la vita. Tipo? Ma voi i punti di droga li sapete, signore? Sì, li sappiamo. Ok. Se no ve li davo.
E niente, signore, di qualsiasi cosa voi avete bisogno, se va bene, non mi avete ancora risposto se sarete da con noi o no. Volete risponderci adesso o ci rispondete quando parlate con i vostri ragazzi? Per me vi richiamiamo, guardia. È scontato che comunque sia il nostro rapporto lavorativo, cioè per quanto riguarda, ecco, il fatto della guerra, mischiarsi tutto quanto, è giusto che parli, ecco, con i dovuti, che non sono neanche il solo capo qui, ma non ho un bel di dubbio che le posso dire una cosa, bene, signore? Anzi, certo. Mi perdoni, mi presento, mi chiamo N, non la conosco, sono arrivato in ritardo, chiedo ancora scusa. Questa è una guerra che purtroppo non ammette ignavi. Gli ignavi sono quelli che non si schierano. E questo perché? Sì, è Jay, non per una famiglia. Questione di forzatura, ma per una questione che la guerra sarà e non lo so dove sono, io non ho idea. Che includerà chiunque nella città respiri. Chiunque. Io capisco che magari si può pensare io non voglio combattere guerre non mie, ma le assicuro che quando inizierà tutto l'impatto sarà talmente potente che chiunque verrà incluso, anche se non vuole. È un po' come ve l'ho spiegato prima, forse un po' più morbida, signore. È questo, no. È questo abbiamo ricevuto. Di certo. Che le dicevo prima, avrei bisogno di una risposta, perché io devo sapere con chi sono o chi ho contro, perché per me a quel momento chi non è con me, visto che si parla di una guerra, devo reputarlo contro di me, come questi signori blu. Non si sono mai schierati, ma per me sono contro di me e tutte le volte che li vedo li atterro. Anche perché anche perché comunque c'è da dire che, cioè, siete qua in città, signori, da quanto più o meno, scusate? È una settimana circa. Una settimana avete conosciuto, vabbè, chi più o meno? Non avete conosciuto nessuno oltre noi e le arancioni? No, anche sì, la famiglia, sì, del, sì, nonno. Hanno anche conosciuto i gialli. I gialli ci hanno parlato di un'altra famiglia. Hanno avuto con voi un affare di armi. E quello che hanno diciamo, detto ieri è che loro volutamente hanno tirato una linea definendo chiunque è rimasto in città, per dirla un po' leggera rispetto a quello che hanno detto loro, degli ignoranti, no, dei caproni. Quindi, cioè, se loro sono a conoscenza della vostra esistenza qua in città e non si sono avvicinati volontariamente, perché i gialli, vi ripetiamo, i gialli sono comunque sotto di loro, cioè come se hanno dato un po' degli ignoranti, appunto, dei caproni anche a voi, senza motivo e a voi, quindi... Ma difatti noi abbiamo apprezzato tutte quelle famiglie che hanno avuto il coraggio di, ecco, di presentarsi, di voler conoscerci piuttosto che... non so, evitarci, anche piuttosto perché... che giudicarvi senza conoscervi. Certo, anche perché anche che possiamo sembrare cattivi, abbiamo diritto a una possibilità di migliorare, di crescere, di far fruttare i lavori che facciamo. Io, signore, amo le sfide e adoro le famiglie come la sua. Come le dicevo, questo signore che sta al bario è stata una di quelle famiglie che nessuno aveva avuto mai il coraggio di provare, no, a domare, a gestire in certo modo, perché erano dei ragazzi molto, sono dei ragazzi molto 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 cattivi, ma per me sono le persone più buone che sono in città e spero che con lei nasca lo stesso rapporto. Beh, calcolano che allora anche loro che abbiamo conosciuto stanno con voi, anche la famiglia che si è presentata dandoci del lavoro è con voi, come potremmo dire di non esserlo? Quindi, cioè, dobbiamo andare via con delle risposte. La risposta è sì, siamo con voi, anche perché per tutte le cose come sono andate, sì, ora non avremo altra soluzione. Quindi sì, rispecchiate anche i nostri principi, che non volete domarci, ma semplicemente darci una possibilità. Poi il fatto di chiamarci per delle guerre è quello che farebbe chiunque quando ha un esercito alle sue spalle, quindi non credo ci sia un problema se allora azzardo a rispondervi con un sì adesso. Ha centrato in pieno il mio obiettivo, signore, e spero che avete capito anche il mio, ecco. Assolutamente, io sono veramente contento, signore, perché come le ho detto, per me lei è una sfida, la sua famiglia è una sfida e adoro
quando poi queste persone che sono state messe da parte, ignorate, in città si possono prendere il loro posto. E voi meritate un posto. E siamo pronti per combattere per questo. Quindi, che dire, signori? Bella sta scena, raga. Ci aggiorniamo dopo, che così vi dico, ecco, magari per quello che abbiamo da consegnare, magari che va bene. Ci fa più urgenza avere, ecco, dei soldi e anche, non so se avete delle armi o metterci, per poter metterci in contatto, no? Sì, vedete, per quanto voi, riguarda però... le armi, io preferirei darvi un contatto, che quelli sono i signori che gestiscono le armi in città. Ok. Almeno per un primo incontro. Poi voi potete tranquillamente dirgli che state con me. E poi, se voi fa piacere, vi potete fornire direttamente da me. Ve le prendo io, ve le porto, senza che voi fate tanti giri. Per me non è un problema. Però preferirei che comunque le vostre conoscenze le fate. E non dire che mi metto io davanti a te. Va benissimo, apprezziamo. Allora, ecco, se li può avvertire, noi, ecco, aspettiamo allora questa visita, tanto dove siamo lo sapete, il nostro numero allora ce l'avete, quando volete venite giù, prendete anche gli altri numeri e qualsiasi cosa, sapete dove e come trovarci. Perfetto, signore. E per caso avete modo poi di incontrare i blu, o che se sapete qualche cosa che loro sanno, che magari non vogliono dirci perché con noi non si schierano, magari al momento non fate capire che siete schierati da qualche parte. Come sicuramente diceva prima il suo fratello, il suo collega, il suo compagno, sì, mio cugino, essendo nuovi abbiamo la possibilità di parlare con chiunque e capiremo bene questa cosa, quindi esatto. Smettila di fumare, che esatto, magari al momento, oh, senza dire che siete schierati da nessuna parte, poi non devo insegnarvi nulla. Va benissimo. Mi vedo molto svegli, ragazzi. Io sono svegliato. Infatti, non vedete come ti vesti. Sono tipo tutto il giorno. Sai, se una spugna, prende. Va bene, signore, allora noi togliamo il disturbo. È stato un piacere. Altrettanto, un piacere. Mi ripete il suo nome, Mandrake, giusto? Sì. Arrivederci, signor Mandrake. È stato un piacere. Arrivederci, signori. Arrivederci, ragazzi. Arrivederci a tutti, buona serata. Corro. C'è un posticino qua. È sempre il solito del cambio, eh. Ormai questo cambio l'avete Francesco, consumato. Gianni, Antonio, Simone, grazie per i like. Marco, Matteo, Alberto, Paolone, grazie mille, ragazzi. Scusate che... Allora, chiedi dei blu, no? Allora, non voglio fargli capire che noi li abbiamo spiati, capito? Gigi, grazie, ma te, se fossi in te, sì, anche quelle armi le regalerei. No, non proprio così sgravata deve essere la situazione, Carmen. Che ci fa con la sicurezza? Deve essere un rispetto, a mezzanotte, una voglia di conoscenza, a prescindere da quello che possiamo fargli noi come regali e tutto. Se loro vogliono poi stare con noi, sicuramente per la loro fedeltà gli saranno fatti dei regali, come appunto magari un carico di armi. Per driftare, questo è un drift. Ma al momento preferirei lasciare la cosa nell'anonimato, tra virgolette, cioè avere fatto una chiacchierata e fatta bene. Cosa dobbiamo fare? Ah, quello ho tagliato direttamente per la ferrovia. E lui c'è un 4x4. Il mio numero, sì, ho preso il numero di Mandrake io. No, io ho il suo però. Io il suo, dopo gli manderò un messaggio, gli dirò chi sono, così lui se lo salva. Bella Franci, ciao bellezza, come stai? Buonasera. Sì, i soldi glieli cambiamo dopo. La metà? No, la radio. 582. Glieli facciamo al 50 loro, anche se a noi ce li pulivano al 40. Cazzo popolari. Ah, perché vogliono andare a fare quella affare. Ma non, ragazzi, allora, dovete capire che questi ragazzi li abbiamo conosciuti... Ora carico di armi, se non mi sbaglio. È la primissima volta. Ok? E ma mi sa che ormai è tardi. Ma non ti pensare, con 1200. Tutta la gente. Ma un sacco di gente. Però ci vanno casco e carabine, dove cazzo andiamo con le pistole? Ma infatti, ma cioè, a parte che non hanno capito, ragazzi, che
E infatti ti volevo parlare anche di quello. Tu dovresti andare a berti un caffè non lungo di più. Grazie, Custo, grazie mille. Perché? Perché sì, ok. Tutto un sogno, ma tutto un sogno, sto cazzo. Più di 12 milioni di armi sono spariti. Non ho capito, che vuol dire? Ti hanno fregato le armi? Praticamente. Va bene, ce le devono restituire. Se... Dovrebbero, sì. E ora ti dicono altro un TikTok. Sì. Cioè a casa ho pochissimo io. Grazie Augusto, grazie per gli auguri al mio piccolo. Avrò un carabine, che ti chiama, quindi certo, abbiamo fatto tutto. Sì, ma se no chiama me, ragazzi. Allora ragazzi, sì, abbiamo conosciuto queste persone per la prima volta. Per quanto io mi fida, loro prima erano con i blu e non ce l'hanno detto, ok? State attenti a queste parole, loro prima erano al ghetto insieme ai blu. Io ho parlato dei blu, loro non mi hanno detto assolutamente nulla, neanche che erano lì con loro, ok? Questa cosa per me mi lascia sempre un punto interrogativo. Io troppo non voglio fare e troppo non voglio dire. Se loro mi avessero detto, guarda, i blu sono venuti da noi, ci hanno detto questo e questo, hanno fatto questo e questo, adesso sappiamo come comportarci, io avrei potuto andare oltre con le mie proposte. Ma siccome comunque lui non mi ha detto nulla dei blu, e noi sappiamo per certo che erano lì perché i miei ragazzi li hanno spiati, sapete che comunque in RP non si sa mai la verità di nessuno, si deve sempre dubitare di tutto, capite? Perché l'ho giocata così. Vivi Pred... No, l'ho messo a posto, guarda. Sono un impertinente, vedi? Un impertinente. Cosa sei? Un impertinente. Un impertinente. Cagare. Guarda che impertinente. Sì, se ho bisogno di loro la posso sfruttare. Togliamo la maschera. Impertinente, vieni con me. Chiedetevi la maschera, va. 10 secondi sistemiamo tutto, vieni, così ti levi sto problema. No, cazzo. No, non hai capito, dovrei fare tutti i Esatto, Augusto, hai capito. No, dovrebbe fare tutto adesso. Non ho saputo nulla da loro. Ma quando mi hanno detto nulla dei blu? Ripescare, no, zio, non hai capito. Ripescare. Mica lo so dove l'ho messa quella GoPro. No, un'altra cosa devo voglio aggiustare. Lì è furbo, sfrutterà. Esatto, hai capito. E questa cosa è importante per me, che Jay deve sfruttare queste situazioni. Per quello, ok, lui mi ha detto che sta con me, ma però in RP può anche mentire. Questo per me è molto importante, raga. Un negozio di magie hai comprato, sì, occhiali. Ma che cazzo vuoi capire tu che vai in giro con sti cazzi di pantalone nell'infradito, dai. Cazzo. Io voglio occhiali. Ma cosa stiamo facendo alla fine qua? Boh, voglio prendere la carabina. Stanno riparando qualcosa loro e gli altri vogliono prendere la carabina per l'evento. Ma che ora è l'evento? Già iniziato. E allora dobbiamo correre. Ma già stanno andando i ragazzi. Raga? Principe. Quindi che fate voi? Noi assaltiamo, assalti pure tu? Sì, ma ragazzi, siamo senza armi, dovete venire a casa a prendere. Io ho 5-6 carabine, a casa le ho date, ragazzi. Ah, ok, ma quanti siete? Qua siamo 6. Sì, allora prendiamo 6 robe qua e veniamo anche noi, dai, io, AIDS... Sì, venite pure voi. L'unica cosa, devi prendere munizioni per la R. Adesso devo vedere dove cazzo sono. Io ho un paio di pacchi, ma non tantissimi. Quanti sono? 162. Mamma, quanto bordello fa da dentro. Troppo bordello fa. C'è gente fuori, ragazzi, eh? Ok. Nell'altra casa, di fronte. Se sono 6 loro, massimo possono andare altri 6. Obri, c'è le tue colpi e qualche carabina? Mi servono pure tipo gli accessori. No, raga. Il casco non ce le carabine. Allora, le armi le sta prendendo adesso AIDS, ma i colpi non li abbiamo qua, dobbiamo passare. Ma come non li abbiamo i colpi? Sì, sono... i colpi ce li ho più un po'. Dove? Ce ne 18 di colpi, qua, ma ce non ci passano neanche a noi, capito? Uno. C'ho niente. Due. Tre. Questo per me ne ho... raga, hanno provato a saltare già, vedi? No, per altre due persone. Sì, raga, io non ho i colpi della carabina, ce l'ho qua. Madonna, ma ce la fanno a capirla questi ragazzi? Ed
vedete che qualche carabina. Quanti, quanti ne hai? Ne ho altri 40. No. Sono giù. 40 pacchi ve li portiamo noi, raga. Ce li abbiamo qua. Ah, ce abbiamo pacchi, so, 5 pacchi per uno, so, 130 colpi, 140 sì, bastano. Io ce n'ho già 18, quindi sono 60 pacchi. Venite tutti in piscina, non fatevi vedere con le automatiche. Ma dove siete? 582? Sì, piscina 582. Sì. Aspetta che arrivo anch'io, ma... Ah raga, avete letto? Aspettiamo il resto e poi via, quindi non ci arresta niente. Bello, vamos allora. Vabbè, però chiami come col telefono, cioè. Sì, sì. Chill, chill. Ah no, però stanno i medici. Io non ce l'ho il casco, raga, facciamo allora, facciamo non ho mai fatto. Venite qua, vicino, venite vicino che vi do le munizioni per chi serve. Oh, anche a me serve. Te ne ho dati gli altri 20 pacchi, vero? Munizioni. No, a me me ne dà il 37. Ah no, sì, io ho 24, sì. Io ho 20, via. Guarda che camminata muscolosa. A chi serve l'arma? Suonata 162 al principio. Dove siete? La piscina? Sì. Le porto io, venite. Venite vicino ho a me. Suonato. A chi servono i colpi? Datemi il numerino. Prima mancano una carabina per tavola. 149. Sì, sono una ventina di band. Manca una carabina per Davide però. Ma dov'è il principe? Dai Nico, vatti a mettere 149 hai dato 5. Muri? Che numero sei? 156, 156. Non perde tempo, Nico, il 231. Ho bruciato. Ah, frate, non fammi bestemmiare, donna fai il figlio, non c'ho niente. No, però mettiti veloce. Frate, frate, non fammi bestemmiare, c'è un cazzo, adesso non c'ho vestiti col casco, che lingua te lo devo dire? Andiamo a vestirci allora, dai. Veloce, veloce, andiamo, vai, copri. Fra, ma ci vuole tanto andare a mettersi un casco a casa. Come siamo messi? Tutto tu? Io ne ho altri 20. A me manca tutto, ragazzi. Ah, allora mi devi pure... mi devo pure vestire. Davide, vieni con me. Vieni con me alla porta giù, piano terra. Ce l'abbiamo... Da lui. Vai, 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 dai, ce l'ha lui. Davide, venite, venite. Una ma ancora lo prendono il carico. Ma sì, allora c'è. Aspettate che numero sei. 162, 162. È un bella sta RP, complimenti a me. Grazie Augusto, grazie mille per mio. No, ma andiamo a fare guarda, quell'assalto del giornalino, ragazzi. Prenderlo e fa il percorso, capito? Sì, sì, sì. Non è che tu devi fare la dalla sono mezzi matti. Sì, però c'è la gente che ti ferma, e quello è il problema. Possiamo fare il giro, raga, passiamo da Sandy e facciamo il giro lungo. Se ce ne frega. Dov'è principe? Se non volete sparare. Ah. Vabbè. Dimmi. Serve carabina e munizioni. Devi suonare qua. Munizioni 116. Che numero è la tua porta già 116? N. C'è la bulla qua fuori, raga. Ci sono, dimmi. Numerino. Dimmi che numero dobbiamo citofonare. 162. 162. Suona 162. Sì, sì, Argo c'è, ragazzi, ma questa è una cosa che va per... Per fazioni, praticamente è un evento. Un evento no, che hanno creato. Io sono Davide. Si va. Ogni fazione, 12 persone, casca e carabina ad assaltare un carico. Contro 50 prodotti armati di minigun. Ma. 163. È un evento che si sta creando. Che stanno creando fuori. Fuori RP, tra virgolette. Cazzo me frega. Si va al civico. Si va, si spara. Chi prende il suo carico ha vinto, lo deve portare fino alla play. PDV in SMG? Grazie delle 90 stelline, Jonathan, il bello mio! Ma ragazzi, unitevi a Jonathan con un po' di stelle che qua sopra in alto a destra c'è la mitica barra delle stelle che dobbiamo arrivare a 50.000 stelle, siamo solo a 167.000, dai! Infatti! Raga, posso fare la capriola, vero? Col PDV? Certo! Posso! Dai, raga, andiamo, sbrigate! Ma allora easy, allora mi preferisco molto il PDV. Il borsone obbligatorio? No, no, non possiamo chiamare quelli di Argo, non è collaborazione parziale. Sì, hanno messo di sì, però dopo ci rubano il bottino, quindi. Ah, ora è possibile alleanza, ok, scusate. Ma no, noi andiamo da soli, raga. Ma non possiamo dividerci il bottino, siamo a posto. No, noi andiamo da soli.
Non puntate, è passata appena la pulla, raga, non iniziate a fare queste cose. Siamo 12? Oppure se siamo 10 non è un problema. Siamo lo stesso. No, solo che non siamo dove, di più. Dove 5? Dove 5? No, incontrare, così facciamo la conta, dai, raga. 52, venite in piscina 52, dai. Dove siete tutti, raga, veloci? Piscina 52, venite. Bello mio, ciao Marcone, ciao buon video, grazie per il like e benvenuto, come stai? Ciao Francesco, grazie, Pier Francesco, grazie per il like, Alessandro, grazie mille per il like, bello. Siamo in più dopo. Grazie di cuore. Ma che in più, fra, facciamo fatica a arrivare a noi. Che civico, forza angulo, Marco. Vabbè, ci vediamo in piscina, va bene. Buonasera, buon video, guarda che ormai ti vogliono tutti bene, che ci hai regalato ste 10, ciao, sabato, Marco. E te stai conto. Madonna, sto sudando, ragazzi. 7, ci sta anche Davide. Ok. Sono mi della roba che sento in quelle case. Quindi siamo 7, 8, 9, lui 10, 11 Pimp e 12 nessuno. Forse siamo pure in più, lo sai? Appunto, per quello che dobbiamo puntarci. Per quello ho detto contiamoci. Venite tutti in piscina senza puntare. Tutta la piscina, veloce. Come funziona? Che non l'ho capito io. In pratica devi andare. Si va al coso, a Forza Ancudo. Ok. Ci sta un carico. Andiamo a ammazzare. Dobbiamo prendere il carico e portarlo alla Blaine. Che la Blaine sarebbe quella la. Siamo tutti in piscina. Che manca, raga? Sarebbe quella la Blaine. La Blaine è quella la Blaine è quella sulla a nord. Sopra, sopra. A 30, tipo al 30. Sì. A nord, a nord. Sì, 30, quella là. Ma ci sono pure altri tribunali. Siete tutti in piscina, raga? Certo. Davide, vieni. E dobbiamo ammazzare tutti i poliziotti. Tutti. E pure non lutto, quindi non perdiamo niente. Siamo 11. Perfetto. Principe, con chi ci alleiamo? Siamo con nessuno, raga. Tutti contro tutti. Ma gliel'ha votato l'auto. Non puoi. Dorme, dorme, la gente dorme. Raga, tanto arriviamo là che è già finito, se ne continuiamo così. Appunto. Andiamo. Andiamo. Iniziamo ad andare a Forza Ancudo, dai. No, no, vai, vai, andiamo. Vai, di rega macchina con me, qualcuno con me. Ma? Ma? Devi buffare. Ma chi, lui o io? Buffare. No. Il pilota. No, niente, non è successo niente. Raga, salite. Se entri su qualunque macchina ti va così. Sali nel tuo. Prova a salire qua. Ci fa volare. Se vogliamo. Ma io no. Ma io? Scendi. Oh raga, chi mi prende? Sono per i negozi vestiti. Uno che mi prende al volo? Raga, Samir deve buffare. Che due coglioni, si è buggato qualcosa. Oddio, ma che... In estate vengo anch'io. Anto, adesso vediamo quando... Siamo già in ritardissimo, mo. Vedi di, se riesci a fare più veloce possibile. Avete visto che cazzo è successo? Mi è volata via la macchina e iniziavo a girare come una trota. Come state, amori miei? Oh, Francesco Ponza, che è diventato sub. Joe, grazie del follow, amore mio. Grazie di cuore, Joe. Benvenuto nella famiglia dei maledetti, amore mio. Un applausone per te. Grazie di cuore, bello. Benvenuto a bordo. Stasera abbiamo fatto parecchi follower, stiamo facendo. Bravi ragazzi. Grazie mille ragazzi. Manca zio. No, zio c'era, mi pare. Capriole mortali con la macchina. Hai visto? Io faccio le capriole buggate. Tra i giardini fanno le capriole buggate con le pistole. Io le faccio direttamente con le macchine, ragazzi. Dai, veloce. Su, quanto ci va? 5... 567.8 la radio dovrebbe essere. Io però faccio la cacca se non andiamo. Poi in macchina la faccio. Io pure mi do una panna pisciata, raga, calcola. Oh, io posso andare, tanto sono passeggero. Vai. E dove andiamo? Verso la spiaggia, vai dritto. Ah, dici, faccio le la radio è 5 5, 6, 7.8.
quello che verso l'otto. Quello è verso la spiaggia. Vedi. Aia. Mica l'abbiamo preso. Tu hai fatto la chiave. Eh no, io l'ho sentito. Sei sicuro che era. Principe non sta basso, non vedo niente io. Aspetta un momento, bello. Ma sta già su strada, raga, non tagliate. Stavolta le sentite, visto? Salta su. Cazzo, ho messo, stava a fare destra e sinistra, sto un fan, mi vuole pure inseguire. Sì. Siamo allo oh cazzo, devo bere io. Il numero di CJ non ce l'ho. Caro, vieni in assistenza. Ma porco... Qualcuno ce l'ha da bere per caso? Bravi, fate bravi. No, io c'ho un bucetto ancora bevuto. Che vi serve? Dai, ditemi. Una Coca-Cola, una cosa da bere qualsiasi. Numero? 169. Ma ragazzi, se hanno già preso, dobbiamo subito trovare un camion o qualcosa di grande per manipolarli. Fermati l'811. Fermati qua. Capito, non so assurdo. Va bene tutto che magari... Ma siccome a volte non senti... Sì. Dove state andando, raga? Perché dentro, bro? Fermati fuori. Ma andavamo andare a Forza Ancude, scusate. Sì, stiamo aspettando gli altri. Ci siamo fermati. Siamo già fermi, bro. Arriviamo. Ma siete sicuri che è giusto così, raga? Sì, eravamo la parte della stagione. In che senso? Allora, io la mia l'ho detto. Dovevamo andare vicino al punto dove dobbiamo portare il suo carico. Sparate. Metterci più avanti. Ma state blindando. Guardate le gomme. Andiamo. Sì, ma Alfa, ripeto. Ma che cazzo vogli i mezzi che ci stanno a seguire? Alfa, ti ripeto, se nessuno riesce... Boh. Devi bere, no, a metà vita, a metà bere. Il bere è quello dove c'è 288. Se non ho più di metà. Pistare un attimo. Gli altri miei dove sono, raga? Raga, ma tanto è un evento, cioè posso andare là, ci buttano giù, boh, ci rialziamo e ce ne andiamo. Non è nulla di... Capite? Se lo riusciamo a prendere è buono, perché prendiamo un carico in più che non so neanche di che cosa. Se no, uguale. E nel chill, Federico! Bello mio Francesco, grazie per i like, raga. Allora, voglio vedere una cosa, siamo arrivati a 91 likettini, ragazzi, Forza. Che cavolo è successo? No, perché mi è sparita la chat adesso? Oh, vabbè. 91 like, dai, forza, raga. Stanno andando la pura. Esatto, Andre, per divertirsi. L'ha creato lo staff questo evento, ragazzi, per dare un po' di possibilità di giocare a tutti stasera, di farsi un assalto così nel chill. E poi come va che se ne porta, raga, ma cosa state facendo? Dove stiamo andando? Sono cadute le corde, raga. Non ho capito cosa dobbiamo fare, raga, giuro. Raga? Vi vediamo a voi, le robe. Vogliamo? Ah, voi siete l'arancione. Ero senza corde, raga. Sei l'arancione, voi? Sì. Gruppo, siamo di gruppo. Ok. Radio. Non so, quale diamo? Chi devo? 4-4-4.5. Cosa mi?
444.5. Dammela pure a me. Dammi una radio, dammi una radio 149, una radio 149. Check. Dammi la radio 149. Io non ce l'ho, raga. Raga, pieno di pubblicità. Eh sì, perché chi c'ha la radio me la passi un attimo. Sì. Noi siamo la macchina. Oh raga, ho capito come attaccare. Dobbiamo andare dietro il ponte e far tutta la strada di Forza Ancudo, tratteggiare tutto il cancello, è l'unica. Com'era? Com'era? 444.5? Sì, sì. 444.5. No? Oh. Raga. Non stanno le corde qua, raga. Vabbè, raga, io morirò subito perché purtroppo non ho le corde. Mi saltano sempre, c'è troppo casino, c'è troppa gente. Ragazzi, mi continuano ad andare via le corde. Che cazzo state facendo? Cosa dobbiamo fare? Dite. Allora, la radio qual è? 4-4-4-2001. Il mezzanero stanno col 2001. Dovete sentire, dovete sentire le palle gol, non si capisce un cazzo. Quindi? Ma fratello, è buono. Ah no, quella gravità. Tanta gravità. Ti abbassati che ti fanno qua le qualche cosa. Ah, quando posso stare? Raga, mi ascoltate, io direi... Andiamo dietro il ponte e saliamo qua. Vedi, polizia, tu sono lì sopra. Non fermare, sparo. Ma mi fa, non mi fa? Da sopra pure, sì, da sopra ma... pure. Nico, però, che cazzo ti fermi, però? Raga, fermiamoci qua, saliamo dietro qua. Hai capito dove voglio salire? Vai, 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 andiamo. Va raga, seguitemi, non fatevi spostare dall'elicottero. Ma l'elicottero non sposta. No, che non spotta, frate. Sì. No, ma mi ricordo, ragazzi, mi ricordo la rosa. Ti smitraglia pure. Oh, porco, chi sono questi? Chi sono questi? È frate. Andiamo, ragazzi. Fatto uno. Ok. Fatto dove? Fatto uno. Posizione. Ma non è che sono le altre. Siamo sopra la collina di Forza Sancuto. Raga, via, c'è un botto di culo, andate via, Salite, raga, fermo! Salite montagna. Ma come fermo? Fino a due secondi fa ci stavamo sparando fermo. Raga, voi dove siete? Sali. Ma chi è questo? Ma che è questo? Ma raga, no, corri, va dentro, guarda, ho bucato. Scendiamo qua, tanto la macchina, cambia macchina. Ho fatto un altro, bravo, c'è un altro poliziotto lì davanti. Sì, lo vedo. Invece 130 colpi. Occhio non pensanti di merda, vi spaccano. Sparate a cazzo, perché se no mi colpi. Raga, non sparate, non arrivano i colpi. Finiamo i colpi. C'ho 13 pacchi in più io. Non salgono. Eccoli. Sali. Avanziamo, Avanziamo. C'è un evento da fare qua. Leggi giornalino. Guarda, raga, fatemi salire da con voi. Sento una cosa. Alcuni numeri si è passato un pacchetto. Non sento niente, parlano tutti. Non ti sento al telefono, parlano tutti. Qual è l'evento? Dov'è? L'evento è qua, dove cazzo è l'evento? A Forza Ancudo? Dove cazzo è? Forza Ancudo.
Sì, sì. Fortezza Acuto. Siamo anche noi. Ho capito, basta che capare. Quella è la parte. Ora che andiamo a farci giù. Vieni, vieni anche tu, vieni anche tu. No, no, no. Siamo venendo. Caschi e carabine, unitevi a noi. Poi al massimo ci dividiamo, ci dividiamo i bottini. Quando arrivate. Ma entrate, bene, entrate in radio 444.5. 444.5. Ora no, non sparate a noi che siamo vestiti di rosso. Che facciamo? Proviamo ad andare da sotto al tunnel a piedi. Aspetta, che stanno parlando, non ti sento. Dimmi. Sì, okay, caschi. Caschi e carabine, sì, sì. È un evento, raga. Non è, non è loot. Dobbiamo trovare una posizione alta. Ciao, ciao bello. Aspetta un attimo. Ma se passiamo dalla spiaggia. Ma ragazzi, siamo divisi, ragazzi. Siamo divisi. Là, dove voi 444.5. Ok, perfetto. Ciao bello. Dove state voi? Nettuno, dove siete? Nettuno, dove siete? Dunque, Facebook è un macello. Meglio Twitch, non... Se ce ne andiamo sotto i ponti, ragazzi, però dobbiamo fare qualcosa. Non dobbiamo dite, sotto i ponti, dite, dove volete andare? Stanno passeggiando, forse dal Cudo, ho detto, con una macchina militare, forse, non ho capito. Andiamo sotto. Ma i nostri dove sono gli altri? È acqua, non ci puoi passare. Stanno costeggiando Forte Zancudo con una macchina ma militare. Ma Zancudo non è qua, raga, dovete andare tutto a destra e salire da quel ponte. È dritto. Sì, ma lo vedi il ponte a destra, là sopra? Da là devi entrare, secondo me. Sì, ma il blindato è là. Capito, ma da qua non so se possiamo entrare dentro Forza. Allora, ragazzi, il camion sta fuori. Che cazzo stiamo a fare con la Forza? Infatti sì, ci stanno le valigie. Infatti sì, entrate da qua, provate, raga, ma secondo me qua non ci fanno passare. Infatti noi stavamo a dire, se passiamo da sotto, saliamo la montagna da sotto. Quello volevo dire. Ma non possiamo, non riusciamo, è tutto acqua. C'è il mare, sì, ha ragione. Acqua. Allora, ma neanche da là. Dai, l'unica sulla montagna, sulla montagna. Ma è troppo lungo. Il giro da destra è quello che dicevo io, capito? Destra? Okay. Però è troppo lungo, ci arriviamo a mezzanotte là. Sì, ci sono. Meglio arrivare. Vabbè, principe, è meglio arrivarci. No, arrivarci proprio perché moriamo. Argone, grazie per il like. Salvatore, grazie per il like. Grazie anche per la condivisione. Per tutti in radio, ascoltate le call del signore che ha appena parlato. E che cazzo dire? Ma come cazzo parli? Non vedi che c'è sta gente che non conosci? Sì, sì, quello sì. Dove state voi, raga? Stiamo arrivando, abbiamo dei giubbotti e dei proiettili. Volete provare a entrare forza? Colore? C'era scritto nella regola. Colore uno pesce e uno bene. No, no, non ha senso, no, Napo, non ha senso. Proviamo a uscire da là, pure a piedi, dal ponte, capito? Ma bravo, ma ce li facciamo, secondo me, da dentro. Di essere un'altra volta. Perché, conta, raga, contate che loro sono tutti nel cancello. Se spariamo attraverso il cancello, ce li facciamo. Ma non ha senso, ma non ha senso. Sì, che senso, bravo. E dopo è blindato. Che cazzo, come cazzo lo prendiamo? Usciamo e lo prendiamo. Cioè, e come esci? Se ce ne andiamo qua a piedi sulla montagna. No, 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 raga, sempre dritto. Qua davanti, sempre dritto. C'è un'altra uscita, sempre dritto. Ma dentro non c'è nessuno, sicuri. Vediamo, però gli spara la morte, frate. Ci stava qualcuno, gli spara. Ragazzi, possiamo partecipare anche a noi? Oddio, certo. Ma non riusciamo a fare il cane. Porca troia, abbiamo i carri armati davanti. Possiamo prenderli. Arriviamo. Scusa, no. Ciao. Ce lo date un carro armato? Oh, macchina, macchina davanti. Pensa alla cosa di macchina davanti. Vabbè, ma c'è stato. Raga, ma prenderemolo, che cazzo ci frega? Però mi sa che se spari vieni bannato, sai? Io non ho più giù. Dite, mi sono crashato. Oh, scippiamo un carro armato. Zitti, siamo quasi arrivati al ponte. Ma raga, ma voi scherzate, ma sapete che non se l'aspettano che noi siamo qua dentro? È ma non che... se non si può neanche entrare. Perché? Chi l'ha detto? No, è una zona armata, però c'è un cazzo di carro armato dietro. Non ci credo, che cazzo te ne frega? Vai. Siamo 10 con le carabine, che cazzo? Sta di fatto, in realtà, regà. Se ci pensi è un po' un fail questo fail. Sì, perché? È un fail. Perché? Scusa. Se è una base militare, però la criminale viene qui. È un evento. È un evento, sì, lo so. Dico, se ci pensi. Vabbè, però... A pecora. Fermo, fratello, vai. Andiamo a piedi. Vai a prendere l'idra. No, non la possiamo prendere. Sali qua sulla montagna. Oh, raga, siamo vicini, raga. Ci sono macchine sopra, guardate. Vai, sali. E scendiamo. Raga, ma qualcuno c'ha dei colpi che c'è una 130? No. È più o meno di 6. 140, fra. Ecco lì, vedi le macchine. Raga, scendiamo. Delle 4 in testa. Raga, scendiamo. Raga, dobbiamo fare tutto il giro a piedi. Ragazzi, come siete messi? Beh, bene. Raga, questo qua è rosa, mi sa che è un elicottero degli angioli. Stiamo arrivando a 3 km. Ah, questo di sì. Perché è rosa, che cazzo c'è?
c'ha manco i cosi per sparare, l'elicottero rosa. Non credo che sia. Come no, una minigun davanti, fra. Sì, ma degli angioletti, no, da mo che ti avrebbe sparato qualcosa. Ma non sparano l'elicottero, non vi sparano. Sparano solo gli elicotteri nemici, diciamo. Ma dove stanno? Bravo. Ma c'è sta più, sono morti tutti, dove sono andati? Ma c'è radio? C'è qualcuno? Gli altri mi sa che sono morti. C'è uno di rosso dove? Davanti. No, no, dei rossi parlo, dei rossi e ma dei uno dei nero. Bello, sarò CG, vi ha detto che siamo arrivati, mi raccomando non sparateci. Un rosso a terra. Raga, mi sa che stanno qua, eccoli, guarda. Stanno, mi sa, i morti. Un altro... Davanti. Siamo quasi entrati, siamo quasi a Zaccuto, belli. Raga, vieni qua da me, sono tutti dritti, qua stanno qua. Eccoli, vedi, un po' di sì. Ah, eccolo, lo vedo a sinistra, raga, a sinistra della linea. Eccolo. Raga, a sinistra delle recinzioni, ragazzi, vedo uno. No! Via. Raga, hanno scoppiato le ruote a blindato, Capitemi. Chiedetemi questo in chat, perché non lo sappiamo, mi sa che non è questo, raga. No, allora è l'altro, è quello là. Quale? Ce n'è un altro là, Napo. E non lo vedo. Perché spara dal blindato? Ma c'è una roba invisibile, io lo vedo invisibile. Raga, ragazzi, dobbiamo pusharlo. Fangialetti, raga, non è stato invisibile. Stiamo vedendo con una specie di lamborghini giallo. Dietro al blindato c'è un poliziotto. Non era il muro invisibile. Dietro al blindato c'è un pulotto. C'è un poliziotto. Sì, raga, ce ne stanno due, raga, se venite pusciamo. Raga, pusciamo, sto entrando con un lamborghini giallo. Allora, c'è un poliziotto di dietro, Ma raga, dai, andiamo tutti insieme, va. Pusciamo, raga. Ma raga, famo il giro. Pusha. Raga, ma... Ragazzi, stiamo entrando nella testa. Fatto. Oh, hanno fatto uno dei nostri. Più giù. Fatti due. Dove c'è? Posto vicino alla spiaggia. C'è qualcosa qua dentro? Mortacci. E questo è tranquillo. E questo? Questo è il blindato. Prendilo. No, raga, i blindati stanno qua sotto. Eccoli, vedete, raga. Ah, ecco l'elicottero. Porca puttana. Sto pushando solo io. Sulla destra della spiaggia. Raga, sono là i blindati, raga. Non arrivano. Dove cazzo è la spiaggia? Ma raga, sta qua sotto il blindato. Stanno qua, vedi? Sì. Ragazzi, vicino all'aereo. I blindati sono quelli vicino all'aereo, raga. Sì. Raga, sto scende. Quanta gente c'è sotto? Io sto giù, Vai. Ragazzi, noi siamo sulla... Da dietro. Chi mi ha fatto? È vero. Fra, è vero. Ma chi mi ha fatto? Eulan per Bush Noddy. Ho uno specchio, che sono io stesso che mi sto guardando. Vabbè. Jenny. Chi è? Mamma te. Odin. Devo posso andare a aspettare. Vai raga, potete parlare. Io, fra. Secco giù. Affame. Io sono cacciato, va bene uguale. Affame. Secco giù. Ma non ha fatto nulla, ragazzi, per ora. Allora, raga, il primo che flamma vi faccio flammare Renatino. Ragazzi, mi stanno flammando. Beh, se mi flamma Renatino, allora piano. Flammate. Mi portami via. Renatino. Oh, Renatino, come ci sente ad essere spannati per la terza volta? Raga, mi state chiamando in 4000, raga. Ho detto potete parlare, non flammare. Oh, Jenny, mi porti via la... Quindi possiamo flammare, con me, non è qua. Luta. Bello. Dove cazzo mi hanno portato? Qua Giuseppe X92 mi sta flammando. Raga, non mi fate dirta. Ciccio appellare P, vieni in assistenza. Non mi fate dirta. Secco, ti tirano lo push, poi vediamo. Coglione. Ragazzi, c'è Bush and D, vi vedo a tutti. Grazie. Per questi idee. Molto bello. No, pure Eulen. Raga, lì non possiamo stare. Ma chi è che mi ha deciso? Venno clip? Ma come si può? Aspetta, Simo, che ti leggo.
Ma perché si vede così di merda? Che è successo? Dove siamo finiti qua? E chi ci ha portato? Raga, ma io mi sono perso. Io non vedo niente. Perché mi fa vedere così male? Allora, qua dove minchia siamo, i campi. Buono, sto riuscendo a capire una cosa, raga. Dove cazzo devo andare in no clip adesso? Ma? Bella David, grazie per il like, bello mio. Hai sentito Giona, le latine come ci si sente essere stati sbannati per 3 volte? Minchia, che brutta cosa che gli hanno detto. Mamma mia, io me ne sarei andato dalla vergogna. Raga, dove cazzo è? Dai Rossi, ma trasportati con il GPS. Ma non so fino a che punto sono magico. Dove è un po' più avanti vicino al mare, perché c'è... Ma raga, non so dove cazzo è Forza Ancudo. Dov'è che eravamo? Anche perché non si vede una minchia. Ah, io me ne sono andato, che c'è uno in live. Bella Ale, bella Matti Davide, grazie per i like, raga. Qua è... Boh. Qua c'è l'aeroporto. Ma raga, mi sa che mi sono perso. Ma poi si vede malissimo. Carcere. Boh. No, raga, non lo trovo. Dove cazzo? Minchia, guarda dove sono finito.
Well, Chiliad. Siete 19. Mi sono perso, raga. Quello era il porto di Crab, da Tamer, dove eri tu? Ti vedevo un aereo in lontananza. Prova a seguire. Lo verso. Ma raga, non è facile, credetemi, non... Non mi... Non ho guardato dove eravamo io, pirla. Evento finito, boh, finito, meno male. Ma? Chi sparava qua? Era qua forse? Sì, era qua. Era qua, l'ho trovato, è finito. Ho messo le due poliziotti che si sparano tra di loro. Io non ho capito chi mi ha ucciso a me, ragazzi, però eravamo arrivati vicini, cazzo. Questo chi è? Poliziotto. Maledetti, oh, che vento. E poi dove l'hanno portato? Allora, Fort Zancudo l'abbiamo trovato. Però adesso non so dove sono i miei. Boh. Questi sono tutti sbirri. Dove state? Stiamo andando a casa, QG. Dove? Al motel. Andiamo in piscina a posare tutto, dai. Ok. Ma col Mesa blu e la Lamborghini gialla chi è? Il Mesa viola. No, non sono, sarà la gente più dentro. Mi pare che uno... Però, no, si è fatto da un passaggio, sì. Sì, sono tranquilli, ragazzi, ci stanno avvicinando. Ma dove sei? Siamo sotto la galleria, ci stiamo avvicinando verso la città. Sono quelli col Mesa viola? No, vabbè, un Rubicon viola. Quello, sei con quelli? Sì, sì. Oggi si può fidare? Sì, direi di no, è stato in blu.
Vabbè, io vedo anche il nuovo clip allora, dai. Sì, fai prima. Anche io ho fatto... Posiamo le cose, tanto era un evento, dai, non era, capisci? Ma CJ è il nonno? Il nonno... Non lo so, c'erano pure loro comunque. Lo so, ma poi dove sono finiti? Madonna, che navigatore che sono. Ma... Scendi e puffa. Porco. Scendi e puffa. Madonna, pure a me mi è capitata prima sta cosa. Mi dissocio. Ha fatto un bel volo? Sì, la prossima volta. Se ti dico sali, Ciro! Ma li hai afferrati tutti e due, mi sa. Con un pugno. Aspetta. Ma io mi dissocio. No, fra, è un brutto sogno dove mi rapivano, sinceramente. Ma non era loro, era sì. Ho capito, ma loro chi è? Ho paura, ma di camminare con gli sfondi. No, era già moribonde. Avete detto il cazzo, eh? Oh, quello che sta a far casino con le macchine, per favore, puffi. Ormai adesso la roba la devo usare, però il tempo ce lo devono dare, cioè nel senso... Appunto, siete pazzi! Oh, bello! Posso... Sì? Randa? Buonasera! Come va? Dove si trova? Sono al 582 che stavamo posando le robe, che siamo andati a fare quell'evento lì. Ok, anche io. E ascolta, a me mi hanno chiamato i ragazzi bianchi di ieri sera, che gli dovevamo dare... Ce l'avete da dargliela? Sì, ce l'abbiamo, l'unica cosa è che volevo andare con qualcuno. Vi accompagniamo noi. Ok. Dove ce l'avete? Siamo a caso. Al 580? No, quasi. Sì, 580, 680. 680, arriviamo lì. Quindi vi diamo una mano a portargliela, ok? Dai, raga, andiamo a 680. Oh, possiate stearmi un attimo al volo, per favore? Dammi il tuo numerino. A marcia tutti, è una bella cosa. Dammi il tuo numerino. E poi andiamo al 680 che dobbiamo scortare un carico, Mezzi, dove stai? Mezzi, ti do la carabina. Dammi il numerino. A chi diamo le armi? Ehi, dove cazzo sei? Sono con una rapita in macchina, arrivo al 582. Che cazzo rapita? Io ho passato da qualcuno, ragazzi. Non le passate a caso, raga, che si non le passate a caso, perché se si riempie l'inventario poi ciao. A chi lo dobbiamo dare? Un secondo, arriva AIDS, le mettiamo di nuovo dove erano prima, ragazzi, poi andiamo al 680. Raga, torniamo ai radio nostri, torniamo? Sì, torniamo ai radio nostri, ci sta. Qual era? 567.8. La ciacapatoia. Scusami. No, mi il casco. Ragazzi, la pula che ci guarda, ma che cazzo si guardano? Toglietevi il casco e basta. Digli di venire. Chi è che ci guarda? Vabbè, bulla, digli di venire. Ragazzi, comunque sai, ho appena finito un evento. E c'è il numero? No, aspetti. Non c'è ancora. Ho appena finito l'evento. Cosa sparate?
Non so, però, nessuno. No, è un'azione che sta succedendo qua davanti, ma non sono i nostri. Noi finiamo. Sì. Ma che è questo? Noi dobbiamo andare, raga. Raga. Sono in una rapina, Polotti. Sono in una rapina. Dobbiamo andare a ascoltare Steve. Ma chi è questo? Questo non è dei nostri. Raga, vedo. No, raga, ma questo non è dei nostri. E vabbè, qualcuno che l'accompagna. Dai. Mi dissocio. Mi dissocio. No, non gli toccare nulla. Ma sta parlando al telefono da dentro. Lascia di tutto. Sì. Sì, vabbè, non gli toccare nulla. Non dovrei essere spento. No, puh. La chiamando i medici. Tu mi stai saccando veramente! Ma quante... chi è che sta urlando, raga? Ma qualcuno c'ha spazio? Qualcuno c'ha spazio? No, ma hai sentito l'orecchio adesso? Vieni qua, ti posso passare a te così lo porto in ospedale a questo al volo. Vai, ti busto. Stai fermo, sei mascherato? Sì. Maretto? 162. Dai, andiamo a passare tutta la roba dentro, venite, 162. Chi è che mi ha dato la carabina a me? 162. Ragazzi, ragazzi, adesso... venite davanti alla stanza e suonate 162 chi deve posare le armi. Tre, dammi. Dopo sette che non mi fa entrare che buffa. Buonasera. Amico vostro questo. Dai che mi ha chiamato Steve che dobbiamo portare il carico a quella gang e hanno bisogno di una mano. Certo, numero? Certo. 162 raga, aspettate che accetto anche gli altri. Oh, fermi, non passate tutto. Già fatto, sono quasi pieno. Fermi, sono quasi pieno raga. Spariscono poi eh? È quello il problema. Intanto mi cambio i vestiti. Ok, 1, 2, 3, 4. Vado? Vai, adesso c'è. Se c'hai un panino qui me lo puoi dare intanto? Nulla. Ok. Ok, vai, ci devo rispazio. Se dove comunque, Cipe, posso dirle una cosa? Da Principe, dica. Presente la GoPro che lei tiene sempre sul petto? Sente, no? Quella che è sempre accesa. Sì. Ecco, sono andato a vedere giusto per, perché comunque io ero andato a terra, ma comunque il modo in cui lei è stata atterrata è molto, molto, molto strano. Mi viene da piangere, guarda. Ma te lo giuro, non gli sbirri davanti sono stato atterrato da dietro. Ma comunque, ma dai, dietro... ma quanti ne erano là, UG, dai. Cosa c'entra? Mi hanno sparato da dietro. Eravamo da dietro, siamo arrivati noi. Non c'era nessuno dietro. Davanti hai visto, dico quanti ne erano. UG. Non c'erano. Cosa non c'erano? Già capito. Poi io davanti, mamma mia, quanti ne ho visti. Io ho visto l'aereo. Poi di nuovo. Ma il pelatore chi è? Dai, dai raga che dobbiamo andare tutti quanti a 680 a casa di Alveac che dobbiamo andare a portare in carico, dai che hanno bisogno di una mano. Siete tutti pronti ragazzi, ci vediamo tutti a 680. Ma raga, vi svegliate? Oh, mi state cagando il cazzo stasera. Hai bisogno? Devo andare a 680 che devo portare un carico con Alve, cioè con Alve, Alve non c'è, c'è uno dei suoi uomini che hanno bisogno di una mano per portare un carico da una gang. Principe, dobbiamo andare a prendere i giubbotti, ce l'abbiamo. Allora ragazzi, ci vediamo al 680, fate delle macchinate, passate a prendervi i giubbotti e ci vediamo lì, ok? Cosa c'è? Devo venire con noi? No, vado dai miei, vado al solito 911, ciao. Prende i giubbotti, raga. Ciao. Oh, questo. Deve buffare, glielo ho detto 10 volte che deve buffare. Vabbè, rubiamo una macchina. Sì, mi rubo questa. Dove stai? Non ti vedo. Com'è nuova fatto? Niente, non ci arriva proprio. Allora ragazzi, chi ha voglia di stare un pochino seriamente con me, venga con me che ce ne andiamo al 780. Dai, io vado a prendere il giubbino. Raga, ma che cazzo vai è? Vai al 780. Allora, ci vado un attimo a prendere il tubo, vado su. Sì. Non si può ogni volta far qualcosa tutto sto casino, mica delle ore. Siglas, ah dobbiamo prendere pure Siglas, vero? Raga, che civico dobbiamo andare? 578, andiamo in 680 ragazzi, ma perché vi devo dire le cose 100 volte? Ragazzi, 60 che parlano in radio non si capisce un cazzo, però è 680. Sì.
Capone? Capo, vieni 680 per favore. Però io sono qui al mondo. A 1020 km. Arrivo comunque. Dai, sai. Vai, vede come si guida l'U-Pilot, vai, vai. Andiamo uno a terra. Sì, in quattro posti questa anche se. Sì, allora, quattro posti. Ha delle ore a organizzarci a fare qualcosa. Hai messo già il GPS, eh? Torna a casa dei notizi territorio. Ma posso... non per quello, Andre, ma Lu, perché ero. È vero perso ormai, tanto gli altri erano andati via. CJ alla Lamborghini, Hammer per la coda dei Johnny. Chi è Johnny? Johnny dell'Armeria 200. Non ho capito chi è sto genere del 2200. Argo è venuto per i soldi. No, Argo è nato lì perché si è svegliato lì. Me lo sono dimenticato. Non andate da lì perché non mi hanno voluto far guidare per nessuno di voi. Non andate da lì, sono sopra la montagnetta. No, stai tranquillo. Vabbè, stai ma tranquillo. Ce ne siamo. Io me ne sono fatti quattro. Gli altri capisci, capisci. No, però aspetta, quella persona non deve guidare. Tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi. Ma quando siamo arrivati lì, i primi quattro, quelli che poi vi siete fatti voi, ho fatto io la scuda perché me li ho trovati. Cosa? Dovremmo fare, quando abbiamo tempo, un bel cammino da mangiare e da bere. E dove lo mettiamo? 844. Sì, ma da mangiare e da bere ce lo dovevano lasciare quando ci hanno saltato casa, cioè. Ci hanno rubato tutto, pure il mangiare e bere. E cazzo è Steve? Vedete? No, dovevo entrare in casa, aspetta. Com'è che si chiama Steve? Steve. Ui, Kappa! E Capone adesso arriva, ragazzi, è arrivato anche lui, dai, che ci siamo tutti di nuovo, anche stasera. Siete arrivati? Guarda quanti siamo di nuovo. Bene, bene così. Capone, grazie per il like, amore mio. E poi dopo possiamo prenderlo, dai. No, no, vabbè, Ciro, ti ricordi che ti ha detto della storia che vendeva le armi il tipo che assomiglia a Johnny Depp. Ah, Tony! Sì, ci ho già parlato, ragazzi. Tu ci senti? Ci ho già parlato in applicativo, Andre. Dove dobbiamo venire? Qui, Steve. Allora, i ragazzi di ieri stanno alle favelas. Ok. Ora li cosa chiamo. Ce l'hai nel camion, nella roba? Sì, è là nel camion. Ok. A posto, tu sei pulito, li no? Chiamo un attimo e sento, eh? Digli che gliela portiamo a casa. Sì, sì, sì. Raga, venite un attimo tutti qua vicino a me, per favore. Dove, dove? Civico, scusate. Ah, mi dico. 680. Voglio Dario. Morire. Principe, ma, su quale sei, principe? Ascoltami, ma i ragazzi quindi quelli blu hanno fatto sapere che fianco ci vogliono fare. Mi, mi stai parlando tu in radio e Alfa di fianco. Io, raga, non ho sentito né uno né l'altro, giuro. Comunque vieni a 680, dicevi Alfa? Dicevo, i signori quelli di blu hanno fatto sapere di che morte vogliono morire al signor Arviak. No, ma se la sono già scavati la fossa, visto che non si fanno sentire. Poi ve l'ho detto, raga, voi quando li trovate in giro, per non saperne leggere e scrivere, buttateli giù. Ma sì, ma quello è sicuro. Anche poi quando si stufano e vogliono parlare, vediamo poi se noi siamo ancora pronti a volergli parlare. Sì, ma questo outfit te lo fanno buttare da basket. Bellissimo. Mamma mia. Questo è stato una ascolta, non ero io che facevo le pompe, quindi... No! Ma però c'è la voce che l'hai fatta anche te. Lascia stare l'outfit. Quello che conta è quello che sei, eh. Capito? Comunque non vorrei dire, ma io e il signore eravamo all'unice della vita. Allora, Steve. Dica, che ti hanno detto? Perfetto, sono già lì. Sono già lì. Allora, uno che guida il camion è pulito. Steve, tu sei pulito? No. Uno che sa guidare gentilmente, no? Non lui che non sa guidare. Ehi, e allora, H, fai una cosa. Prendi sto camion e guidalo tu. Anzi, no, raga, Ezio è meglio che non lo guida il camion. Faglielo guidare a lui, dai. Facciamogli la scorta, ragazzi, come sempre. Non facciamo vedere che siamo un convoglio. Qualcuno va avanti, qualcuno indietro. Qualcuno che va proprio più avanti per vedere se sono posti di blocco, robe così. E ci colla. La strada mettiamo la stessa sul GPS tutti quanti. Andiamo. Di chi è sta lambo qua? Ehi, ti prendi sta lambo? Sto parlando da solo. Sto parlando da solo perché mi è crashato TeamSpeak di merda. Stasera è grigia. Stasera è grigia con TeamSpeak. Salve, 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 salve. Ciao pezzo di merda. Come stai? Non va, raga, non va, non va. Ti spiego, stasera non vuole saperne. Mi lascia a piedi ogni due secondi.
Vabbè, mi fate fare il vestito? Ascolta, ma ne hai messi tutti i ragazzi qua dentro in casa? Dove è andato quello col camion? Ti abbiamo dato le chiavi di casa? Per la nonificazione. Oh. Ah, ok, ok. Ora vado a cambiarmi, dai. Perché me lo... Allora, ragazzi, scusatemi, non avevo più la voce. Ieri abbiamo così. Detto che si dava la Blue Sky, giusto? Sì, hai detto la Blue Sky. La D5 a chi devi portare? Okay, al 401, al 401 la portiamo. Dove è andato quello che dovrebbe guidare il camion? Che se n'è andato non sa niente ancora. È Luis. Vallo a prendere dalle orecchie e portalo qua. Io non mi fido. Aspetta, io non mi fido. No, lo facciamo guidare. Io portatemelo qua, portatemelo qua. Se volete, fido io. Non lo facciamo guidare, raga. Prima mi stava facendo suicidare. Allora, se mi fidate e mi dite esattamente. Allora, Napo, tu mi servi per sparare, tutto? Non mi servi nel camion. Fra. Posso andare io? E io scendo e sparo. Mi serve uno che sta sul camion, che va tranquillo, che è pulito, con fedina pulita. Io pure comporto d'armi. Ok, anche se stiamo portando questo carico. Uno deve guidare sto cazzo di camion. Poi una macchina davanti. Arrivando lui, che va a spottare se c'è polizia. E gli altri dietro, raga. Non facciamoci sgamare che siamo un convoglio. Andiamo tranquilli. E passiamo dalla zona di dietro. Ma un camion quella... grosso? Sì. Bigatino. E allora due montano dietro il camion grosso. Se serve scendono di botto. Sì, ma passiamo dall'altra strada, quella del dove saliamo sempre noi, Nettui. No. Ricordami il civico. 723. Ah, sì, esatto. 7... Sì, ma non è che dobbiamo fare. È pericoloso. Qual è? Spiegami qual è tutto. Saliamo dal 723 e circondiamo tutto. Esatto. La gente di ieri sera lì per arrivare al 401. Esatto. E posto, cosa, avete capito tutto? Due picciotti armati di microuzzi si mettono dentro il camion e messi dietro. Allora, in modo tale che se c'è un problema aprono il portellone e ci vellano. Ascolta, tutto. Il camion passo 538 556. Ci ha detto ora, siamo legati stasera. Dopo allora, dove cazzo vai? Vieni qua. Il camion non si sente un cazzo. Il camion lo guida lo zio che è pulito, ok? Lo guida lo zio. Pulito. Basta. No, vabbè, raga, io chiudo gli occhi. Cioè. Vai a fare in culo, hai rotto anche i coglioni. Allora, niente, come i bambini si offendono. Ma che cazzo fa? Come i bambini si offendono. Andiamo a guidare io il camion, se non batti i piedini, ma vaffanculo. Ma va là. Ma caccia ricci, vado, ma un po' mi date con. Allora, la bozza, che ci ha fatto? Zio, guida sto cazzo di camion. Okay, due vanno dentro il cassone del camion, come ha detto Nettuno, che è una buona idea. Si passa da 723 da quella strada da dietro, si sale su. Una macchina davanti e una dietro. Volendo ci possiamo andare tutti in braccio armato là dentro. No, tutti dentro no, fra, perché poi dopo vi diventa un casino. No, guarda, no, che se vi spottano vi sparano tutti dentro e rimanete con. Io dentro non vado, voglio perché a me mi attacchi panico. Io mi metto già nel camion. Ma chi che c'ha? Io mi metto dietro al camion. Marco. Sali. No, aspetta, Cilu, prendi il mesa e qua lasciaci qua sopra il braccio a Luca. Dai, vabbè. Allora, il Rubicon davanti, andiamo noi per primi a spottare se ci sono controlli, ok? Io cosa faccio? Vieni, no, vieni con noi, sei bravissimo. Sì. No, non c'è posto. Sì che c'è, sei posto. Ah, sali con Steve, se no. Guarda. Ah, è da solo. Questo si può. Dimmi. Se c'è da sparare, spariamo noi del braccio armato, se no siamo troppi. Aspetta. Ragazzi, se ci attaccano il convoglio, non è una free room, è un attacco di difesa disorganizzata. Possiamo sparare che vogliamo. No, non si può. Ma come no? Assolutamente no, non puoi. Che spari in 30 per. Oh, io sto andando a portare il mio camion da una parte, mi attaccano e mi difendo con quelli che sono. Chi è che mi ha rotto il portello? Un attimo solo. È per sbaglio. Spiegate chi sta guidando il camion. La prima macchina esca da fuori, il mesa esci. Vai, sfiliamo fuori. Aspettate 2 secondi, sto aggiustando il camion. Ma avete rotto i portelloni, raga, ma che cazzo? No, sto aggiustando. Ci sono solo io dentro. Ci solo tu, fa niente. Bellissima questa macchina, brava, la volta. Se perdi la carabina le prendi dopo. La volta, fra. Mamma mia, quanto è difficile. Questa non è mia, l'ho presa dentro casa. Ma questa si compra. Vogliata, bella. No, sei il visionario. Prima i blu sono stati 6 mesi e mezzo. La storia dell'aereo. Ah, 6,50 euro, pure.
Stati chiccati perché parlavano. Stavo c'è, cioè, l'ho sentita. Ma vengono chiccati più volte loro e bannati, ragazzi, che come è possibile? Eh no, guarda, c'è la maschera, come la senti questa voce? Che senso non è abituato a lavorare sotto stasera, Andre? Io? Ho sta faccia. Oh, ragazzi, quando c'è troppo casino così vi arrabbiate, eh. Ma dove andate 2-3, vero? Allora, Aiz, noi con Rubico vai davanti. Dammi la strada, allora, va? Per andare da 7-2-3 lì, quella strada a sinistra, sai? Fido dritto, non passo la piazza di casco, detto B. Perché noi siamo braccio armato, è troppo maleducato sto ragazzo, dai, lo sai? Ma raga, ma perché non ci stanno seguendo se dobbiamo essere noi la testa del fungone? Tieni di forte con muscolo B. Sì, questa terra è fatta. Che se non vogliamo io e te. Sì, ma... bene così, va bene, va bene. Ok, allora stiamo dietro a questo punto. No, perché... Sì, ma vedi che il camion sta seguendo un percorso tutto su. Obre, ma gliel'hai fatti montare due nascosti dentro il camion? Due civici. Uno, sono Marcolino. Okay. A posto, è come se fossero due. Perché no, rimane l'ultimo, guarda, capisci, guarda. Appena si avvicinano a controllare cosa c'è nel camion, non lo so. Lo vedi, allora, è già lì. È già lì, però, ragazzi, siamo qua 5 macchine. No, facciamo, si sta già provando le condizioni. Aids, però devi distaccarti un po' da sto camion, vai un po' più avanti. Avanti c'è il mezzo. Lo so, un po' più indietro, un po' più avanti. Troppo attaccati così ci scamano subito, ragazzi. Troppo di confusione facciamo, vero? Ah, porca puttana, ho dato la testa nella cosa di plastica della merda di cinta. Devi mettere la cintura di sicurezza. Ti è stato più difficile dirlo. Uno di due che non guida il camion, sì, Davide. Mi dispiace anche, ma io non so come fare. Non posso far fare la cosa. Lo zio è uno che non ha la pedina penale. Ma giù ha il porto d'armi, ha tutte le patenti, ha tutto quanto, è giusto che lo guidi lui. Tirate, dove andate il camion? Ma perché uno si deve offendere? Perché me ne frega a me chi guida il camion? Solo che mo si incazza, mo inizia a fare 300 km orari. Ma non li fa, non li fa. Noi facciamo perimetro, capisci? Ok, scusa. Ma fra, comunque veramente costa 6 sta macchina? 6 e mezzo. Mamma mia, fra, vabbè, non ce li ho, però è stupenda. Se non l'avrei comprata. Vero bella, Gli è molto comoda pure. Anche dietro è comoda? Sì, ti dirò, non è male. Vabbè, a parte quando poi guarda che c'è qua, guarda. Metto il braccio sul tettino e mi appoggio, che la vecchiaia mi fa male i gomiti. Ma chi era? Ma ero zio che c'è la voce conosciuta. Mettetevi le mostre. Forse di qua. No, non era lo zio. Ah, eri tu, ma pure tu c'è una voce conosciuta, lo sai? Lo so. E a cazzo da giù, stati, mannaggia. Che rapido, dai, su, dai. Che lo spieghi tu, console. No, capo. Lo spieghi tu, che sono, prego. È uscito Gio, raga. Andate piano qua, raga, il camion fa fatica, sta lì. Ah, qua è bellissimo da usare. Ci ho detto, vedete che sono? H. Muscolo no, shift non mi ricordo, la voce la conosco. Io vai piano qua. Metti la maschera mentre guidi. Sì, tranquillo. Ma per mi ha fatto fermarmi per forza. Come ce l'ho io, capito? Vai, ci stanno. La macchina che è uno spettacolo è il classe G, quello che abbiamo dietro. Quella è una bomba. La fa 2,50, mannaggia. È pure bella, Tappa, stiamo andando alle favelas. Io ultimamente ho preso l'RS4. Ottimo! Ma è l'Audi? Sì. Mamma mia, è un animale anche quella, l'ho provata, lo sai, C. Dopo te la faccio provare, bella. Tanta roba davvero quella. Ecco un velote, Devo provare la Skyline, H. No, ho già provata, l'ho avuta per un mesetto, me l'avevano prestata. Ma quella originale, aveva la camion? Sì, quella l'originale. A posto. Aspetta. Da qua tutta di vabbè, ma siamo noi, tanto siamo noi qua. H, prima sono andato giù. Steve, sei in radio? CJ, riesci a contattare Steve e di dire a questi che stiamo arrivando? No, non sta a radio, il tasto di cazzo, ne bacco il duro, c'è. Vabbè, ma se ci sparano lì va bene. Ma chi sta lo so giudo quando mi piace. Papà, ma dove cazzo sei? Si è rovesciato il camion. No. Secondo me sì. Ha detto no? Ah, ok.
Tutto a posto, picciotto. Bella Gianluca, Salvatore, Andrea, grazie per i like, ragazzi. Eccoli, eccoli, eccoli. Dove cazzo sei? In mezzo alla strada, poi in mezzo all'acqua. Steve, chiama solo questi, digli che stiamo arrivando noi, che non ci sparino. No, no, no. Bella il camaggio, io. Ma sto avendo un problemino, scusate. Non so se l'ho solo io, siamo ragazzi, stati un bello spam di chi è Steve in chat, ci sta, io subito dopo. Allora, io devo entrare, mi sembra strano. Devo aspettare. Sì, entra. Ma no, vieni, siamo noi davanti, entriamo noi prima. Sulle montagne, guardate un attimo. A posto, non c'è nessuno. Okay. Ma dobbiamo scendere armati o senza arma? Mettetela in mano per se per no. Okay. Senza che punti, che fai cazzo. No, scendi sotto. Questa cosa è sul serio, zio. Per spazio? Fammi uscire un attimo. Vieni sotto. E stavo ballando. No, falli venire qua. Falli venire qua. Ma se c'erano le cose. Falli venire qua nella piazza. Raga, controllate sempre le montagne. Qualcuno salti sulle montagne. Notte, Gri. Salvo sul tetto delle favela. Sì, tutto bene. Sono ancora quella. Madonna. E cos'altro? Sì, Fra, fai prendere i camion ai ragazzi. Allora, il camion... Però, capito, aspetta. Il camion è pieno, quello lì. Quindi... Ti sei fatto male? Oh, stai zitto il radio, Dio Cristo, ti spara. Dopo non c'è rotto proprio. Buonasera, ragazzi. Non dovevi. Come va? Facciamo un attimo di silenzio. Tutto bene? Tutto a posto, voglio a voi. Noi, come la parola che vi abbiamo dato ieri, vi abbiamo portato il carico di 5 kg che è dentro quel cane. Sì. Signori, dai che non siamo del mestiere, ecco, ancora di meta e tutto. Avevo fatto la pensata. Ma tipo se ora ad esempio che siamo in 5, in 6, forse viene pure il settimo. Se magari andassimo a spacciare verso nord, signori, gli sbirri, quello che ci farete voi, tempo a venire. Allora vi spiego una cosa, verso nord non è consigliato, perché ragazzi, a me non me ne frega di dove andate a spacciare, l'importante è che lo fate e portate i soldi a casa. No, dicevo per un consiglio più che altro. Io consiglio che posso dare, ragazzi, usate le moto. Ho venduto 6 di ti do un consiglio più grosso io, ok? Ti do un consiglio grosso. Li devi fare impazzire. Vi piazzate in quattro parti della città, vi collegate al radio e a turno spacciate. Oh, bravo. Questo Angelo, ragazzi, mi raccomando. Diventate anche follower su Instagram. Quello lì che ha messo adesso Angelo è il mio canale Instagram. Mi raccomando, andate lì. Lasciate un bel seguito anche su quel canale lì, che sarete sempre aggiornati con le storie. E li fate sballare in questo modo. Quindi ci arriva una segnalazione su un punto, una segnalazione a un altro punto, una segnalazione a un altro punto e ci esce il cervello, ok? Altro consiglio che vi posso dare è cambiate spesso posizione, non vendete troppo nella stessa posizione. Esatto, ma infatti è il io consiglio stavo pensando migliore. Di vendere una ventina di pezzi per spostarsi. Fate anche di meno. Fate attenzione perché alcuni dei cittadini, alcuni vi spingono e vi rubano la roba, alcuni la coltellano, quindi fate attenzione. E quando ve la rubano, ragazzi, li potete sparare, andare sopra e ve la riprendete. Sì, okay. Sì. E la riprende solo quello che l'ha persa, però. Mi raccomando, cambiate spesso, girate. Il consiglio migliore ve l'ha dato questo ragazzo, raga. Andate da uno, gli date quello che gli serve, glielo date, prendete e cambiate subito punto, andate dalla parte opposta e andate dall'altro. Così loro non sanno mai dove trovarvi. A posto. In caso se trovate delle vecchiette ditemelo che ci penso io poi. Prendi una, lasciamela a me, non fare troppo... Ecco i soliti maiali. Però penso che dopo un po' che tutto il cacchetto si apposti non l'ha pronti ad aspettarci. E per la storia del nord, ragazzi, come vi spiegavamo ieri di questa scissione che c'è in città, c'è città contro nord, quindi
quello che fate al nord, state sempre attenti perché siete magari sottoposti a rapimenti, vi chiederanno chi siete, su chi lavorate, queste cose qua. Meglio se state in città, che siete un po' più tranquilli, che già la maggior parte della città sa che state dalla nostra parte, quindi nessuno vi rompe i coglioni. Ok. Quindi è più sicuro anche per voi, capito? Esatto, se vi dovessero rapire, comunque vi rapisce qualcuno della nostra alleanza, anche se voi gli dite per chi lavorate, non è un problema. Okay, ma di solito non si dice mai niente. Bravi, non si dice mai niente, però può capitare che magari sotto tortura, in punto di morte, magari può scappare qualcosa, ma è meglio che lo dite a uno di noi che a quelli che ci stanno contro. Quindi, secondo me il nord è sempre meglio evitarlo, per il momento. Spiaggia, c'è molta gente in spiaggia, vi consiglio. Zone spiaggia. Ma se prendiamo un motoscafo città, ragazzi, c'è un sacco di cose. Dovete essere creativi, astuti, ok? Pure che c'è questo, un motoscafo in noleggio, voglio. E che ti serve, scusa? Vende i pesci, la trovo. No, sono piglio a già cosa, prima di pensare al motoscafo. Avete studiato la legge come funziona qui? Che sopra i 5 grammi, a prescindere se la stai vendendo o no, è spaccio. Quindi fatevi furbi pure su questa cosa. No, che sotto i 5 grammi io l'ho già detto, è uso personale. Non mi possono fare allora niente. Ieri hanno beccato solo un grammo. Ieri hanno beccato un grammo addosso uno dei miei. E gli hanno rotto il cazzo. No, però è arrivata l'antidroga. Sì, addirittura, per un grammo. Perché magari sapevano cos'era. Magari qualcuno che dobbiamo insegnargli a fare le guarda, qua spaccia, non direi tutto lì, potevi dire uso personale. Sarebbe carina come cosa. Dice, ma qua spacciano, sì, l'ho appena comprata, da chi? Da uno, se n'è andato. Un altro consiglio, se posso, uno in macchina fisso con la droga in un punto tranquillo, gli altri con le moto vanno 5 grammi a testa, 10 grammi, 15 grammi a testa, spacciano e tornano. E cambiano dalla macchina a ricaricarsi. La macchina non andate neanche in giro con troppa droga addosso. Ma tipo, se loro hanno la segnalazione, vengono gli sbirri, devono anche perquisire la macchina. Per la legge vi possono perquisire entro 250 metri in una zona di spaccio, possono perquisire chiunque a prescindere, anche la macchina. Macchina, tutto. Tutte cose, pure il pilli del culo ti guarda. Però se voi siete molto, la macchina non la considero. Su Instagram, vi do anche un altro consiglio: okay, state attenti anche alla polizia bordista. Perché quando si tratta di droga ne gira Instagram molto. Instagram per me è molto importante, ragazzi. Se lasciate un segui anche su Instagram, a me mi farebbe molto piacere. Quindi fatevi furbi, Mi raccomando, quelli allora prendete... se stanno a casa. Il tipo di droga pure vale. Più è alta la droga e più vi fanno male. Ma infatti ora saranno belli allerta. Ma se magari, che ne so, si perde qualcosa, che succede? Niente, bello. Mi raccomando, non fatevi beccare, perché sanno chi è il produttore di questa droga, ok? Ruba la polizia. Quindi andiamo a rubare di merda. Ok. Boh, ragazzi, il camion è lì, mi raccomando, buon lavoro. Quando tutto siete a buon punto, ogni tanto fatevi sentire se avete bisogno di qualcosa. Sì, ecco, se mi riuscite a dare anche altri numeri, così vai, se non c'è uno in città. Io vado a chiamare un ragazzo. Prendi del bio, prendi del bio. 555. La Mercedes? Come lo salvo? Mercedes non nero è vostro, signori. È vostro, ragazzi, no. Mercedes nero? No. Non lo posso salvare. Sparate a Mercedes nero. Fermatevelo. 555 95716. Ma tu? Brava signora. 95? 555 95716. Che tranquillo, ragazzi. Signori, può pure da bere. Salvami Gorilla, ok. Dammi il numero. Da bere. Dammi il numerino. Qual è il veicolo con la droga, voglio. Come salvo, come salvo. Ecco. Sì. Sto salvando i gorilla. Cosa è passata? Perfetto. CJ, poi passami il numero del ragazzo. Grande, bello. Buono. Sei tu, Nico? No, io sto qua, raga. Ho detto JJ, bello. Ma che cazzo dici? DJ, che cazzo dici? Mi ha fatto perdere l'orecchio sinistro. Poi io ho scaricato, no? Okay. Vabbè ragazzi, il camion ve lo lasciamo qua, aggiustatevi voi. Portatevelo qui, infatti. Portatevelo. Sì, portalo più avanti. Portatevelo. Ciao belli. Ciao ragazzi. Ciao belli. Ciao raga. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Portalo 2H, no? Andiamo? Ehi. Sì, andiamo.
In quale macchina stavi tu? Ecco. Vieni con me, vado a prendere la macchina che ho lasciato sotto. Dove i ragazzi mi c'erano le brevi ragazzi? Sì, l'avevo lasciato sotto. Sì. Pian pianotto. Facciamo un giro, passiamo una cosa che mi, una cosa che mi turba tanto è... Ciro, i ragazzi di Groove Street. Ciro. Instagram, in che senso? Dove cazzo è sta macchina? Inizio, quei ragazzi di Groove Street, voglio capire. Scendi sotto, sta qua. Ah, mi rubi il lavoro, Davide. Ah, ma ci avete parlato con quelli. Fai bene, fai bene. Ragazzi. Quei ragazzi di Groove Street. Siamo andati a parlarci prima. Sono cosa molto propensi a stare dalla nostra parte. Siamo sicuri? Sì. Io ho spiegato proprio per filo per segno. Ti hai detto che ti ho mandato io, ti hai detto? No, no, poi è venuto fuori però. È venuto fuori che ti conoscono, che conoscono il vostro gruppo, che siete quelli che sono presentati prima di noi. Io ho detto che tanto sono con noi, quindi io sotto di voi e sotto di noi la stessa cosa. Di stare comunque da questa parte, no, non da quegli altri. Bisanti? Oi, dimmi. Vuoi prendere Silas? Scusami. Se, se riuscite a prendere Silas, raga, sarebbe una buona cosa. Sì. Amen, amen. Comunque avete capito lo scoop, Lino? No. È presente la bionda giudice. Che fa le corna al sindaco. Lo so questo. Ci ho tirato fuori queste informazioni. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Con le maschere o ma tu non c'eri quando il fattore interrogatorio a... Sì, ce l'ho pure, siamo vecchi, ci dimentichiamo le cose. A me che tu, non è che tu ce l'iniziamo, sei tu vecchio. E tu mi hai chiesto se è vero, quindi neanche tu non te lo ricordare. No, 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 scusami, fai un favore. Che da un po' che non lo sento, non è che lo chiami tuo nipote, poverino, che da un po' che non passa a prendersi le patatine da me. Ah, e poi lo chiamo, Pimpino. Con il mio voce, magari ce lo puoi sentire. Aspetta che lo chiamo, vai, aspetta. Dai, chiamala, chiamo. Dove stiamo andando? Non lo so, in giro, però non mi fermo. Pronto, Peppino, mi senti? Peppino, pronto, mi senti? Sì, nonno, dimmi. Ascolta, guarda che c'è qua lo zio Hitch, che ti vuole lì al, al, come si chiama, al locale, quando è che passi? Non lo so, nonno, quando passo, però ti salutavano tanto, ok? Va bene, ok, adesso te lo, lo senti? Sì, sì, saluta, saluta. Ciao, hanno fermato in allora, raga, dietro, levatevi la maschera. Il carico l'abbiamo portato. Al gruppo siamo andati a parlare. Adesso potremmo iniziare a fare qualche rapimento e ci iniziare a cercare un po' di informazioni su. Siamo noi, vorrei beccare sto trappa io. Mi piacerebbe beccare il trappa e Silas. Ma chi è sto Mercedes Nero blu? No, è nostro, ragazzi. C'è Avrei proprio piacere di beccare loro. Andiamo un attimino su quella montagna speciale. Ragazzi, oggi dobbiamo avere dei nuovi in codice. Ok, come la mia squadra preferita, l'avete sentita la mia squadra preferita? No. Mi presenta la mia squadra, vai, ne bombare, un mammutte. Ci chiego. Mio cognato. Mio cugino Franco, un demolitore, un signor Napoli, mio cugino Massone, un signor Pepe, papà monterà tutti, non me le pedicimo quando io. Ma tu come fai a avvicinare le mie registrazioni? Io sono un trego. Dimmi Steve. Fangulo. Dove siete? Ma stiamo in giro per la città, stavamo un po' cercando di capire se riuscivamo a trovare Silas in giro. Ragazzi, vi posso dire una cosa? Volevamo arrivare a Silas. Non sento. Vogliamo arrivare a Silas? Giusto? Noi siamo in radio 567.8. Dobbiamo andare a prendere Tuz. Mettete la maschera. E andare a prendere l'altro proprietario della radio. Grazie, okay. Sapere. Ah, Tuz lavora la panineria, la bugheshot. È vero, devo andare a quel cazzo di pezzo di merda che mi ha snicciato, al 333. Questo. Ieri abbiamo rapito uno sbirro, ragazzi, ieri notte. Ed era l'ispettore Jenny. L'ispettore Jenny? Ma chi sa da bucciarlo? Ho guardato tutto il tablet e mi sono fatto dire tutto cosa hanno su Samir Medì. E il giorno prima hanno preso un tipo che si chiama Alessandro Echen, che spacciava cocaina, gli ha detto che la cocaina gliela dava Samir Medì. Si incontrano al mattino, lui gli dà la cocaina e lui la spaccia per lui, gli porta i soldi.
Ecco. Questo qua lavora al 333 e il suo numero è 89784. Io non so che cazzo sia. E non hanno verificato, scusa. Non ancora. Vabbè, ma si piglia il cazzo in culo però. Mo adesso lo chiamo io. Aspetta, allontaniamoci, facciamo un TikTok e lo prendiamo da dentro, dai. Sì, ma questo non ci sarà adesso. Aspetta, infatti. Devi prima sentire. Madonna, quanta gente lì dentro. Già, non so se è buono. Non so se vuoi andare. Dimmi tu, siamo tonti anche noi. Siamo qua per comprare. Siamo tutti con le maschere però, signore. Io no. Vabbè, ce la togliamo. Allontaniamoci. No, aspetta, togliamocela qua dietro. Togliettela qua dietro, dai. Sì, porta io. Ce l'hai ancora tu, zio? No, io ho tirato via. No, zio, tu sei nonno. Tolto. Andiamo a vedere un po' che gente c'è. Compro un paio di macchine, ci state? Ma parcheggia bene, dai! No, è un 4x4, no, così si parcheggia. Mamma mia, se vieni con me davvero fuori città, ti faccio vedere io come la parcheggio la macchina. Senti? Non vedo nessuno. No. Cioè sì, ma non vedo nessuno. No. Aiuto. No. Aspetta. Mettimi giù. Salve. Aspetta che sistemo in fondo. No, onestamente no. Signore, ma lei è un SMG dietro al cuore. Ora qua. Io no, stiamo cercando qualcuno che lavora. Mio. Dobbiamo comprare 8000 macchine e ce ne vada solo uno qua. Ma quanta gente c'è, raga? No, che mi regali, no? Che disse? Andiamo, andiamo. No, fatelo entrare dentro al Samir, raga. Vai, sali. Veloci, picciotti, dai. Che macchina era? Smart bianca. Raga. E chi è? Ho detto, capelli bianchi. Manuelone, è uno dei propri proprietari. E forse ce l'ha pure Silas. Maschera. Ragazzi, qui non c'è più una smart bianca. Andate a distruggere questo. Che tipo che Tuz, lui è Silas due angeli, non lo so, cioè lei, io non lo conosco su Tuz, Silas si madre. Maschera, si... raga. Sì, maschera, piccia. Oh, polizia al di sequestro, ragazzi. Via le maschere. Via le maschere. Sta mangiando sacco pieno e sacco uno. Che non parcheggia la moto. Polizia al di sequestro, piccia, occhio. Cugì, leva la maschera, Cugì. Ma chi è questo con la macchina viola? No, è la polizia. Vabbè, tanto sono dentro. Ma c'è la maglia nostra? Io! Sì, ma la smart, scusate, non ce n'è smart. La di sequestro, ragazzi. Andiamo al 95. Oh, viola. Boh, l'ho visto uscire e andare verso il di sequestro. Verso il di sequestro? Va a capire dove è andato. Ok. Andiamo a Burger Shot. Magari si vanno a rifornire di cibo, così. Però con la smart una fatta a seminarci. È quella che è bella veloce. Non sai che mi hanno detto che c'è una cosa. Sì, sulla smart che comprata apposta pure io. Oh, ma la macchina a poco prezzo quanto mi costa? Te li do io, sono di capo, che macchina vuoi? Che butto a cadere su, no, da andiamo noi da loro, Andre, non loro da noi. La Burger Shot è dietro. Sì. Sto guardando una cosa, anzi. Che io sono di ma io non lo so in RP, Davide, poi tutti possono cambiare idea, dipende da come te la ruoli, no? Sarà qua dentro. Ma che dite, lo facciamo un TikTok, ma che vado lo vediamo da dentro. Ma vediamo di cosa c'è. Ascoltatemi, ragazzi, ci serve qualcuno. Niente, che viene da prendere a mangiare bene. Non c'è nessuno qui. Non c'è nessuno. Ah, parlare. Ma se vi fidate di me, io vado in posto, raga, però. Cioè, dovete capirmi un attimino, io non ho mai voluto confermare nulla su questa storia. Quindi, non ho mai verificato le voci, no? Non c'è nessuno, vinci, ci siamo andati adesso, era vuoto. Capito, perché sennò io so dove sono andati. È bello, così lo...
Beh, no, mi hai fatto un po' spandare. Aspetta, Manuelone è fidanzato. Manuelone si scopa la giudice. Non è che sta andando al governo, magari quella fuori servizio. Ah, mi sono andato alla vana, Manuelo non è... Alla vana, alla vana. Prendiamo tutti e due. In teoria qualcosina so, genere. No, ma raga, ma io tante cose so, però devo far finta di non saperle. Dove stai? Dove stai? Sennò, che RP è? 200 fa questo affare, cioè, mezza, molto... Dove siamo 5. È 5, sì. No, qui siamo 0, bro. Io c'ho fede, comunque, non vedo più un cazzo. Mo lo compriamo, perché pure io devo prendere la banca. Ah. Oh, raga, contiamo sta radio. 111 like, bene così, bravi ragazzi, così che mi piacete. Siamo 6 in questa macchina. C'è gente. DJ, hai preso la prenda? Compriamo del cibo, tranquilli. Vediamo com'è la situazione. Siamo tutti al cazzo di mamma mia, che bella questa, che macchina è? Siamo tutti quanti alla lavana. Eccolo, c'è la giudice come numerone a sinistra, ragazzi, guardate. Minchia. Sinistra. Anche sì. Un picchio troppo ci vuole. Avete gli occhietti? Levo la maglietta. Oh, bro, mi senti? Salve. Il barista sta bello ubriaco. Buonasera. Bro, mi senti? Buonasera. Sì, urgentemente al 207, per cortesia. 207. Richard. Dimmi. Senti, sono un po' ubriaco. Sì. Mi metto qui, va bene. Un disturbo, vero? Mi metto qui. 207, a te. Coca-Cola 52. Chi mi offre 55? Vado a morire. Ragazzi, sono un po' brillo, quindi prima mai... una volta. Ditemi. Ok, 52 e 5 Coca-Cola. Ok, a posto. A 3, 4, 5, 5, per favore. Quella fattura la fai tutta a me. Anche a 288, 5, 5, per favore. E Coca-Cola è di 3, nuovo a 204. 279. 288. Dammi a 3. Mi fanno tutti la stessa tipa, ormai che sono cornuto. A 207. Fattura 207. Coca-Cola, fatture, tutte cose, basta che mi dai 95 Coca-Cola. Ma che stile è quello? È dentro qualcosa, ti chiedi del centro, come cazzo si chiama, centro accoglienza che ci sei stato. Grandi uomini si chiedono da questi piccoli gesti. È tipo, cioè che devi andare a fare la patente, ma che non sai dove si fa. Così lui ti accompagna. Me ne dai a 5 Coca-Cola, per cortesia, 207. Ha un ciuffo nero, con la maglia sotto rossa, capito? Pure, capelli bianchi. Una sera. Raga. Ok, qua sulla spiaggia c'è la tipa bionda. Chi è la tipa bionda? È buona? Credo sia la giudice. Ok, andiamo a prendere lei, andiamo a prendere lei. Dovete venire. Tutti qua. Prendiamo lei, poi chiamiamo Manuelone, deve venire pure Manuelone. Penso che con lui, penso che sia con lui tutti che sta parlando. No. Manuelone è qui al 95. Boh, sta parlando con uno. Eh no, ma non l'hanno il 95, lo devono prendere prima. Vabbè, andiamo a prendere il giudice, dai. Ce la fate uscire da quel cazzo di locale? Raga, le compriamo dopo le macchine, dai, fate seri. Bello. Aspetta. Ha detto oh, raga, venite. Raga, io sto a pagare, mi ha fatto la fattura, mo' vabbè, aspettiamo qua. Come andiamo qua? Un attimo, ragazzi, mi sta vendendo la macchina, ormai ho pagato. No. Ti metto, Paolo, che è? Che sazio, pure una presetta si fuma, raga. La musica lì non posso ascoltarla. Ma a parte, c'è gente sotto il pontile. Sì, l'ho sentito. Ho sentito un rumore. Ma pensavo che mi ero impressionato questo. Sì, pensavo che era la puzza di erba che prendeva con la mi stava iniziando ad andare in testa. Ma non c'è niente. No, ragazzo, proprio che ho visto scendere dentro. Per sentirci.
Dai, posso sentire. Già ho fatto una pregherina per la musica. Grazie. Non fatevi scoprire, non fatevi scoprire. Non fate saltare la copertura. Qua la vana è piena di gente, raga. Come non ci fosse niente, come non siamo nessuno, siamo, abitiamo al motel e stiamo andando a prendere da bere. Siamo la legna e far bene. Oh, ma la Sarra è suma. Niente, fagli le pregherine per fargli capire. 18 ve l'avete chiesto. È buona, ma fa 2-10 quella macchina. Non è, è una buona che vi consiglio. Era il più connuto dei connuti, raga. Niente, fagli le pregherine. Fagli le pregherine per aspetta, dire quale? Che non l'hai presa tu? No, la Roxanne non l'hai presa tu? No, non l'ho presa io. Quella che stavi guidando prima quando mi hai detto facciamo vedere una pilota come si guida. Ma scusa, quella lì? Quella la vedete la bionda nell'angolo, sì, a destra? È giudice, sì. Comunque, ma non è là. Ma possiamo entrare qua dentro? E fra, quanto costa la Roxanne? Non puoi rapire qua dentro, aspetti che una via li si guida. Aspetta, non sento niente. Che stanno detto? Parlando di altro, aspettate un attimo. Vabbè, le macchine si può guardare anche dopo. Allora, raga, però così siete troppo roschi. Prendete, toglietevi, andate di là. Toglietevi le moglie. No, andate no, laggiù. Andate laggiù. Quando loro escono, noi ve lo diciamo in radio. Con che macchina sono andati via? Pace. Allora, andiamoci a divertire, che gli ho detto di tenere. Mannascia, mi sei ricambi, mi sembra che c'è anche cravatta stasera, ma ci siamo, ma che trucinger, mannascia. Sono davanti. La musica l'hanno. Ma tu parcheggi le macchine qua, caro? Sì, sono fuori, sto guardando. Sì. Aspetta che ti do 2 euro di mangiati. Grazie. Guarda la macchina. Oh, 2 euro, fra, aspetta, tutta la macchina. No, aspetta, te li do anch'io 2 euro, guarda. Fra, io ti scippo la macchina, qua 2 euro, fra, qua 10 euro. Aspetta, tieni 2 euro. Fra. Mo ti scippo tutta la macchina. Ah, non la trovi, non me l'invecchia, chiamare per sapere se ho qualcosa, L'ho rubata qualcuno, non è mia. Ah, ok, a posto. E allora ci passo fuoco, alziamoci nel rindo. Lapo, tu stai? Non lo so se non è live, Dore. Siamo nascosti alla vana. Guarda, io sono il bello qua. Vabbè. No, aspetta. Ma? Qualcuno si è sentito male? Fa, Marco? Stavo vedendo se si vedeva il merda. Oh, vabbè. Raga, mi sono comprato la ma quanto cazzo ha bevuto? Hai visto? Mi sta guardando te. Condizionista. Cioè, scusa, è la matta. Ma mi sente. Ragazzi, vado a star fermo dietro un cazzo di muro, cioè. Allora, signori, qui c'è un'asta. Qui c'è un'asta, signori, qui c'è un'asta. Vendiamo tappeto di pelle umana. L'offerta inizia da $100,000. Non sto scappando, sto la scappando. Sono soldi. Io mi volevo fare i 4 piccioli. Bene, c'è le 2 piccioli. $100,000. 50 mani, quello con la maglia. Cioè, meglio di niente. Siamo scherzati. Voglio dire, sono semplice un parito. Allora, Nico, tenere d'occhio la giudice, perché magari se ne va, noi siamo qua a fare i cazzoni, e quella se ne va e noi non vogliamo i nostri. Sono un po' attento. Alex, grazie per il like, grazie mille Pietro, grazie mille raga, benvenuti. Io sto impattendo dal caldo, ragazzi, non so voi, qua si muore. Risolviamo, trovate un tubo. Eccola. Infatti, da schiamparsi, devo disservarlo. No, non fa, però mettiti qua sotto. Scappato, hai detto prendi tubo. Ah, ho sbagliato tubo. Ma doveva essere vuoto all'interno. Mettiamoci seduti in un tavolino. Oh, già dicono che sotto zio c'è qualcuno. Zio, sotto c'è qualcuno. Dove? Sotto al palchè. Come sempre. È sotto. Prima si è detto quello. Ma vuoi che me? Bravo. Senti, dove ci mettiamo? Sede? Ma pure qua, no? Che dici? Mettiamoci in un punto dove si vede bene se va via. Ma dove sta la signorina? Io qua non l'ho vista proprio. A sinistra tua. Ah, ok. Stanno correndo verso l'altra parte del mare. Avvisando. In spiaggia, no, vicino alla spiaggia. Ma dalla spiaggia... Vanno verso il mare. Ma la possiamo prendere dalla spiaggia? E quindi, signori? E questa... Ci possiamo prendere? No, perché... Sinistra, vero? Non mi dà, lo vedi, te l'avevo detto che quando arrivavano alla mia età anche devi mettere la canotta quando scopi. Sì, perché quando scopa si deve mettere la canotta, sennò che fa? Ethan, questi mi sa che sono cattivi. Troppe umidità, si suda. Cattivissimo Ethan, mo ti do un morso. No, perché? Oh, ma io non vedo più i miei occhiali, fra.
Hai visto gli occhiali? Non la vedo più. Ma si è messo col motoscafo. Stanno col motoscafo. No, vedi i soci. Ci sta un altro motoscafo. No. Stanno con le barche sotto il molo, raga. Con le moto d'acqua. Sì. Moto d'acqua, raga. Qualcuno in barca a seguirli. Qui ce n'è uno. Dai, andiamo a prendere Manolone, dai. Ah, ma come che sono qua, se ne vanno via con le moto d'acqua, dai. Qui c'è una barca, se volete venire qui da me. Stanno andando via con le moto d'acqua, sono andati via, raga. Veloci, veloci, veloci. Sono andati via con le moto d'acqua. Stanno andando. Vanno verso il pontile. Qualcuno con me, dai. Sì, non ci sono. Raga, verso il pontile, verso il pontile. Ma proviamo ad andarci? Col pontile, vai, verso il pontile. Sì, pontile, andate sul pontile, fate presto. A me non frega un cazzo. No, stavo guardando loro, erano ragione. Raga, le ciotole, andate alla fine delle ciotole. Aspettami, aspettami tu. Ci sarà Bettoni. E sbrigate, porco di, sta togliendo. Ci sarebbe Bettoni. Sarebbe Bettoni. Raga, li vedete? Aspetta che spengo la radio perché non sento niente. Dimmi, ci sarebbe Tony? Non sarebbe meglio parlargli per quella cosa? Sì, io ho fatto già un discorso tramite mail. Ah, ok, non c'è. Ah, ok, ok, perfetto, non sapevo allora niente. Mi ha detto che l'unico a cui ha dato delle armi è Libano. E si fida 100-100. Ah, vabbè, sì, anch'io su quel lato lì. Anch'io su quel lato lì. Allora niente. Non è, io te l'ho detto, pensavo per... Cioè, ho collegato il tutto con quella cosa di Jimmy, di quel Jimmy che poi è morto. Mi ha detto di no. Non è andato a posto. Comunque questi sono furbi, vengono qui e se ne vanno in motoscafo. Ma se n'è andata. Se n'è andata tramite acqua, raga. Strano, eh. Ma chi è capitato all'RS3? Molto strano. Avere una persona, però... fatelo bene, tutti vestiti uguali con i caschi. Perché con i caschi, Tore? Non si può fare azioni free room con i caschi. Chissà come mai sono andati via. Con le moto di soliti metallari, mano. Complimenti, sì. The Full Metal. Anche secondo me stavolta, ragazzi, devo dire la verità. Anche secondo me stavolta è stato frutto di metallo. Ero ma ditemi, è vero o non è vero che vi state chiamando l'uno a fianco all'altro? Sì. Chi è quel signore con la giacca? Questo è l'assessore Ethan, dice che mo ci offre da mangiare a tutti, vero assessore? Sì, sto andando a prendere. Ma non lo sento, a chiedere se c'era la preferenza. Ma arrivano ancora queste bollette, ma... in questo locale. Senti, per quanto riguarda questa roba di qua delle bollette, dobbiamo parlarne meglio, magari poi ci sentiamo bene, telefono. Sì, vieni, ci viene al governo, ci facciamo una chiacchierata. Adesso che chiuso, allora, il governo. Li conosco bene, fu meglio credimi. Okay. Io non li conosco bene. Sì, è molto strano, no? Siamo arrivati noi, mettiamo lì, i ragazzi fuori prendono le strada, vanno via tramite acqua. Non c'è un problema di soldi, è il proprio dato di fatto. Esatto. No, però i miei da me, ci sediamo, e si grippano che li vogliono prendere, si fanno tutta la spiaggia, non la attraccano da qualche parte. Certo, quanto vuoi? 1 milione, 2 milioni, 3 milioni? No, che milione, 2 milioni, 3 milioni, quello è il mio lavoro. Vai tranquillo, vieni là e facciamo quello che dobbiamo fare. Perfetto. Dai, e perché scusa? Da mangiare, raga. Perfetto, che poi c'è un amico mio che aspetta a me. Perché vai, Vince, se tu vedi gente vestita di rosso scappi, non ho capito. Ti ringrazio. Il metallo è quello, non è perché si vuoi dire live. Che io ho detto gente vestita di rosso senza maschera in un locale, perché tu dovresti scappare, non capisco. Io ero bravo. Ma secondo te perché voglio il numero? Io la foto già gliel'ho fatta. No, ma questo ragazzo, questo assessore in gamba, ragazzi, quando ho organizzato un evento io, quando volevo organizzare un evento, un raduno di macchine, mi ha dato tutto il via subito proprio. Mi ha fatto passare tutti i fogli in un attimo. In gamba, in gamba. Ottimo, però capisci, sempre volito qua. Ciao ragazzi, qualcuno lavora qua? Chiedi in casa. Cosa? Chiedi alla cassa. Dove cazzo sta la cassa? Vado qua. E questa è una delle mie, ma che ci ha riconosciuto. Vedi, sta dopo il mare. Meglio. La cassa. Magari l'ha fatta apposta.
Ma dove stanno queste? Se ne sono andate. Raga, non lo so, però ci sono due macchine parcheggiate dietro. Ma chi è ragazzo con le trecce bianche? Capone. Il Topolino The Master. Dove sono le macchine? Dietro c'è una Roxanne. Aspettate una un tipo Skyline. Qua dietro lì vedi già chi abbiamo di fronte a te. Scusa, Nettu, mi senti un attimo? Sì. Ma tu non hai il numero di Silas? Non ce l'ho il numero. Come no? Te l'aveva dato? Chi l'aveva dato? Io se non sbaglio di Roma. Sì, sì, bravo, bravo, bravo. Te l'aveva dato? Aspetta, io sono un incontro e li andiamo in 20 con le carabine. Aspetta, io mi sa che l'ora ce l'ho importante. Di certo Tuz. Ti ho appena passato a fianco. Ti ho appena passato a fianco. Ma chi? Se n'è andato Tuz. La moto se ne sta andando. Prendiamo la moto, quello di cazzo. Capite quello, me. Prendete la moto, prendete la moto. Quello lì, quello lì. La moto, quello che stiamo con la moto. Perché? Sto testa. Non fate domande. Non so se la sa mia padre. Andà verso la destra del... E quindi ti stavo dicendo, questo bello mi sta creando tanti problemi, capito? Tira un attimino che vi passa. No, ci sono. Dio, insomma. Se siete con noi a mangiare una cosa, che fate? Ma allora, intanto vi passo i tacos, così ve li dividete con calmissima. Un attimino, mi dai il suo numerino? 507. Eccoli. Buonasera, signor assessore, piacere di conoscerla. Buonasera, molto piacere, piacere mio, Ethan River, molto piacere. E lei che fa? Non se lo mangia uno, assessore? No, raga, io vi ringrazio, però devo scappare adesso. Aspettavo che mi passava un pochino la stronza per poter guidare. No, che dieta, guarda, però già ci sui polari che mi fanno dimagrire. Ok, ragazzi, è puntato. Va bene, grazie mille comunque. Grazie ancora per la cortesia. Dai ragazzi, buon proseguimento di serata. È stato un piacere. Lei, buon lavoro. Grazie, buona serata. Arrivederci, buona serata ragazzi. Davvero? Questo tu sai che non ho mai sentito parlare. Ragazzi, ci sentite riuscite per il militare qua fuori, la mascherata. Dove? In fondo là, la vicenda della... No, c'è l'esplosione verso macchina grigia. Adesso facciamo tornare i nostri qua. Aspetta, avete preso la moto? L'avete preso quello in moto, raga? No, è scappato, però siamo battendo tutti, lo sai, le soddisfazioni che ci abbiamo. Cos'è che abbiamo preso? Lo stiamo prendendo quel testo di cazzo che non ci ha presentato, te lo ricordi? Zona barbiere. Sì, tempo a tempo. 129. Ma ce l'avete ancora? Lo state seguendo o l'avete perso? No, lo stiamo ritrovando perché non so se dritto non c'è andato. Guarda l'assessore come parlando. Sta arrivando una barca, sta arrivando una barca. Oh, ma che cazzo? Ma è arrivato. Col botto. Non si è fatto niente, ragazzo. No. Bello robusto, questo è mascolo di un tempo. Lui è Steve. Lui c'aveva i capelli bianchi. Ah, allora se Steve è tutto scusato. Ma sembra robusto. Tutto a posto, bello. Abbiamo visto un bel botto. Sì, si è spaccato il naso, guarda. Questa è la cocaina, non sente più niente, sto anestetizzato. Solo che il naso spaccato c'è. Oddio, che cazzo hai combinato? Niente. Ha provato a ormeggiare la barca mentre ormeggiato. Ha provato a fare un tuffo, solo che... Sì, pensavo ci fosse ancora l'acqua, invece niente. Madonna che faccia che... C'è chi si butta di testa e chi si butta di naso. Esatto. Steve, ve lo presento. È chi di culo. Di culo si butta, eh? Eh sì, ci sta anche chi si butta di culo. Quello dovrebbe essere CJ dopo la tastiera. Esatto. Ecco, adesso riparto, lo sapevo. Aiutati a tutti. Se toccate questo discorso, mi sono abbassato al volo. Un po' paura. Ti chiamavano un tappezzate la città. Tu perché te li devi togliere con gli occhiali? La stessa cosa è sua. Aspetta che gli faccio cadere. Scusa, ecco qua. Basta con questi occhiali. Non servono a niente gli occhiali, hai ragione. Come ci penso io? Ma poi tu in grigio nero ti metti gli occhiali rossi. Sei quella pula. Dimmi un cibo. Ho capito, il cibo. Tranquillo. Cazzo, vuoi fare? Butta con me. Testa di cazzo. Aspettate, aspettate un attimo di serietà. Dove? Dove sono a me? Hai patenti, hai tutto. Veramente non ci sono quelli lì. Te l'ho detto, sì. Dove cazzo sono? L'avete preso? L'avete preso. 2200.
Potete dire con me che erano macchine? No, c'è la pula che mi segue. Che cazzo, vabbè. Posso arrivare a sola? Dove siete? Dove siete? Ma la giro io, chi l'ha presa? Cazzo, quella roba di triste. Se li faccio volare, scappa subito. Scappa subito. Finta lì e cerca di non ingaggiare. Stanno rimasti a piedi, insomma. Ma chi ha preso la Jeep, raga? Scappate, scappate, scappate. Arrivo, sto prendendo da mangiare. Vabbè, fai un salto. Vai, li ho pisati, fra, vai via. Oh, oh, aspetta, aspetta, aspetta. I ragazzi hanno un attimo di un problema. Sto aspettando, sto aspettando. Siamo rimasti senza macchina. Fermatevi, raga. Porca puttana. Andiamo verso Vespucci, spariamo Vespucci. Ora che volete fare calmi. No, volete fare una cosa già se mi ascoltate un attimo. Prendiamoci remoto d'acqua, andiamo di sequestro. No, no, mi hanno smesso di inseguire, mi hanno smesso di inseguire. Va bene, va bene, prendiamo la cosa d'acqua, dai. Che problemi hanno, ragazzi? Un'altra pattuglia, è stata sempre. Io sono un video boss, a 200. Ragazzi, spiegatemi la situazione, che succede? Che succede? Niente, praticamente stiamo girando un po' per fare questa cazzo di moto. Prima ci ha visto la polizia, no. Ci stava seguendo. Andiamo aperti e niente. Rimanete qua, sono andato a prendere l'Audi. Siamo a tornare qua, mo noi. Raga, ma di chi, raga, mi spiega, raga, di chi era sta Supra Oro? Nulla, non posso prenderla. Questa mi sta girando la prima ancora. Ok, quest'Audi. Ecco, quest'Audi e la rossa. Ma questa gira 200, capito? Comunque non c'è il noleggio, l'ha fatto più un garage. Io ho fatto tutto il giro e non ti ho trovato. Si è fatto la sabbia. Mi scassato la sabbia. Sta giocando di loro con le moto d'acqua. Non so civili. No, aspetta, prova a spingere. Ma ti stanno inseguendo, io non sto capendo chi sta facendo. No, così. Nico, fermati lì a 200, però aspetta. Così. Fai un altro giretto, siamo arrivati. Ma che cazzo stanno sparando al veicolo, raga? Cosa? Non possono sparare loro per primi. Fai il strumentale, capisci a me. Hanno fatto due notti. Arriva un Ferrari. No, Lamborghini. Oh, chi mi dà la mano? Ma perché io casco sempre? Ora smetti di drogarti o sennò vai a finire sempre a faccia a terra. Ma chi mi dà la mano? No, devi smettere. Raga, chi mi dà una mano a spingere, ecco raga? Che hanno fatto. Ma non può. Ma ragazzi, io vi dico, questa al P9. Datemi una mano a spingere, oh. Al P9 è sotto, non si muove, non si muove. Ha pure i motori in traporto. Busta 2, tutti busta 2. Ah, non stare a me a spingere. 200. Aspettate, questo è bello palestrato, raga. Caro, che ce la dai una mano a spingere la barca? Tu che sei spesso. Spesso. Spesso, dai. Spesso. No, no, non te la voglio dire. Non riesci più a uscire perché le spalle. Oh, a me, oh, spesso. Ma stai nel tuo, spesso che ti scasso tutto io. Ti permette. GG, raga. Spesso ma ti spacco tutto. Oh. Scemo. Un cazzotto tu, un cretino. Oh, aglielo a me. Madonna. Aia. Tu, che ogni scusa è buona per me, un cazzotto a me, tu. Aspetta. Aia. Ok, scendiamo qua. Aia. No, a me! Per 200 gli sbirri ci sparano. Ok? Ok, adesso! Sbagliato. Ok, sono qua. Ma giro? Pezzo di merda. Raga, chi è che sta... Io. Ok? Sei tu? Basta. Facciamo il giro lungo, fra. Alfa, giro lungo. Mi serve una mano, raga. Ci vediamo. A noi ci venite a prendere, per favore, né tu. Ce ne siamo andati, siamo già qui, raga. Uno da me?
come è? Già vedo qua. Fattuno, fattuno. Oh, c'è una signorina. Dove? Ma CJ, chi sei? Sì, ma hai capito che si stanno sparando con gli sbirri, che ma cazzo? Ma CJ, CJ hanno detto vado a prendere la macchina e mi vengo a prendere. Occhio, occhio, occhio. Ma CJ non sta parlando adesso. No, adesso no, però quando se n'è andato da qua, ha detto ragazzi aspettate qua, vado a prendere la macchina e vengo a prendere. Al massimo prendetemi in braccio. C'ho due vicini, Ok, arrivo. Apposta, con le radio, lo so, ma non posso andare, io vado a piedi. Tra il 200, ragazzi. Dove c'è il garage centrale, che meno. Ok? Chiudo di qua. Ciro. Sicuro adesso arriva un amico. Fatto uno. Dove sta Ciro? Lo chiudo. No, raga, è un abuso, non si può. Pusciamo. Non lo so. Ah, si sta sparando con loro, sto pezzo di merda. Sto sul multipiano io. Ok. Vabbè, raga. Rubiamo una macchina. Oh, quello è stato un meccanico qua, non c'è che può avere una macchina. Ce l'hanno tolto. No, non c'è mai stato, perché dicono che la mia attività è un bar, capito? Sì, ti rendi conto? C'era un altro pure che hanno certo mi ha fermato. Però un bar, però possiamo arrivare. No, dicono che principalmente è un bar, invece quell'attività, nativamente, è un'officina di un bar. Ma chi è che sono però? La barca con una macchina. Non abbiamo la macchina, perché non mi hanno dato la fermo idrica dal governo. Raga, ma lì sotto si noleggiano le moto d'acqua, non leggiamo quelle? No, non si noleggia. No, quello è proprio un garage. Ma dove ce la possiamo fare sto giro in moto d'acqua? Raga, sapete dove possiamo prendere moto d'acqua? Pigliate nostre. Ah, qua non si noleggiano. Ci hanno detto che qua ci hanno detto di se dove c'è il sequestro, avete presente? Tutti, ragazzi, sì, però c'avevano detto anche dritto qua, c'è una rampa, lì sotto c'è il noleggio, no, se non sbaglio. Capito. Okay. Va bene, grazie. Grazie, bello. Vedi che spara ancora. Io mi hai detto di farlo perché non mille secondi. A chi? Agli sbirri? No. La porta nell'ospedale, però. Portiamo i nostri, cioè... In ospedale, andiamo, dai. Ambulanza, no, manca mille secondi, portiamo nell'ospedale. Tutti i dashcam. Rompe questi dispositivi, rompe questi le GoPro. Bella, rompo io. Tango 2, bello mio! Ciro con un fuoristrada. Tango 2, Ciro ha recuperato un fuoristrada a 4 posti. C'era un altro, ragazzi. No, ma chi spara? Mi raccomando, ragazzi, in piedi, marco in piedi, senza uomo addosso, non prendere i dispositivi alla polizia. Gli ha fatto tutto. Tu mangi, certo. Raga, noi stiamo partendo adesso qua dal bar dove eravamo, sì, sulla spiaggia. Vieni. Ciao Ciro. È sempre sul cambio, Ciro, sempre sul cambio. Fatemi una destinazione. Ma scusa, ma se gli dai due botte a questa macchina, alla barca la rispingi in acqua? Ma poi dove andiamo? Lo portiamo in ospedale. Partiamo tutti in ospedale. L'incontro di questa sera. Devi prendere più dietro. Portatevi a tutti quanti in ospedale, dai. Ma lo secondo me dobbiamo andare di fondo. Chi è che sta passando? Sta cosa fa? Ce la faccio. Non ti preoccupare. Ecco. Oh, Tony. No, stavo a rompere... Abbiamo un'altra macchina. A blu, ho 20 anni che sto qui. Oh, ma che cazzo me lo fa? Apposta a mettermi davanti. Ho fatto io. No, niente. Ok, così poi dritta. No, la sto girando per metterla, perché sennò... Oh, ma... Levati, Tony. Ma... Tony, levati, Tony. Arrivo. Ce l'hai, Tony. Oh, bombe! Riusciamo. Se volete andare con quella, riusciamo. Ditemelo. Vai. Ok. E va ancora dopo. Ah, ma sì. Adesso prendo talmente tanta rincorsa che cazzo, gli do una botta e la faccio finire sul puntino. No, vedete la cintura. Sì. Mamma mia! Ah! Vai, la macchina non va più. Non va più la macchina. Quello uno sta a terra dei nostri? L'altra botta? Sì. Non mi fa sedere. Hai sit caro, sono cadi. Ma c'è il posto qua? No. Hai sit caro, sono cadi. Tutti sit caro, ragazzi, sono cadete. Ma questi chi sono? E Tony e quell'altro. Quello col sombrero chi è? E Tony. So io. Eh sì.
Madonna, stasera il peggio del peggio sta dando, sto cazzo di TeamSpeak, ragazzi, mi crasha ogni 2 secondi, porca miseria. Le corde stasera mi stanno andando la merda. Perché? Ma non lo so. Oh, ma lo sai che da quando ma tu tanto mi sotto condizionatore, fratello, guarda, poco bello. Prira, vai, scusami, nonno mi ha nonno N mi ha detto di fare una cosa e non ho più avuto problemi da quando me l'ha detto. Anch'io fino a oggi. No, ok, l'hai già fatta quella cosa da. Ma guarda io no, però. Fermi un attimo, fermi. No, ragazzi, tanta gente. Sì, vado indietro. Non c'è nessuno, vado a controllare. Prendo io, prendo una macchina. Solo uno è morto. Che ci sente, raga? Il sequestro che c'è stato. Sì, venite perché ci stanno salvando di loro e noi siamo ancora in barca. Ma chi? E non li sappiamo, se non li vediamo da lontano di su. No, io vado a prendere la macchina, ok? Cosa sta l'arma? Cosa sta la moto? Veloci. Lì dritti a destra c'è un sacco di gente. Senti, sì, li vedi? Bebe. Arriviamo al disseguato. Dissequestro, Nico. Non abbiamo chiesto noi al meccanico. Che cazzo vuoi? Ragazzi, venite al dissequestro, ma venite verso il portile delle barche, che c'è un sacco di gente lì davanti, siamo in 3-4. Però soldati, sono 4 qui. Vado a prendere giù il 200 e arriviamo. Chi sei tu? Ma chi è che spara? Al 200. No, mi sa con qualche vabbè, non sparo se li spiro che per... Aids, dove cazzo sei? Aids è insieme a quel gruppo di persone. Dov'è? Vicino a quel gruppo di persone. Mi ci avvicino un po'. Caricate le mani a me. Dove ci troviamo? Direttore, si è messo a aggiustare le mani. Prova a mangiare, prova. Ma chi sono questi? Mettiti in mezzo. Che mi sa ma che chi Andrea non è abituato? Il Mesa ci sta seguendo? Con noi. Ma che sono il dissequestro? Raga, ma quello con quella moto bianca è sempre lui? Sì, mi sa di sì. Allora ragazzi, il dissequestro, quando va via quella onda bianca seguite lui, ok? Sì, ma c'è sempre qua che l'ha preso. Ok, ce l'abbiamo qui. Noi siamo con l'audi bianca. Non lo prendete raga, qua, fatelo raga, uscire. Ma scusate, no, non lo bloccate, ma raga, chiudete dopo. Esatto. Quando... No, non ti mette là, Marco. È tozzo, no? Poi si vorrebbe con mezza che lo fa, non noi. Vedete che questa moto gialla, bianca e gialla dovrebbe essere tozza. Appunto, si è cambiato però. Sì, non la moto è qua. La moto è quella. Sta per uscire, sta per uscire, tra poco esce. Aspettate, aspettate che esce e poi lo inseguite e lo fermate. Raga, ma il problema è che c'è moto. Una con le buche le gomme, appena esce, dalla ferma. Che mi dà un passaggio solo a piedi. Forse se ne vanno con l'elicottero, c'è gente mascherata. Gente con la cappa in mano, con l'elicottero. Aspetta, mi sa che non posso scippare l'auto. Aids, dove cazzo sei? Sta riparando l'elicottero. Sta riparando. Non è che se lo prendono. Ma guarda questi con le... Raga, Aids sta riparando l'elicottero, se lo puntano per caricarlo sparategli. Guarda questo con la K47 in mano. Se uno lo... Se lo puntano per caricarselo sull'elicottero spariamo gli a questi. Ma non si può, bro, non so. Che non stanno parlando con chi sta riparando. Non si può. Chi sta riparando l'elicottero? Esatto, no, sarebbe. È tipo Cop-B. Bait. Senza coppa. Senza coppa. Non me ne frega, gli spariamo lo stesso se lo fanno. Ovvio. Ok, posso sparare allora già. Beh, già sì no. Che lo fanno. Però guarda quello con la. Guarda quello con che spavalderi esce la cappa.
capito come? Poi va a sparare, mira un. Il signore che stava qua avanti con il codino, quel cinese, viene spesso in. Me lo so in officina, esatto, me lo sighi lento, lo sighi lento. Lo so che lento, lo so che lento. No, quello è il lampadaio, no? Esatto. Penso di sì. Completi, sì, è sì, una macchina sua, è una macchina sua. Quando sì. Appena escono gli spigli pure con. Sì, quella tua. Comunque il lampadaio sto picciotto è a posto. Non ti mette in mezzo la pistola, metta dentro la macchina, va bene. Va cercando, capisci mia cosa, eh? Un posto dove stare. Però è nuovo di queste situazioni. Che ce la fate a sparare le gomme. Sempre importante. Oh ragazzi, se no uno va verso destra e l'altro va verso sinistra in caso. Ma che sta a fare? Tutte le riparazioni, ma che dobbiamo fare? Per evitare che scappi. Si sta andando via. Si sta andando a prendere la macchina. Accadere. È ancora lì comunque, E lì è la porta bianca. Ma sta scendendo. Esce la moto, esce la moto. È lì, dietro il camion. Veloce, prendetelo, veloce. Occhio, c'è una macchina bianca. Caricatelo, caricatelo, ho già preso la sua radio, capirete. Raga, sta chip non è nostra. Perché queste con Audi. Ok? Andiamo a macella. Ragazzi, vogliamo pigliare la loro moto. Ragazzi, il Camacho, il Camacho grigio di chi è? No, non è con noi, non è con noi. È in mezzo a voi, mi sta seguendo. È in mezzo a voi. Mi sta seguendo il Camacho grigio. Il Camacho grigio. Ok. Lo atterriamo così tanto, No. Qual è l'import? Mettete la macchina, l'Audi bianco. Seguite l'Audi a sinistra, di qua, di qua. L'hanno messo nel Camacho, scusa. No, sta nel mezzo, sta nel mezzo, costante, giusto. Raga, portiamo macchina. Aspetta, lo vogliamo portare a 62? Sì, va bene, l'ostaggio chi ce l'ha? Ok, 62. L'ostaggio sta nel mezzo. L'ostaggio in che macchina è? Toni, è in mezzo, ok. Disattivato tutto. Mezzo è dietro, tutto. Raga, occhio. Sì. Ma perché sono quei puntati però? Macella. Ma portamelo tutto qui sotto. Tutte per lui. Che però. Nel live chiedo scusa per lui. Ma qua c'è uno stradino. Stanno guardando. Dai. Io non vedo l'elicottero. Connuto, perché non sei in occhietti? Perché ero stanco. Dagli un bacione da parte mia. Daglielo tu. Ma picciotti, ciao connotati. Mettete qua due pollici, ma fa culo, ora arrangiamo. L'ha detto lui, ragazzi, gli ho chiesto. Era stanco. Mi spiegate dove state? Non ho detto macelleria, andiamo al 62. Vabbè, ma 62 se ci attaccano. Puoi riparare la macchina, grazie. Dopo, Marco lì, facciamo un attimo questa cosa. C'ho la roba bucata. Vai a piedi, cambia macchina, fai qualcosa. Che fai? Sei impazzito, bro. Ma che ha fatto Nettuno? Va, tra l'altro. Ma dov'è il mezzo con l'ora? Ma che ha fatto Dio? Ah, ho capito.
Siamo dietro. Stiamo arrivando, siamo qui. Tutta esperienza qua, tutti i sogni. Tanto pesce qua da... No, dal ponte. Io non mi ricordo, zio. Stavo anch'io nei tuoi sogni. Sempre a quello indietro, comunque, vabbè. Ci sono 72. Li avete rotti i dispositivi al signore? Tutto? Sì, l'ho fatto io prima. Ok, guarda, però abbassa le mani gentilmente, spostate tutti i ragazzi. Sul tetto. No, al volo, sono una cosa, intanto spostate tutti i ragazzi per favore. Salite sul tetto. Spostatevi che sta facendo una cosa. Ok, prendete le scale e salite sul tetto. Ora che sta sulla radio, la serradio vi serve a qualcosa, io l'ho presa, per dubbio. Sì. Io ce l'ho, quando vi serve ditemela che ve l'ha detto. Ehi, attento principe. Come due polli vi avrei sparato. Il culo ha salvato il culo da signorino io. Ma che sparano quelle automatiche mentre stanno in macchina e mi inseguono? Fanno ridere. Arrivo là, ci stavano due coglioni di poliziotti, tutti quanti che mi pushavano in due. Poi, uno destra e uno sinistra. Ho notato una cosa, no? Loro che sono un gruppo legale con le MK2 che sono armi illegali, ma da quando? Cioè, nel senso, ma come funziona? La polizia con le MK2. Noi con le 9 mm che sono legali e loro con le armi illegali. Ma tu c'hai le MK2, te l'ho data prima. Ciao. Sì, però so di no. Cioè, tutti loro con le MK2, praticamente noi tutti con le 9 mm, no? Si sono invertiti i ruoli. Loro fanno illegale e non legale. Praticamente mi nascondo dietro un albero. Sta ribaltando la situazione. Sì, poi sparano con le SMG. Ma a me hanno ucciso fatto... mentre stavano andando in auto. Ma ragazzi, secondo me è un grosso F. Diciamo che la polizia, che è una azione legale, usi MK2 che è una banchina. Ma non si può vedere. Grazie. Perché secondo me sarà quella dell'evento. Sono molto contento di quello che hai detto. Mi fa molto piacere. Ma che cazzo, cioè, è come se i carabinieri usano quello, ma lui? La K47, sì. Dai, eccolo qua, arriva. È lui? Ma che cazzo ne so, io non so manco chi è sto tuzzo. Ma io prima c'avevo i capelli bianchi, che cazzo avete detto? Ma no, i capelli neri è dalle mie parti lui. Non mi hai capito, vero? Non ti è sembrato strano che mi sono messo a riparare le macchine? Eh sì, volevo capire chi erano quelli con gli AK in mano. Bravissimo. Infatti ho tutto collato in radio, se per caso lo puntano per prenderlo li distruggiamo qua. Come mi sono avvicinato, li sono andato proprio addosso, capito? Perché pensavo che fossero quelli che avessero chiamato per il meccanico. Mi ha detto, no, se vuoi però mi puoi riparare questa macchina. Poi quando mi sono spostato per riparare... Mica, grazie mille della condivisione, amore mio. Si sono radunati tutti lì perché dovevano prendere l'elicottero per andarsene. Hanno fatto un nome che io e tu conosciamo molto bene. Che nome hanno fatto? Colino. Come? Quello che aveva detto che stava con i Viola. E invece era di un'altra fazione. Vabbè, riprendilo e sparagli in testa. Questi è un'occasione su un milione per prenderli. Infatti, li stavo facendo perdere tempo. Annullavo, cioè smettevo di riparare l'elicottero apposta, capito? Perché loro dovevano prendere l'elicottero. Ma non potevamo rapirli mentre tu gli riparavi la roba, raga. No, io lo stavo riparando agli altri. Stavo provando a prendere tempo perché magari poi decidevano di andarsene in macchina, capito? Perché ci stavo mettendo troppo, invece non hanno aspettato. Ma loro, no, più che altro, tanto lì non puoi fare niente. Lo so, infatti li stavo provando a obbligare. Dovete imparare una cosa, perché ancora metà mondo non ha ancora capito. Il di sequestro non è una zona safe. Volete capire? Vabbè, però, bro, dai... No, non è una zona safe, amore mio, credi. Basta che leggi, c'è scritto. No, ma abbiamo qua Steve, ve lo può garantire anche lui. Il... Di sequestro no, non è sentivo, una no, ma capo, li sentivo in ansia. Dai, perché come hanno sentito la sua voce che ha detto Michele. Ma hai detto ma in macchina, tu dove... è presente sì. Come hanno sentito quella voce, lui ha fatto la collirata e ha detto Don, stammi vicino. In Sardegna, capito? Il paese. Quindi io lì ricordo ho bene. Collegato tutto perché sappiamo di ma, quello lì è, ma quello lì era Statuzzi alla fine? È lui? No, non lo so, mi avvicino per sentirlo parlare ma non parlo. Si chiama Enzo, ha detto. Niente, flop abbiamo fatto. Ah, non è lui. Ma chi cazzo è questo? Enzo Beddo, cerchiamo di capire con chi sta. Comunque sta con qualcuno. Acca. Proprio prima che c'è
officina stai? Al 102. Senti, mi serve il dove subito. Digli a Tuzio, al tuo amico. Tanto lo so che è il tuo amico. Che conosci Peste, conosci tutti gli altri. Ma chi? Tu. C'è la stessa moto sua adesso. Lo so che lui ha fatto un bluff. Lui ti ha messo a te al posto suo. In modo che noi rapinavamo te. Pensi che sono testa di cazzo io. Non lo conosco davvero. Ha fatto scarco. Davvero? Ma che cazzo dici? Non mi prendere. È una settimana che sei in questa cazzo di città. Sei sicuro che non lo conosci? Sicurissimo. Se quella la piede lo conosci, io ti buco un piede. Andate un attimino. Stasera facciamo così, dammi la scheda. Se lo conosci, bene. Se lo conosci ti abbasso, ok? Io l'ho presa. Io due persone ho conosciuto. Che sono? Uno si chiama Eden e l'altro Ryan. Basta. E che fanno queste? Ed erano i direttori del Bennis. Che se ne sono andati. Vabbè, vedala sempre però. Gli passi la dicendo cazzate. No, davvero. Gli passi la sempre a qualcuno. Se vi allontanate la prendo io. Carta a carta, no? Dacci sto cazzo di sempre, dai. Sì, ce la passo. Bella base. Che c'è di buono? Non lo so, sto guardando, non mi sa niente, pulitissimo. Sì, zero, non c'è un cazzo in questa sera. Magari c'è la chiamata. Io sono nella loro radio, stanno dicendo che si devono appostare per attendere che l'arrivo di un elicottero. L'elicottero che stiamo. L'elicottero che fanno partito? Dove? Dove, fra? Dove? Sono nella loro radio, non sospettano di nulla. È 675.1. Io non ho parlato, non ho detto niente, stai solo ascoltando, eh. Via tutti gli altri di. Non dite niente, non dite niente alla radio. No. Sei in radio anche te, eh? No! Ma che cazzo hai fatto? No! Felicità. Chi è che gli ha sparato? Io il ginocchio gli ho sparato. Spostatevi, spostatevi. Non aveva felicità, non pensavo. Ce la può fare ancora. Mi sentiamo in stereo, chi c'è? Eh? Siamo entrati. Sono entrati dove? Ora sanno che siete... Oh, principe. Ehi? Vuoi che prova a chiedere, raga, dove siete, arrivo, no? Posso, zitto, cioè dimmi te. Aspetta un attimo, fammi sentire. Sì, capiamo anche meglio la situazione. Passare prima di... Io sentivo raga, aspettate. Hanno detto Colì. Colino è quello che c'era lì a dissequestro con l'elicottero. Mi ha detto Aids. Comunque io sono sicuro al 100% perché ho la GoPro. Io ho tolto le AK, continuate a girare in giro. Raga, avete visto passare l'elicottero? Aspetta. C'è sto che soccorriamo a destra, vedo cancello principale. Cancello principale? Dove può essere un cancello principale? 719. 719? Mi sa. 10. Cancello principale, un elicottero. Dove vuoi che atterra un elicottero? L'elicottero può attrarre un botto di posto. Basta capire, cerchiamo di capire bene. Cerchiamo di capire bene. Questi stanno facendo un incontro. Sì, dove deve atterrare in un elicottero e hanno gli AK e sono in un... Allora, se... aspetta. Chi è? Stanno parlando? Ma nessuno mi ha dato una... Guarda caso gli stavi riparando un elicottero. Mi hanno chiamato. Ascolta, ascolta me, pezzo di merda. Come si chiama? Allora, io sono dentro la tua radio. Stanno facendo un incontro con un elicottero. Con gli AK. Dove cazzo sono? Dimmi dove vanno. Non so di chi stai parlando. Ma se l'ho presa da te la radio, ti svegli?
Hanno detto andiamo a casa. Non hai paura? Il nome di questo qua. Guarda che ragazzi, che sia di esempio per tutti. Questo stasera c'è muore. Ah, regà, ho chiesto una cosa. Come si chiama questa persona qui? Non dovete parlare nella radio, però. Si chiama Enzo Bello. Bello. Enzo Bello. Okay. Non parlare nella radio. Sta per ascoltare. Non parlare nella radio. Ma ce l'ha distrutta. Chi sa parlare alla radio? Non ci prendere per il culo. Non stare zitto. Aspetta. Sempre andato per il culo, una persona sbagliata. Ascolta, ascolta, ascolta. Perché mi devo prendere per il culo? CG, un momento. Facciamo il punto della situazione. Fatemi parlare. Io sono entrato nella radio di sto ragazzo. Stanno facendo un incontro con un elicottero, degli AK. Stanno coprendo il cancello principale. Adesso tu mi dici subito chi cazzo sono questi. Se no tu qua gli occhi li chiudi e non li apri più. Hanno anche ora detto che hanno VHK, E guarda caso prima chi cazzo sono questi, con chi stai? 5, ripeto, 4, mi hanno chiamato solo per aggiustare un cazzo di ricordo. E ti è andato la radio? No, non so in che cazzo di radio stavo. Su, da una settimana. Ma non puoi, frate, non puoi parlare con voi, ti devi svegliare. Vabbè, ok, devi svegliare. Inizio a parlare in radio. L'incontro. No, tu non parli in radio. Vabbè, chiamato un fioraio, dai. Esatto. Su. Ho chiamato un fioraio o parli, frate? Mi ero rotti i coglioni. Mi sto chiamando, ve l'ho detto, ve l'ho detto. Chiamate l'onoranza funebre. Allora, ti spiego come funziona. Per strada vige una cosa, ok? Arrivo. Dove? Ma hanno detto casa o hanno detto cosa? Casa. Mo mi faccio gli asci, vego. Non ti dice niente questo, deve morire per sempre, Steve, questo. Aspetta. Siamo capiti. Quindi non fare una strozzata. Dimmi la verità. Che cazzo sono questi? Allora 801. Ah, 801. A posto. 801 sono perfetto, ragazzi. Hai visto come c'è? Dopo gli diciamo anche che c'è la di e allora. Però questo deve morire comunque. A questo hai sentito? Hai sentito? Spostate tutti quanti. Facciamolo buttare. Senti, Enzo. Allora, facciamolo giù. Guarda, io ho messo 4 giorni di vescovi. Che cazzo siete dove abitate? No, no. Non diteci in radio. Oh, questo ha detto non dite civici in radio. Esatto. Hai sentito tutto, esatto. Il civico. Io sono allora, tutto, questo qua l'abbiamo gli abbiamo preso la radio. Gliel'ho presa io, ragazzi. Lui sta continuando a dire che non è con nessuno. In radio questi stavano facendo un incontro con un elicottero e stavano andando in un posto. Adesso K è entrato in radio loro, gli fa: raga, dove siete? È a casa, ma non mi ricordo il civico 801. Quindi questo è con qualcuno e non ci ha voluto dire niente. Che facciamo? Ok, okay. Però, sapete però che io sono qui e non posso fare niente. Ho capito. Ho fatto la preghierina io. Esatto, solo da capire. Appunto, c'è la preghierina. Ma lo stanno buttando giù, Non può fare così. Aspetta, non l'ho voluto. 801, ok. Ma in che senso? Ma? Candy non venire, Barrio se sei in live. Ok. Non ho capito però il discorso di Candy, era qui. E qui era. Serve far così. Comunque complimenti che ti toglie la radio, perché si contava. Complimenti. Grazie mille, fuori. Metto il mio coso qua, senza maschera. Oh, girate, vedi alle spalle. Allora, senti, bello. Allora, la situazione è alquanto carta, ok? È molto brutta nei tuoi confronti. Ci posso parlare io, sto verbe? Qua, noi non siamo venuti qua per ammazzarti, non siamo venuti qua per farti del male, non siamo venuti a fare niente qua. Ma ti abbiamo visto, ti abbiamo portato qua. Sì, ma ha sbagliato tutto questo. Che è ricollegato alla radio. Per buoni, sì, ma questi dopo un po'. Mi avete visto al dissequestro? Quindi, che dobbiamo fare? Un cazzo di macchina. E questo deve chiudere gli occhi. Morire, però. Deve morire, deve essere d'esempio. Abbiamo preso la sua radio, sta con gente. L'ho accettata. Ma sai qual è il problema? Ti deve dire con chi sta, chi è la sua famiglia. Sì, ma te l'ho accettato, dico. Non ho fatto niente. Non c'è bisogno, è estremo, capisci? Diciamo che io sono la persona che ti può salvare il culo in questa situazione. Te puoi mandare pure a casa a piedi, che con le gambe tue. Ma se te parli, se te non parli loro, sono proprio ammazzato. Zitti un attimo, raga. Sì. Ma iniziamo a uccidere. Posso chiederti solo una cosa? Sei andato lì a riparare le macchine, no? Dimmi. Sei andato lì a riparare le macchine. Perché dobbiamo girare sempre nei discorsi 100 volte? Sì, hanno... Nei giorni hanno chiesto un meccanico e sono andato.
a riparare. Che cosa hai riparato quando sei andato lì? Devo riparare un elicottero e una macchina. Ah. Però già era arrivato un meccanico. Se te l'abbiamo detto noi prima. Sì, no, il problema non sai cos'è, che il meccanico che quando è arrivato, il meccanico era a fianco a me, perché l'ho riparato io quelle macchine. È compreso di elicottero, non sei tu il meccanico. Sono arrivato secondo. No, non hai capito, non eri tu il secondo meccanico che è arrivato, perché il secondo meccanico che è arrivato mi è arrivato a fianco all'elicottero chiedendomi se avevo già fatto io. Sbagliato, raga, sbagliato. Invece allora, no. Però, ascolta una cosa, adesso le cose sono evidenti, no? Dentro questa cazzo di radio che noi abbiamo preso da te, ok? Dentro le tue cazzo di tasche, con quella frequenza radio accesa, capisci bene le mie parole, italiano, fratello. Dentro le tue tasche c'era una radio con una frequenza. Siamo entrati, ci sono delle persone che hanno detto, stavano facendo un incontro, avevano gli AK, sono arrivati con gli elicotteri, coprivano il cancello 1 e abitano l'801. Mi vuoi dire chi cazzo siete? Oppure veramente non ti vuoi svegliare più? Non c'ho a nessuno, raga. Davvero. Ma bro, facciamogli fare la passerella. Aspetta, come ti chiamo? Enzo? Enzo Bello. Enrico Bezzo. Non può però. Enrico Bezzo. No, non può. Non può far, no, non se ne può andare così questo ragazzo, basta. No, ragazzi. La passerella, sottoterra. Ma allora iniziamo a fare tutti portiamo un mazzo di fiori. Aspettate un attimo. C'è qualcuno alla radio? Che dobbiamo aspettare? Belli. Questa è strepitata, capito bene? No, dobbiamo aspettare per forza, se dobbiamo fare una preghierina. Sì. Ma ti ha fatto lui a casa oggi? Sì. Oh, non era lui, prima. Ho tutto io. Aspetta. Capito? Non hai capito. Cosa hanno detto? Mo cambiate radio? Cosa ho detto? Un fiere estremo, staff. Sì, sta facendo un fiere estremissimo. Da qui esci solamente freddo e domani mattina ti ritrovi in un bel muro di una cassa di legno. Facciamo una cosa, diamogli una radio. Lo facciamo entrare in radio. E lo facciamo parlare. Sì, ma è palese che la radio è sua, raga. Ve lo devo dire chi cazzo è. Basta. Sono entrato in radio loro, ho chiesto. Ma oggi si è fatto vedere Enzo? No, non è passato a casa. Ok. Va bene. Cioè, Enzo, devi dire chi ti ho detto mille volte, te l'ho appena detto. Io sono quella parte che ti passa il bel culo stasera. Ma diciamo che qua parte si sta rompendo il cazzo. E sto diventando molto cattivo. E quando divento cattivo, io prima ti ammazzo a te. Poi venga all'801 e gli do un po' a casa. Appunto la parla. E allora parla. Se vi ho detto che sono da poco in città. Ma chi se ne frega? Con allora, chi cazzo sta? Sono da poco in città, non entro mai in città, non me ne frega un cazzo. E faccio il latte. Te ne ho beccato con la radio per un incontro. E tu sei pregato di dirmi chi cazzo sei. E la non tua famiglia visto. all'801 chi cazzo siete? E lo devi dire, lo devi dire. Lo vuoi capire che lo devi dire? A me no? Chi mi ha assunto al Bennis si chiama Eden e Brian. Ma non stiamo parlando di Bennis, da stati cazzo stiamo parlando di questa persona che ci ma io a loro conosco, ma chi cazzo me li devo inventare? Ok. Vabbè raga dai su, fioraio, noi via. Aspetta, voglio collegare il radio, va. E cosa deve dire il radio? Cosa dobbiamo scoprire che non sappiamo? Sappiamo appunto. Il civico, sappiamo no, tutto. Così almeno se la conferma anche lui. Perdonate, magari se l'è scordato. Signori, quindi no, magari radio peggio, loro stanno parlando in un incontro. Loro erano in incontro. Ok. No, non sappiamo se però quelle case loro stanno aspettando, perché da quel che hanno sentito ha detto abbiamo ospiti. K ha detto, raga non mi ricordo il civico di casa, dove siete? 801. Quindi quella è casa loro e stavano arrivando ospiti e questo mi deve dire chi allora, sono però ma perdonami la radio è in tasca sua perché non andate in 10 là a vedere chi sono? Aspetta, ma perché lui non deve parlare, scusa? Lui parla adesso sì, raga. No, abbiamo sentito una cosa altamente in radio. Che hanno detto? Che hanno detto? Sì. Fino a prima parlavano dei civici, fino a prima parlavano dei nomi, parlavano di tutto, mo' fatalità hanno detto non dite nomi e civici. No, io ho sentito pure leggete la chat. Vabbè, okay. Sì, vabbè, ma
non c'entra niente, non dice Cicci Vinci in radio, anche noi lo diciamo. No, l'hanno detto, dopo, c'è... l'hanno detto dopo. Ma dove l'ho leggiato in chat, ragazzi. Vabbè, leggete in chat così. La Bebacca era inutile continuare a parlare. Devo stare facendo quello che va fatto. Non funziona così, raga, perché mi sono rotto il cazzo adesso. Non funziona pure a me, nei io ho obbligato a parlare, buon punto, basta. Chiamate con un angelo. Ragazzi, quando fate queste cose? Chiamate un angelo sulla testa. Ha già chiamato, già fatto. Oh. Però, ma se quello in radio dice leggete la chat, cosa dobbiamo fare? Cioè... Ah, ma prendono un richiamo loro. Ti devono svegliare. Beh, mo... basta che voi, ragazzi, avete la GoPro di quello che quando l'ha detto. Certo, sono anch'io, Candy. Sì, l'ha detto. Vabbè, intanto ora andiamo con i giovani. Che palle, tutti supereroi, Ecco, Marco vedeva di spararli così, volevo fargli un discorso proprio carino, ma una, le cose che c'è in tasca non se ne fanno nulla, teoricamente ci possiamo culare pure ste robe, no? No, a prendere un bel caffè dal bar, devi passare. Ma hanno fatto con me nel brutto sogno, 12 di loro. Allora, ragazzi, andate tutti quanti all'801, rientrate nella nostra radio, andate tutti all'801. Sì, ma possiamo andare? Ma saltare? No, andate a vedere chi sono, giù, okay. Guardate da lontano, capite? E fatemi sapere. Ricordatevi di cambiare radio, eh? No, ma no, andiamo a vedere, ragazzi, che cazzo c'è? Oh, non spingete, non spingete. Puntate quando dovete scendere. E Steve casca. Ragazzi, state attenti, fatemi sapere il radio. Mezzi, ricordati di uscire da quella radio. Come lì, prima di parlare. Cosa? Ricorda di entrare, di cambiare radio prima di parlare radio. Quelli le hanno già cambiata la radio. No, vabbè, ma tu esci però. Sì, certo. Ma di quella. Con chi parlo? Col muro. Che hai detto? Ok, io entro nella nostra, fammi sapere chi sono. Siamo già in macchina. Ma vai a prendere il caffè tu. Ho già scelto. Raga, però così non va bene, perché comunque questo qua, cioè, abbiamo la tua radio, frate, non puoi dire che non sei, cioè, non sai niente, devi parlare. Ah, ok, allora, raga, l'801 è l'ex casa di CJ. Hai capito qual è, G? Ah, ok, quella là rossa. Perdonami un attimo, ma lui l'abbiamo preso davanti a tutto questo? Sì. Ma sapete chi era già questo qua? Volevamo rapire Tuz. Aveva, okay. Aveva la stessa moto e la stessa abbigliamento. Okay. Pensavamo che era lui, abbiamo beccato lui. Nel beccarlo, okay, gli abbiamo preso la radio. Pensando sempre beccato... che era Tuz, okay. Abbiamo preso la radio, siamo venuti qua. Nel mentre in radio parlavano che stavano andando in incontro con una K, con un elicottero e di puntare il cancello principale. Allora, okay, vengo qua e gli chiedo questo, a chi appartiene? Quindi possiamo dedurre che questa, visto che abbiamo fatto questo rapimento, sì, lui nella radio ha detto che all'801 ci sono armi pesanti e in più si organizzano... No, l'801 è uscito dopo, Fra. Perché prima parlavano di questa cosa, ma noi non abbiamo mai parlato di radio. Poi questo non voleva proprio parlare, allora K è entrato nella loro radio e gli dice, raga, dove state? E loro gli rispondono, a casa. E lui rientra in radio e dice... Madonna, che testa, che ci mi sono dimenticato il civico. E uno di loro risponde velocissimo, 801.